quasi. Camminavo lentamente per quel viale. Mi ricordo che stringevo una bandiera con l'orgoglio e l'emozione di chi spera. Nella mente tutto è nato proprio là, dall'amore immenso per questa città. Quei colori nei miei occhi da bambino, incantati dalle gesta del divino. Roma, Roma, ma quanti siamo tutti insieme qui per te. Una curva intera grida in coro il proprio amore, chiamando in campo con il nome giocatore. Roma, Roma, le, questa canzone è dedicata a te. Che mi assale si fa forte, all'ingresso della squadra piano piano, e ogni volta torno ad essere bambino, nel ricordo di mio padre per la mano. Roma, Roma, ma quanti seguo tutti insieme qui per te. Una curva intera grida in coro il proprio amore, chiamando in campo con il nome giocatore. Roma, Roma, le, questa canzone è dedicata a te. Martedì 19 novembre 2019, buongiorno, buongiorno a tutti, questo è Teleradio Stereo 92.7 in FM, buongiorno a tutti gli amici che attraverso il canale 611 del Digitale Terrestre saranno con noi anche questa mattina, salutiamo anche tutti gli altri amici che con le varie applicazioni ci faranno compagnia. Mauro Antonioni buongiorno, Matteo Bonello buongiorno, Paolo Rocchetti buongiorno, io ve lo ricordo sempre ma voi dovete essere puntuali tutte le mattine dalle 6 alle 7, Paolo Rocchetti conduce la rassegna stampa. Approfittiamo e salutiamo anche i ragazzi Valentina Catoni, erano al completo i ragazzi, sì. Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio. Flavio Maria Tassotti sta lavorando per noi, sta lavorando per noi. Jacopo Palizzi, buongiorno, bentornato. Oggi abbiamo un appuntamentino di quelli importanti? No. No. Come lo vedi Ubaldo, così versione giornalista moderno, giornalista moderno d'assalto, però d'assalto, molto sì. D'assalto. Ubaldo Righetti buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno anche al maestro Petrucci che è in prossimità, sta per entrare, abbiamo chiesto di fare una cortesia perché vorremmo fare un collegamento stamattina riguardo un articolo che ho letto, credo sia di ieri. Jacopo mi aiuti, nel caso in cui non ce la facessi da solo, andiamo, fai come quelli bravi, io ti dico il nome, tu sì. Paolo Ziliani, quello che faceva le pagelle per Mediaset, no? A senti, ma dimmi una cosa, non c'entra niente con quello che la sera sulla 7 fa con quella che stava di profilo 20 anni fa, 30 anni fa, la signora, non seguo. La Gruber? La Gruber? No, non credo. Ah no, quella è Pagliare.
Questo è un è il giornalista che è diventato famoso perché a Controcampo, quando conduceva Piccinini, faceva le famose pagelle di Paolo Ziliani, che diceva tutte cose alternative, no? Ieri fa una cosa sulla Gazzetta, ragazzi miei, se la trovi o dopo... sul Fatto Quotidiano? No, lui fa, no, dove scrive non lo so dove lo fa, sì. Solo Posto in Piedi, ma il suo articolo è sulla Gazzetta, sì. Nostalgia Gazzetta e lettori masochisti. Ragazzi, che cosa gli combina la Gazzetta, una cosa imbarazzante. E benissimo, parliamo di cose che ci interessano. Nazionale di calcio, bellissima, fantastica, stratosferica, tutti questi giorni. Maestro, ti ha risposto, che ti ha detto? Forse? Più tardi? Maybe. Sì. Perfetto, d'accordo. Buongiorno al nostro maestro. Buongiorno Petrucci. Stefano. Buongiorno. E la nazionale. Bella. Zaniolo? Beh, tanta roba. Serviva questa partita per capirlo? No, forse per Mancini, che l'ha provato. Ragazzi, Mancini, è stato Mancini che ci ha detto che era Zaniolo. Noi qui se ne eravamo accorti nessuno, eh. Pensavamo ancora, ma che se vanno a spendere 6 milioni per Zaniolo? Almeno io. No, è iniziato da esterno alto, poi ha giocato mezz'ala a sinistra, poi ha chiuso mezz'ala a destra. E ci ha ricordato un altro. Sì, come vede la porta lui, comunque è straordinario. Ha fatto un lancio a Immobile per il quarto gol, una cosa da... Come la vede qua per far gol, dici? Sì. E là perché lo allontaniamo dalla porta? Lui ce lo facciamo arrivare di corsa. Ma se ci arriva è un discorso. Con quella forza fisica che c'ha. Discorso, sì. Se si fa trovare lì fermo, no. Lui ci arriva con il movimento, contro movimento. Quindi da mezz'ala probabilmente ha più facilità di corsa. Da mezz'ala messo lì a destra, diciamo, potrebbe essere un po'. No, parte a destra e poi va a lavorare da mezz'ala e si trova come attaccante. Sempre più Roma, comunque, la nazionale. Nel senso che Mancini prende le idee? È vero. Mo c'è da capire. Chiesa sembra Kluivert, eh? C'è da capire. Fa quelle giocate là così? Ma Chiesa è un giocatore straordinario. Senti, ma perché gioca 4-2? No, è un 4-3-3 ancora una volta con la mezzala che lavora da trequartista, però in modo particolare. Gli esterni, uno gioca più largo e uno gioca più all'interno. E la difesa gioca... Florenzi ha giocato? No. Stavolta non la difesa, di la difesa, bene. La difesa ha giocato che, bene? Sì. La difesa, no, ma tutti che bene. Gioca, sì, la difesa che gioca a 4, ma poi nella fase di sviluppo sviluppa in 3 perché il 4. Si può dire, ieri succede una cosa singolare, no? Manca un giocatore importantissimo, il giocatore più importante della storia dell'Armenia, no? A questa squadra che ha cambiato allenatore, ci deve essere qualche problema. Hai sentito la dichiarazione alla fine dell'allenatore che ha detto: se non mi mandano via a me, caccio via tutti io. Cioè, non è normale che una squadra che ha fatto 10 punti nel girone possa prendere 9 gol in un'unica partita. Ma tutto questo non toglie nulla al fatto che Mancini ha fatto un piccolo lavoro. Cioè, questa è una squadra che si diverte a giocare, è una squadra di ragazzi tutti quanti molto giovani. Potrebbe essere perché invece di fare il selezionatore ha fatto l'allenatore e ha messo su una squadra. È questo, sì, che ha fatto, è questo che deve questo fare, è questo che deve far riflettere. Cioè, nel senso, noi diciamo sempre che dobbiamo dare del tempo agli allenatori. Non ha bisogno di vedere la nazionale, lui già sa, perché lui lo sa prima. No, ma è interessante. È interessante da sviluppare, perché noi dobbiamo dare del tempo agli allenatori di club, no? Che ci lavorano quotidianamente con la propria squadra, per sviluppare un pensiero tattico. L'allenatore della nazionale, il selezionatore della nazionale, Mancini, quante volte alla squadra, ma mai al completo, poi con gli stessi. Quanti giocatori ha utilizzato? Un'infinità. Però ha un'idea di calcio. Di solito noi abbiamo visto sempre una nazionale esprimere lo spirito, no? Lo spirito, la forza del gruppo. Qui c'è una forza del gruppo, ma ci sono idee. Io non me la ricordo una nazionale che gioca in questa maniera. Cambia, modifica, cambia gli elementi, però quel principio, quello sviluppo è sempre lo stesso. Quindi è stato bravissimo, è stato bravissimo. Perché anche c'è veramente un'idea. L'inserimento di Tonali, no? Perché lì il titolare è Verratti. Tonali si è inserito benissimo. Ci sono idee. E questo ci deve far riflettere che praticamente è l'obiettivo ricollegato alla Roma, perché come sviluppo è la Roma che si avvicina molto, o la nazionale, diciamo, vabbè, la Roma che si avvicina molto a un discorso tattico di sviluppo a quello della nazionale di Mancini. Però manca qualcosa alla Roma. Qual è? Il recupero palla, quell'efficacia
Quella squadra ce l'ha. Beh, ieri, no, quella efficacia, ieri quella efficacia tanto, della nazionale che è portata a pressare immediatamente l'avversario, a riconquistare il pallone, squadra sempre molto alta. È quello che manca un po' alla Roma. È da capire, è una questione di elementi o una questione proprio anche di mentalità, di approccio, di caratteristiche? Quello credo. Che propone la Roma? La differenza? La differenza però della nazionale Mancini, no? Sì. Visto che giochiamo, ma non tanto giochiamo, sul discorso di sviluppo del gioco della nazionale che si avvicina molto a quello della Roma, quello della Roma si avvicina molto alla nazionale. Ok. Però quello che manca alla Roma, quello che è riuscito però Mancini a raggiungere, perché lo sta dimostrando ormai da tantissime, tantissime partite, è quell'aggressività continua. Sì. Nel riconquistare o perlomeno a disturbare immediatamente l'avversario e farlo giocare. Ecco, però lui rispetto alla Roma magari è un pochino più agevolato, perché è vero che sta mettendo su una squadra, però può scegliere tra 100 giocatori, sì, però, con quelle caratteristiche. Sì, però, quello che stavo dicendo prima, Riccardo, è che noi dobbiamo dare e diamo del tempo agli allenatori per sviluppare il loro pensiero alla propria squadra, sì. E ci lavora quotidianamente con la propria squadra, quindi dovrebbe essere facilitato il compito, no? Ci lavoro aspetta, quotidianamente. Fammi dall'attenuante, è vero pure che a nazionale c'è un allenatore italiano che parla a 25 giocatori italiani, cioè, sì, che però vengono da filosofie e di tattiche diverse. Ma oramai il calcio non è quello, cioè, no, capirsi è importante, ma poi importante. Dice, è vero che lui dice ogni allenatore ha la sua mentalità e la sua filosofia, ma grosso modo siamo tutti d'accordo nel dire che il calcio oramai ha stabilito, ha programmato dei concetti che rimangono fondamentalmente quelli al di là del modulo. Mamma mia quanto ci capisci. Mamma mia quanto ci capisco. Oramai anticipa pure le cose, non c'è più pazienza. Gli avrà fatto male il microfono. Ma ti vedo, cioè sei proprio... Cioè tu mi riconosci, sei una sorta di... Sei. Ma in che senso, scusa? No, nel senso che proprio vai oltre. Ma lo sai che succede? Ma lo sai che succede quando lo chiamo, Jacopo? Dice chi è? Sì. Ma che vuoi? Sì. 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 Ti capita mai che chiami ieri qualcuno? Ieri si è allargato molto con Don Mimì. Ieri si è molto allargato. C'ha avuto un gesto, sì. Prima mi hai difeso in diretta, adesso bravo. No, perché mi è piaciuto. Ditemi un'altra cosa. È personalità. Rimaniamo qualche minuto ancora nella nazionale. Hanno fatto così bene, indiscutibilmente, quando si fa bene indipendentemente dall'avversario. Su questo siamo d'accordo. Poi che l'Armenia prende 9 gol, probabilmente... È stato un girone facile o l'Italia l'ha reso facile? L'ha reso, era facile, non era difficile, non era difficile. Ma bisogna capire anche dal momento che arrivava la nazionale. La nazionale era distrutta. E c'erano delle realtà, come quella, la Bosnia è stata una delusione perché c'ha della qualità individuale spaventosa. L'Armenia è una squadra che può dare dei problemi. La stessa Finlandia ha fatto una qualificazione interessantissima. L'Italia ha vinto tutte, cioè non è mai facile, non è facile per nessuno. No. Quante sono le nazionali che hanno vinto? Nessuna. Tutte le... Nessuna. Solo l'Italia. Nessuna, anche perché poi... È quella che ha fatto anche più gol, credo. Dobbiamo... Sì. Poi ieri sera... No, dobbiamo ricordare una cosa particolare, che ovviamente tutti i gironi che compongono questa corsa alla qualificazione canonica ad Euro 2020. E perché dico canonica? Perché con la UEFA Nations League ci sono anche i famosi posti destinati alle squadre che sono arrivate prime nei gironi, e tutto quello che abbiamo anche spiegato nella giornata di ieri. Però e quindi sono gironi da 5 squadre e gironi da 6 squadre. I gironi da 5 squadre hanno 8 partite totali, i gironi da 6 squadre, come quello a cui ha preso parte l'Italia, hanno chiaramente 10 partite, quindi potenzialmente puoi fare 30 punti. Però se l'Italia viene paragonata ai gironi famosi da 6 squadre, come per esempio il gruppo H, che è quello della Francia e della Turchia, la Francia che ha completato il suo percorso a 25 punti. E parliamo della squadra, se non vado errato, campione del mondo, una delle più forti. Quindi fare 30 punti non è semplice. La domanda che fa Riccardo è legittima, perché poi quando leggi un risultato così, così roboante, peraltro è una delle vittorie con maggior scarto della storia dell'Italia. L'ultima volta che aveva vinto una partita con uno scarto del genere era il 52, c'era Beretta e Meazza. L'Armenia quante volte ha preso il gol? Non lo so, credo mai, non so, forse poche volte, ma credo mai. Però c'erano Beretta e Meazza, pensa, quando l'ultima volta che l'Italia ha vinto con uno scarto di 8 gol. Poi c'è stata anche in precedenza con Pozzo nel 36, nel 38 eccetera. Però oggettivamente è stata l'Italia
che probabilmente con questa sua quadra, con questa nuova iniezione di talenti, se possiamo chiamarla così, perché forse l'Italia, come non mai negli ultimi 5, 6, 7, 8 anni, Ubi, ha nuovamente in tutti i reparti, in tutti i settori, molto talento. Ah, adesso che soprattutto sera, Orsolini, noi seguiamo da te, Orsolini è un talento vero. È un talento. Giocatore vero. L'Italia è stata brava, gioca però, in una realtà un po' periferica come quella di Bologna, ma è un giocatore vero. È un giocatore vero. Se vogliamo, l'Italia è stata brava proprio in virtù di questa nuovo gruppo entusiasta e soprattutto composto di giocatori di grande talento a rendere semplice un girone che teoricamente semplice non era. No. Perché la Grecia è comunque una squadra fastidiosa, la Bosnia è una squadra fastidiosa, la Finlandia è una che ti intrugna, sta sempre lì. Se tu fai 30 punti, evidentemente sei stato molto bravo. Poi, a fare 30 punti. Quando hai detto Ubaldo, bisogna ricordarsi da cosa veniva. Partite, ragazzi, adesso, ma da cosa veniva l'Italia? Cioè, l'Italia non ha fatto i mondiali. Però vedi, quello è doppio taglio, perché se aveva fatto talmente tanto male, poteva non essere difficile far meglio, no? Perché qui non è che hanno fatto meglio, qui hanno fatto proprio bene. Ma 12 punti sulla seconda, no, indubbiamente. Io non ho pazienza, ma non perché c'è Mancini in questo momento, e diciamo che non sono pazzo di Mancini, ma non del tecnico. Poi non sono pazzo di Mancini, io mi porto dietro purtroppo sulle mie simpatie, le mie antipatie, tutte le cose che riguardano la Roma. Magari Mancini è una persona fantastica, che ne so, io non sono un amico di Mancini, non mi piace per i comportamenti, per gli atteggiamenti, facciamo così. Anche se gli riconosco essere un uomo immagine di livello, insomma, uno a regà, un allenatore che se fai punture sulla fronte per... ve ne siete accorti? Ma hai visto come stava? Con gli occhi sbarrati, non riusciva a chiudere. Ubaldo dorme con gli occhi aperti. Cioè, quella è conseguenza del lifting. Oh, ieri, ma ieri in conferenza stampa stava con gli occhi sbarrati. Non riusciva a chiudere. Il Butolino? Butolino. Il Butolino. Io ho fatto quello contrario, il Butolone, perché dicesi Butolino. Il botulino, che è una sostanza, che è un'altra parola, un'altra cosa. Benissimo. Ci siamo al contrario del butolone. Del butolone, che è una cosa invece che riguarda anche alcuni nostri amici speaker. Oh, grandi novità in Autocentri Balduina il 23 e il 24 novembre, infatti, e vi ricordo che sabato 23 novembre noi di Teleradio Stereo trasmetteremo in diretta dalle ore 10 alle ore 13:30, verrà presentata Skoda Kamiq, il nuovo City SUV della Pedalla. Dalla personalità inconfondibile, dal design distintivo che offre dotazioni eccezionalmente ricche, tutte di serie. Skoda Kamiq può essere la tua con 150 euro al mese, e Autocentri Balduina, per i primi 50 clienti che la prenoteranno, offre uno sconto straordinario di 3.500 euro. Non perdete queste occasioni, Autocentri Balduina vi aspetta, e anche noi sabato 23 vi aspettiamo in via del Foro Italico 451 per festeggiare Skoda Kamiq. Tu guarda se qualcuno non mi chiede, Skoda Kamiq, capito? Tu guarda, è fatalità. Oh, maestro, io ho confuso il dottor Zigliani, al quale tu hai chiesto se poteva intervenire questa mattina, ma giustamente lui ha detto con molto rispetto che aveva un Stefano, impegno, sì, insomma, e che non ama proprio, insomma, no, è vero, non si concede tantissimo. No, non l'ho confuso, e invece Jacopo, io l'ho confuso con... Paolo Pagliaro, forse è quello che il sabato sera, che la sera con Lili Gruber fa il punto della situazione. No. Invece questo Paolo Zigliani, Jacopo mi ha ricordato che faceva le pagelle, viene da un giornale straordinario che è Il Giorno, che è un giornale di Milano che è stato, che incredibilmente ha raccolto i più grandi nei vari settori dello sport, no? Il Giorno è il giornale di Gianni Brera, è il giornale di Gian Maria Cazzaniga, è il giornale di Mario Fossati, la più grande penna italiana sul ciclismo, è il giornale dell'inarrivabile Gianni Clerici, il maestro di tutti quanti quelli che si sono occupati di maestro, tennis. E Zigliani viene da quella scuola lì. Te la senti con la tua immancabile, insomma, competenza, la tua eleganza di leggere che cosa... Sì, l'ho letto ieri e sono rimasto... Io quando me l'hanno inoltrato... Sono impazzito. Perché viene da un milanese. Di muovere la manina, non c'è bisogno. Se utilizzate la rotella si impicciolisce. Quindi? Cioè, che vuol dire? Dovete cliccare per alzare e abbassare, dovete tenere cliccato. Ce lo vuoi fare non tu mentre. Capace, quindi fatelo voi. Altrimenti, però, manina... se utilizzate la rotellina per alzare e abbassare l'articolo, in realtà si impicciolisce. Qui dicevo che Zigliani. Perché il pezzo è significativo? Perché esce su un giornale non romanocentrico, uscito sul Fatto Quotidiano. Perché Zigliani è milanese, orgogliosamente milanese, perché dice delle cose sulla Gazzetta dello Sport che danno un'idea di come è cambiato il mondo. Sai che cosa ho pensato io, maestro, ieri, in un impeto proprio di presunzione, e chiaramente con
con 75 miliardi di livelli di cultura diversi, che lui prova per la Gazzetta quello che io provo per il Corriere dello Sport. La stessa identica cosa, è lo stesso sentimento. Maestro, ti va di leggerla con quella sapienza? Quando ero studente leggevo la Gazzetta dello Sport a scuola tenendola sotto il banco. Lo facevo alle medie e ho continuato a farlo al liceo. Poi nella vita ho fatto il giornalista sportivo. Ho unito l'utile al dilettevole e la rosea ha proseguito ad essere una presenza costante nella mia vita. Ricordo tutti i direttori che si sono succeduti durante i miei anni giovanili e non solo. Gualtiero Zanetti, Giorgio Montana, Gino Palumbo e Candido Cannavò, il più longevo di tutti, con una direzione durata quasi 20 anni, dall'83 al 2002. Quando ero giovane, anche dopo, leggevo sempre la Gazzetta. Era un arricchimento ed è per questo che mi impressiona oggi constatare la crescente difficoltà ad accostarmi alle sue pagine, perché l'impronta educativa che sempre l'ha contraddistinta sembra sia andata completamente persa. Il giornale ha smesso di essere quel che è sempre stato, non un semplice giornale, ma una bussola. Per chi è cresciuto alla scuola di Candido Cannavò, per non parlare di Gianni Brera, di Emilio Di Martino, di Emilio Colombo, sfogliare oggi la Gazzetta, giornale o sito web è diventato un atto autolesionista, una pratica destabilizzante. Ogni giorno un colpo al cuore. Se l'Atalanta sgraffigna un rigore contro il Manchester City perché Ilicic va di proposito a sbattere contro il portiere Bravo, che incolpevolmente viene espulso, la rosea non trova di meglio che uscirsene col seguente dilemma: caso Ilicic, meglio un gol o 10 minuti col difensore in porta, in cui passa il messaggio che un attaccante in grado di far gol possa decidere, invece di infliggere all'avversario il danno dell'espulsione del portiere, provocandola con la più dichiarata antisportività. Un dilemma, per dirla coi gazzettieri di oggi, che avrebbe fatto rabbrividire i direttori di una volta. Se CR7 gioca male e Sarri lo sostituisce, come è successo in Juventus-Milan, e lui esce dal campo pronunciando contumelie, fiondandosi negli spogliatoi e andandosene a casa senza nemmeno attendere la fine della partita, del tutto disinteressato all'esito del match e quindi agli sforzi dei suoi compagni, la Gazzetta l'indomani se ne esce parlando in prima pagina di post distensivo di CR7, che poi sarebbe questo, tra virgolette: partita difficile, vittoria importante, senza l'ombra di una scusa, senza un accenno di autocritica, quasi fosse lui ad aver subito un torto, un segnale, sempre tra virgolette, di distensione lanciato per cercare di buttare acqua sul fuoco. CR7 che diventa pompiere per spegnere le fiamme accese da altri. E a dispetto dell'infantilismo cronico palesato dal 34enne campione portoghese, ecco la rosea a lanciare a 12,99 euro oltre il prezzo della Gazzetta Ronaldo supereroe. Da oggi diventa anche un fumetto. Salverà il nostro pianeta grazie a una sfera. Il grande maleducato che diventa supereroe. E se la voce di Ibrahimovic, possibile acquisto del Napoli, comincia a farsi largo, la Gazzetta ne conferma la plausibilità in questo modo, sempre tra virgolette: Napoli, città bellissima da visitare, difficile da vivere nella quotidianità. Ibra però è cresciuto a Rosengard, il ghetto di Malmo, che ha poco da invidiare a certi quartieri napoletani malfamati. Nell'adolescenza in Svezia si è vaccinato quanto basta per fronteggiare gli eccessi di Napoli. E la conclusione di Ziliani è d'applausi: Napoli, malavita, ghetto, vaccino, scritti per davvero. C'era una volta la Gazzetta dello Sport. L'infantilismo cronico, io cercherò di inserirlo, non lo so in quale contesto, però sono affascinato. È straordinario, famoso per le pagelle, perché le pagelle di Ziliani sono quanto di più divertente, le ha portate anche a me. Quindi quando qualche volta ci permettiamo così di stigmatizzare il comportamento, mi sembra un po' eccessivo, insomma, la maniera di come si raccontano le cose, vedete. È molto, avete ragione quando si capisce poco, perché a chi ve lo spiega, in questo caso io che non so spiegarvelo, avete visto invece com'è facile? Letto dalle parole di Ziliani, come è facile smascherare, o come quando il maestro, insomma, diciamo così, ha nostalgia di quel giornalismo che probabilmente, io non so se adesso siete coetanei, insomma, tu dovresti avere incrociato queste persone nel tuo cammino. No, poi ti racconto anche dove vive Ziliani, ha convissuto anche con una situazione logistica con un nostro ex collaboratore.
Molto noto. E è molto bello anche il titolo, Ricca, che dovresti leggere il titolo di questo pezzo. Sì, che è la cosa che mi ha attirato di più ieri, no? Nostalgia Gazzetta e lettori masochisti, perché gli vanno dietro, perché ci credono, perché purtroppo ci credono, perché ne assumono comunque. E ragazzi, è questo qua. Adesso insomma entreremo un pochino più nello specifico di Roma-Brescia. Oggi c'è un impegno, gli allenatori e i giocatori più rappresentativi vanno da qualche parte, Jacopo? Vanno da qualche parte? Gli allenatori, c'è un impegno con la Federcalcio sulla questione arbitrale. Sì, sulla Federcalcio. Peraltro c'era quella cosa molto interessante invece che mi stavi ricordando tu prima, della disquisizione sull'assemblea di Lega del 19 di marzo sulle elezioni di Miccichè. Che era molto, è molto interessante. E Preziosi, c'è stata la denuncia soprattutto di Preziosi, e Lodito, diciamo, è rimasto un pochino più ricordando tanto, che il presidente della Lega ha fatto stavolta loro una volta uno, una volta l'altro. Il presidente della FIGC è Gravina, il presidente della Lega di Serie A è Miccichè, e diciamo tutti gli incartamenti della Procura Federale è stata chiusa la procedura istruttoria, così viene definita, e è stata consegnata a Gravina. Verrà consegnata a Gravina, che è il presidente massimo, diciamo, del calcio italiano, che cercherà di capire cosa succede. Cosa accadde? Che durante l'elezione in Lega di Miccichè, Preziosi lamenta il fatto che lui... Presente anche il presidente del CONI? Era commissario straordinario della Federcalcio. In quel caso viene rimproverato da Preziosi e da Lotito che Miccichè sia stato votato non all'unanimità. Ma non vi fa ridere che Lotito si non possa scandalizzare da una distanza votazione di un anno e mezzo, perché siamo a marzo del 2018, parliamo. No, marzo 2019. Per far capire alla gente, la Federcalcio è il governo, no? Che viene eletto infatti con elezioni, oppure viene commissariato, come quando è caduto, si è dimesso Tavecchio, il commissario straordinario l'ha fatto il presidente del CONI, riconoscendo il ruolo della federazione, che è la più importante delle federazioni sportive nazionali. La Lega è l'espressione dei proprietari del calcio, la Lega è la Confindustria. Miccichè è stato eletto dai presidenti dei club che hanno scelto. Ovviamente c'erano delle posizioni diverse, non tutti volevano Miccichè, ci fu un grande scontro, ecco, sicuramente Preziosi era tra quelli che non voleva Miccichè presidente. Hanno cercato a distanza di mesi di tirar fuori questa storia della non unanimità in quella votazione che fu fatta per alzata di mano. Sì, sostanzialmente, diciamo, sostiene Preziosi che sia stato votato ed eletto Miccichè per maggioranza, ma nel caso dell'elezione nello specifico c'era bisogno dell'unanimità, quindi hanno preso tutti la procura ha raccolto tutto il materiale, anche le schede che sono state sono rimaste segretate, cioè non sono state poi mostrate pubblicamente per certificare l'elezione di Miccichè. Ricordiamo che è a capo della Lega di Serie A. E perché questa votazione? Leggevo con attenzione ieri, perché chi ha ricoperto incarichi importanti già a livello nazionale con delle realtà aziendali che avessero degli interessi vicini al mondo del calcio ha bisogno di essere votato all'unanimità e non di prendere solamente la maggioranza. Lui è stato presidente di banca, perché mi fanno notare che Malagò era presidente della Lega? Che vuol dire? Era commissario. Commissario della Lega o della Federcalcio? Mandiamo un saluto a Manuel, che sta andando a prendere suo figlio Alexander, che andando a prendere credo che uscirà oggi da un appena nato, insomma. Lo salutiamo, come no? Gli mandiamo un grandissimo abbraccio, davvero, di tanti tanti auguri da parte nostra. Prima di andare in pausa, specificare una cosa. Ci siamo resi conto ieri, e chiediamo scusa ad Alessandro Austin, che non si può giocare per radio, non si può giocare, nonostante noi avessimo preso tutte le attenzioni del caso, nonostante avessimo detto guardate come si può manipolare un'informazione, questo è l'originale, adesso vi facciamo vedere, oh mi raccomando, questo è l'originale. Alessandro chiede: ragazzi, per cortesia possiamo smetterla con queste cose, delle frasi tagliate e rimontate, non so cosa avete mandato. Dopo l'intervento la gente non capisce che scherziamo, ho risentito, era chiarissimo il gioco, ma la gente non ha capito, c'è chi non aspetta altro che usare pure uno scherzo contro di noi, non giocheremo più, faremo solo informazione, non si può più giocare della Lega e basta, non si dice della Lega e basta. Chi è?
Era commissario della Lega, chiedo venia. Mi raccomando, non si dice. Lui? Non si dice! A tra poco! Non si dice! Santa miseria! Non si dice! Allora. Pubblicità. Ciao, sono Ascanio Pacelli. Ti faccio una domanda. Sei stanco di passare il weekend buttato sul divano e soprattutto non sapere come placare i tuoi figli che giustamente vogliono giocare? Magari trovando uno sport da poter condividere con loro. Ti aspetto a Terre dei Consoli, uscita a Monterosi della Cassia Bis, a soli 20 minuti da Roma. Avrai la possibilità di scoprire il golf, la sua accessibilità e se sei un grande appassionato di calcio, no problem. Abbiamo anche il foot golf. La nuova clubhouse ti aspetta con il ristorante, la playroom per i bambini, sala fitness, area mam e tanto altro. Per informazioni terredeconsoli.it oppure chiamalo 0761 699 888. Ti aspetto. Dalla passione e l'esperienza di Fabrizio nasce nel cuore di talenti Ardente, ristorante e pizzeria di qualità. Nella suggestiva location con veranda esterna potrai variare da crudi di pesce e menù giornalieri con il pescato a carni nazionali e cucina romana fino alle nostre strepitose pizze. Ardente, ristorante e pizzeria, via Francesco Dovidio 27. Per info Facebook e Instagram, parcheggio gratuito a 100 metri. Sicuro con la tua auto dai numero uno dei ricambi. GM Autoricambi. Passione per i motori, prezzi super concorrenziali, competenza nei servizi sono i nostri marchi di fabbrica. La migliore qualità dei prodotti e risparmio su ogni ricambio. Approfitta delle nostre vantaggiosissime offerte. Scegli la competenza e la convenienza di GM Autoricambi. GMautoricambi.com. Il tuo pit stop a Roma. Via Giovanni Passerini 1725. 06 25 20 92 51. A dicembre non perdere il più bel film di Natale. Natale a New York. No. Natale a Londra. No. Natale a Cinecittà World. Natale a Cinecittà World. Quest'anno a Natale vieni a Cinecittà World. Fino al 6 gennaio spettacoli e attrazioni al coperto. E a Capodanno la più grande festa di Roma. 40 attrazioni, 6 spettacoli, 4 cenoni, 6 discoteche, concerti dal vivo e fuochi d'artificio. Info e biglietti su cinecittàworld.it. Marco Salentino. A Ponte di Nona, il gruppo Edoardo Caltagirone ti propone un fantastico appartamento con terrazza panoramica in omaggio, a un prezzo scontatissimo. Un bilocale di 63 metri quadri con cucina abitabile, ampio balcone e terrazza di 86 metri quadri al piano superiore, a soli 249.000 euro invece di 299.000, e con un mutuo super conveniente. E compreso nel prezzo un posto auto garage e uno piloti. Contatta subito il gruppo Edoardo Caltagirone allo 06 88 52 16 64. Ricorda 06 88 52 16 64. Ford Ka 99 euro al mese, solo 99 euro al mese. Sì, hai capito bene, Ford Ka Plus, con Sync Touchscreen, clima automatico e cerchi in lega, tutto incluso nel prezzo. Tua a soli 99 euro al mese e dopo 2 anni puoi decidere se tenerla, cambiarla o restituirla. Più facile di così. La voglio. E allora corri da Fordstar, il tuo punto di riferimento Ford a Roma, in via Salaria, in via Tiburtina, via Casilina, e a Tivoli oppure chiamalo 06 33 23 52 35 per avere tutte le informazioni. Adesso o mai più. Aran Cucine ti regala l'eccellenza tecnologica Samsung. Acquista la tua nuova cucina Aran completa di 4 elettrodomestici Samsung e con un solo euro in più potrai avere inclusi nel prezzo a scelta un televisore da 55 pollici Ultra HD, una lavabiancheria o un'asciugatrice. Ma non è tutto! La cucina Aran la ottieni senza anticipo e in 40 mesi a tasso zero vero, senza spese e interessi. Cosa trovi di meglio? L'offerta è valida negli Aran Cucine Store di Roma, Lunghezza, Ostia e Pomezia. Scoprila su www.promoaranroma.it. Scegli vetrate panoramiche italiane e chiudi il tuo balcone con le nostre vetrate scorrevoli tutto vetro e con chiusura a pacchetto, perché siamo l'unica azienda che ti offre 10 anni di garanzia, perché siamo produttori e non assemblatori, perché siamo il top di gamma e siamo sempre un passo avanti. Vetrate panoramiche italiane, numero verde 800 20 0404. La
La tua caldaia è in regola? Falla controllare. Rispetterai le norme vigenti e soprattutto garantirai sicurezza alla tua casa e ai tuoi cari. Nuova ITC. Manutenzione caldaie, termosifoni e climatizzatori di tutte le marche entro le 24 ore. E centro assistenza tecnica autorizzato Vaillant, Beritta ed Alstom. Nuova ITC. 06 52 35 05 19 o nuovaitc.it. 92.7. Torniamo in diretta, sono le 10.32. Oh, ieri è stato consegnato il premio Maestrelli. Voi sapete il mio rapporto con la Lazio, cioè io sentimento proprio niente, stima poca. Ma nel corso dei miei 57 anni, da quando capisco qualcosina, avevo 4 anni, credo, quando mio padre mi portò allo stadio, Maestrelli fa parte di quelle pochissime persone della Lazio che non ho mai, Tommaso, diciamo così, anche figli, quando mi diede un dolore enorme nel 74, 73-74, era quell'anno lì, sì, che vinsero lo scudetto. 73-73. E nonostante io fossi piccolo, avevo 12 anni nel 74, 12, 16, 58, no, 16. Insomma, non è stato mai un personaggio di quelli che ti posso dire come Chinaglia, come Di Canio, come Nedved. Quindi il premio Maestrelli, che credo sia, sono i figli che lo consegnano solo, che hanno proprio, diciamo così, creato questa sorta, no, di... No, l'hanno creato loro ed è una bellissima cosa. I figli, ma sia Maurizio, sono due, e due, i gemelli, ragazzi, no? I famosi gemelli, due ragazzi, sì, deliziosi, sì, come, sì, le sorelle, sì, che sono un pochino più grandi, insomma. Sì, 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 sì. E il premio questa volta viene dato a Simone Inzaghi oddio, come miglior tecnico nella serata in cui Simone Inzaghi ha ricevuto il trofeo Maestrelli come miglior allenatore italiano del 2018-2019. Possiamo anche essere sinceramente... Ha fatto un buon lavoro, sì. Ha fatto un buon lavoro con una squadra dei mezze seghe, credo, no? Comunque ha una buona considerazione nel panorama nazionale Inzaghi, eh? Ha vinto anche la Coppa Italia, certo, ma soprattutto la considerazione in virtù del fatto di sopportare il presidente, sì, secondo che me non è, dici una cosa da poco, uno che è stato capace per appena 25 anni, perché lui passa da giocatore, credo, a tecnico delle giovanili. A me mi parlavano di lui quando allenava la primavera. Io ho difficoltà qualche volta a vedere le partite della Roma primavera, figuratevi se me potevo vedere quelle della Lazio. Però mi parlavano già con il 99, che è la Lazio, lo, sì, titolo l'ha presa nel 2004, quindi sono... Sai che c'è, Riccardo, sì, c'è un merito pazzesco, che è quello di aver capito che Immobile era un giocatore che si poteva rilanciare. Quella è una grande... questo Coglieri credo che abbia fatto 19 gol in stagione, tra, sì, coppe, sì, campionato, no, no, assolutamente nazionale. Il suo momento, pagato 9 milioni, cioè, ed è una ha avuto un appannamento, eh, l'anno scorso, ma la stagione, un incidente pure, quella ancora prima, stava... aveva fatto molto bene, aveva segnato tanto, quella anche... è stata una grande intuizione. E il premio glielo consegna Zazzaroni, al quale poi hanno dato un premio, perché dice perché consegna i premi, perché, cioè, in quanto premiatore ti piede un premio pure, sta dappertutto. Io l'altro giorno ho aperto la lavatrice e ci sono incontrato Zazzaroni, cioè qualsiasi elettrodomestico con i capelli detto fatti, Zazzaroni, sì, è l'effetto un po', lui c'ha, io lo dico per invidia, perché averceli i capelli come ce l'ha lui, però lui c'ha un po' questo effetto bisonte, un po' ondulato, come si chiama quell'animale, quello con i capelli carichi a mezzo, si chiama, si chiama il bufalo africano, il bufalo, sai come si chiama? Questa è una persona, si chiama bufalo cafro, si chiama cafro. Non ha l'effetto giallo, però. Dice, sì, bufalo cafro. Un bufalo di tipo africano che ha queste cornacchie enorme, corna gigantesche, divise a metà. Tu dimmi che sembra... non sono uguali. No, uguale, per carità. Però dimmi se ti no, no, le corna no, le corna fanno parte di un'altra cosa. Però, un dimmi, altro se, settore. Però dimmi se ti sono piaciuto io quella definizione. Però c'ha proprio, sembra c'abbia la scriminatura in mezzo. Ma cafro, tu lo sei inventato? Me lo ricordo. Che ho... Cafro. Perché cafro. Tu hai studiato anche il, no, bufalo cafro. No, io ero appassionato. Sono appassionato. Posto, no, ero appassionato di. E sono appassionato di cafro. C'è un piccolo problema sul latino, perché si chiama sincerus, e sul sincerus, insomma, ci sarebbe sincerità, ci sarebbe da eccellere. No, ma per adesso, a parte gli scherzi, insomma, ecco, diciamo, sul capello, no, le corna capello. Non c'entrano nulla, perciò no, è la forma, ah, del capoccione, la riga a mezza, un volto già, ma che sono altre, che le cose è tanto forte il tuo sincerus, sì, caffer, eh? Sentite, ieri abbiamo anche, diciamo così, un audio che il nostro, sì, Rocchetti, che stava lì presente, ci ha mandato del
Bufalo Cafro. 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 A mo che suonato? Canta. Capito? Ragazzi, i capelli sono uguali che giro. Ma sono tutt'uno co, però co, sì, sì, vanno, sì, con sì, le corna. Sì, sì. Cioè, c'hanno le corna con i capelli. C'ha le corna, no, con i non il direttore, attenzione. No, no, non il direttore, il bufalo, bufalo, il bufalo cafro. Africano cafro. Attenti. Ma stai scherzando? State buoni. No, eh. Allora, io lo dico, però lo ammetto per invidia, perché io vorrei averla sta bella riga e mezzo. Tu vorresti avere l'effetto giallo. Io vorrei antiriflesso. sto capello un po' che è la via di mezzo tra Robby Facchinetti del 70 e il bufalo agro, a cafro. Acro, capito? Acro alimentare, capito? Questa te l'aspettavi, dillo, dillo. Ricca. Non me la aspetta, no. Smetti di far finta. Il bufalo cafro, ti dico la verità, proprio non. No. Ricca, Ubaldo fa finta da ammazzare le mosche e mi picchia senza, senti, motivo. Non dite queste cose perché non è vero che noi ammazziamo le mosche in diretta, ma perché non lo facciamo. Foto di Zazzarone. Ma non capisco perché. Vi sembra il caso di cominciare? Non dico no, proprio a prepararla, ma a presentarla a Roma-Brescia. No. C'ha due nazionali, Brescia, si può dire? Che cosa? C'ha due nazionali, uno anche importante, giocatore. Tonali? E lo stopper col nome, io non mi fisso mai, come si chiama? Lo stopper giovanissimo che è stato convocato con sta, era il nazionale. Cistana, Cistana. Cistana, Cistana. Beh, magari Cistana, Cistana. Lì mi dico pure là. Bravo, io. Ma no, poi giuro il portiere che, Iorone. È vero che bravo. Ne parliamo immediatamente. Mi portiere date vero, sì, la possibilità di salutare il mio amico Stefano Di Striani. Stefano, buongiorno, come stai? Buongiorno Riccardo, molto bene, tutto a posto. Mi fa estremamente piacere. Grazie, grazie. Senti Stefano, ti voglio fare una domanda, ma entrando, cercando di entrare un pochino nello specifico. Sì. Ho la sensazione che nel vostro settore, insomma, la concorrenza sia tanta, perché insomma, sì, tu non sei l'unico. Ecco, come si diventa particolarmente bravi e affidabili come voi, Stefano? Allora, io parto dal presupposto, io ho ereditato praticamente questo lavoro da mio papà e quindi considera che la nostra attività funziona da 50 anni e quindi questo già mi ha messo, diciamo, in una condizione di vantaggio, quindi di essere più presente. Sei partito con il piede giusto. Nel mercato, però naturalmente per resistere 50 anni, per restare 50 anni devi comunque seminare bene. E credo anche dal responso dei nostri clienti, insomma, che sia mio papà prima e io adesso, che umilmente cerco di continuare, stiamo, come voglio dire, proseguendo il cammino, queste, certo. Abbiamo mantenuto queste promesse, cioè con il servizio, con la qualità, cercando di renderci disponibili, comunque cercando anche a noi tante volte capita qualche ritardo, capita qualche sbaglio, però beh, cerchiamo sempre comunque di rimediare, sbaglia chi lavora. Assolutamente. Senti Stefano, io posso rivolgermi a te, a voi per tutto quello che riguarda? Allora, porte da interno, infissi di ogni genere, porte corazzate, grate di sicurezza, vetrate scorrevoli per le, o pieghevoli per terrazzi, quindi coperture per terrazzi e balconi, quindi tende da sole, pergotende, pergoclima, tutte queste cose qui. E naturalmente poi tutti gli accessori dei serramenti che possono essere gli avvolgibili, le motorizzazioni, le zanzariere, quindi tutte queste cose qua. Noi facciamo praticamente tutto, dalla porta d'entrata fino all'uscita sul terrazzo, dentro casa, passando, facciamo praticamente tutto tranne la ristrutturazione. Bene, bene, bene. Senti, una cosa anche importante, io credo, nel vostro lavoro, è perché magari dice sì, sono venuti, mi hanno montato, però mi è mancato quella cosa, il post vendita, tutto ciò che è manutenzione, il tornare, certo, magari il ritocchino. Certo. Io so che voi siete particolarmente attenti anche a questo, che veramente allora, sì, deve... Sì, diciamo che il nostro rapporto non finisce quando stringiamo l'ultima vita a casa del cliente. Praticamente noi invitiamo il cliente dopo un anno a ricontattarci per fare un tagliando sui materiali da noi installati. Quindi è gratuita naturalmente questa cosa, nostra cosa, e controlliamo le perfette efficienza, se c'è bisogno di fare qualche registrazione che magari è dovuta a un assestamento, qualsiasi altro genere di intervento. Quindi noi cerchiamo di controllare e di tenere, diciamo, sempre monitorati nel tempo i nostri lavori. Tutto lì. Quindi è una cosa semplice ma molto efficace.
Oh, senti Stefano, mio povero babbo diceva a ognuno il mestiere suo. Io stamattina ascoltando tu che hai ereditato da papà, insomma hai proseguito in quelli che mi sono reso conto che uno il lavoro non se lo può inventare, o lo sai fa perché lo fai da 50 anni o l'hai imparato da chi lo faceva da 50 anni, se no non è che te, una mattina ti puoi svegliare. A me dici... papà mio mi ha fatto un parà sul campo, nel senso che non è che stavo dietro alla scrivania prima, io prima ho imparato sul campo. Senti Stefano, io voglio ricordare che Striani Tende si trova in via Genzano 46, la zona è? Appio Latino con gli Albani. Perfetto, vi do un numero di telefono che è lo 06, cellulare alla mano, 788 66 72, lo ripeto ancora una volta, 06 788 66 72, oppure striani.it. Stefano, io dico sempre che casomai intannasse può sempre fare radio con sta voce, prima o poi mi convinci. Stefano, buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro a te, buona giornata a tutti, grazie. Teleradio Stereo 92.7. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Torniamo in diretta. Attenzione, Maestrelli fu anche il capitano della Roma nel 48-51, sì. Non per tutto il periodo, maestro. Pure retrocesso con Maestrelli a Roma. La Roma retrocesse col famoso spareggio di L'Aquila, retrocesse la Roma, giù giocò in quella partita lì. Maestrelli mi raccontava che Michael. Sì, in quell'anno, quando c'era da tirare una punizione di prima, quello che tirava la punizione, che poggiava il pallone per terra, doveva fare una marcia indietro con le braccia alzate, perché gli partiva uno a destra, tutti volevano calciare tutti e tutti perdevano la migliore ipotesi della barriera, cioè una squadra di matti completa. Lui giocò con la Roma quell'anno, sì. Oh, prima di parlare di Roma Brescia, Jacopo, che ti vedo che stai scalpitando, che vuoi presentarci il Brescia, come gioca, i nomi, i numeri. Sa tutto di Cistana, e comunque che non è insomma una, a volte, o la Mosca non, Cistana, so, non c'è più, eh? No, la Mosca no, non c'è più. Sicuro? Ieri, quasi involontariamente, uno degli ascoltatori, oggi consentitelo perché sono un pochino arrabbiato con quelli che... Era impossibile non capire che quello fatto ad Austini era uno scherzo. Chiamare, era impossibile, impossibile non capirlo. Però c'è ancora, c'è riuscito. E quindi oggi sono un pochino arrabbiato e non potrò catalogarli come intelligenti quelli là. Mentre invece qualcuno intelligente, tipo ieri, quello di ieri che ci ha detto, regà, anche sfiorando un pochino, no, l'irriverenza, parlando di posti come Venezia, si è allagato qua, si è allagato là, si è allagato sotto, si è allagato sopra. L'unico posto che non si è allagato è stato Tordivalle, una sorta di genio qui da noi ieri mattina, e ieri pomeriggio comunque si è scatenato poi tutto il resto. Addirittura credo che il tempo, tu me lo confermi Jacopo, sì, abbia fatto un sopralluogo. Sì, ma c'è un pezzo, vero? Che ci ha mandato, ci ha girato un amico pure, no? Sì, ci deve essere proprio un video. C'è un video, sì, sì. Ce lo potete mandare? Guarda, vediamo. Io ce l'ho se vuoi. Ecco. No, vorrei poterlo, magari che lo può ascoltare, che lo possa ascoltare anche la gente, Matteo. Ah, ok, vedo. Allora, non è questo, Salvini, sì, Salvini, sì, sì. Salvini è come Zazzaroni, sta dappertutto. Oh, credo sia questo, eccolo, guarda. Eccolo qua. Un attimo solo. È un po' lentino a caricare, ma credo sia proprio il video, però non. Sì, sì, sto prendendo il video. È Beto Tordivalle, insomma, io dico. La tribunetta, insomma, bella massiccia. E noi che siamo costretti a giocarci e a scherzare su questa cosa per non farci prendere dallo sconforto più totale. Voi non so se ve lo ricordate il problema idrogeologico, così idrogeologico. Sì. Il rischio idrogeologico. Il rischio, per quanto tempo ce lo siamo portato avanti? Fine carotaggio. Quante persone ci hanno fatto conferenze e articoli, interviste, impossibile raggiungere il sito, benissimo. Sta andando. Vi volevamo mandare una cosa un pochino lento. Chiudi un po' di pagine, però. Ci sto provando, ma guarda, quelle da Lazio chiude tutte. Non tanto ci interessano, ma non credo, non credo sia un problema di pagine. Ma quando c'è la Lazio di mezzo, tu dici condizionato? Sì, un po' sì. Vabbè, un ci po' proviamo. Sì. Tanto io colgo l'occasione
per ricordare che se devi vendere casa senza perdite di tempo, proposte vincolate a un mutuo, inutile burocrazia, chiama UM24 che non è una semplice agenzia. UM24 acquista direttamente il tuo immobile, devi vendere casa bene o in fretta? UM24 e trovi subito l'acquirente per il tuo immobile. Chiama UM24 allo 06 87 18 12 12 o visita il sito um24.it. Siamo stati boicottati, non si apre. Ci hanno costato il traliccio. E vabbè, da quando questa radio, insomma, da molto tempo è diventata importante, voi sapete che radio più piccoline tentano, insomma, di boicottarci, una su tutte. Il loro passato storico, insomma, no, niente, non si apre il traliccio e non si apre, impossibile raggiungere il sito, sono problemi, maestro, di connessione con il sito de... forse si apre a me, dal telefono forse si apre, dal telefono forse si apre, forse ci sono dei blocchi, sì. E come lo spieghiamo alla gente che tutto quello per cui magari qualcuno ha creduto, ma perché quante volte abbiamo sentito dire noi, ma perché se sono fissati con Tor di Valle, se sa che lì non va bene perché c'è il problema c'è il rischio idrogeologico, si chiama rischio idrogeologico, che vuol dire rischio... a problema, perché laddove c'è il rischio se c'è un problema. Anche un problema, ah, beh, certo, e allora come lo chiamiamo? Il problema idrogeologico. Invece mi piace rischio. Oi, da Ibrahimovic, anzi è tutto iniziato, no, da Higuain. Da Higuain hai preso un'altra strada che... E quindi come lo spieghiamo a questa gente stamattina che per anni è stato interrotto, ostacolato, no, un processo, un percorso? Io ho ricordato ieri come il leader riconosciuto dei 5 Stelle, in appoggio al il no iniziale della Raggi, disse testualmente, perché agli atti, i biglietti di questo stadio, se facesse mai, sarebbero venduti insieme al, come gadget ci sarebbe un salvagente, perché lì si allaga tutto. Cioè, e noi non avevamo memoria. Ieri ci ha chiamato un ascoltatore, dice, ma guardate che lì c'è sta, io non lo so, in quell'area lì in particolare no, altrove, tant'è che si parla di un fosso che verrà comunque bonificato, no? Verranno fatti dei lavori. C'è un punto di dove il giornalista, il cronista è andato a fare questo sopralluogo. Adesso ci arriviamo. E riesce a riconoscere che il Tevere in questo momento, insomma, diciamo, beh, no? È bello gonfio, cresciuto. Ieri, ci sono ancora 10 metri prima di arrivare al livello di dove andrebbe, diciamo così, poco costruito lo stadio. 10 metri mi sembrano tanti, no, ma poi verranno rafforzati gli argini, verranno fiume creati... che in questo momento è bello gonfio per tutto, dai. Se non piove, più non smette di piovere ormai da un mese, è chiaro che i fiumi si gonfiano. Comunque da telefono si apre. È il sito del tempo che vedi non gira. Ma forse non ce lo fa fare a noi, perché sono paese. No, non lo so, in questo momento ci lamenteremo con uno di loro. In questo momento è il sito del tempo che non gira, perché il video, per chi lo volesse vedere, è sulla sezione TV del tempo, il tempo.tv. Quindi andate sul sito del tempo e poi da lì nelle varie sezioni trovate i video. Il tempo ci dovrà riconoscere una cosa per tutta questa pubblicità. Ovviamente. Perché non noi pubblicità gratis non ne facciamo. Non fare, quindi adesso li chiederemo ad Austini, evidentemente, certo, con il quale adesso non ci siamo più manco scherzare, di che parliamo? Forse non facciamo neanche il collegamento. Bisogna stare molto attenti. Se non scherziamo, lo facciamo, però bisogna stare molto attenti adesso. O forse dovremmo montare una cosa poi dove ci sentono, dici gli tutte avvocati, cose belle, monitorati, dove dici solo cose belle. Un gesto distensivo. Sì, una cosa rilassante, insomma. Una mano tesa da parte di Agostini. È un po' difficile trovarla, Agostini. Sì, vabbè, Ubaldo, dai, allora, dai. Oggi basta. Fonseca ritrova quanti giocatori? Zaniolo, Florenzi, probabilmente sì. No, probabilmente, sicuramente. Sicuramente, Dzeko anche. Dzeko è rientrato, giocato, Kolarov è rientrato, Paolo Lopez rientra, cioè tutti i giocatori Kluivert che oggi rientrano. Gli unici che non rientrano sono Fuzzato, che gioca oggi alle 14.30, Brasile-Corea del Sud. Ma gioca proprio lui? Non credo, però è stato convocato come secondo. Ma che Brasile è questo? Il Brasile quello principale? Il Brasile? Come? No? Stanno tutti i giocatori più... Sì. E lui fa il terzo portiere lì. Maglia numero 12, teoricamente dovrebbe essere il secondo. Noi ci abbiamo come terzo portiere il secondo portiere del Brasile? No, teoricamente. Allora, aspetta, Ederson, è stato convocato. È stato convocato Alisson, un certo Ederson. Santos che gioca in Brasile, e poi c'è Fuzzato. Quindi credo che in questo caso Fuzzato sia paradossalmente il secondo, maglia numero 12. In questa occasione. In questo caso. Però in realtà la gerarchia è Alisson, Ederson, e poi un terzo che incredibilmente è Fuzzato. Lo capite che il terzo portiere della Roma è il quinto portiere del Brasile? Sì. Quarto portiere del Brasile? Sì, sì. Insomma, proprio da straccioni giovani. E torna Kluivert domani, perché gioca oggi pomeriggio alle 18.30, una bella partita amichevole, Olanda-Inghilterra Under 21. Ubaldo, che... Pensa che ci sarà in campo. Under è rientrato, credo, no? Puro.
Under, sì, beh, è finito di giocare con la Turchia. Ci trova tutti i giocatori belli. Florenzi ha fatto bene, Zaniolo ha fatto bene, Paolo Lopez ha trovato la porta. La nazionale delle volte ti restituisce dei giocatori, e questo è successo anche per esperienza, rigenerati, motivati, anche un po' più sereni, ringazzulliti, come dice un nostro amico. Beh, qualcuno ha testato anche fisicamente, guarda Undere che era da parecchio che non giocava, la situazione di Florenzi che parecchio non giocava, comunque ha ritrovato uno spirito, perlomeno abbiamo visto uno spirito, perché è stato protagonista, con la Roma è stato meno protagonista, comunque una partecipazione importante. Dzeko sinceramente contro la nazionale non l'ho visto così tanto stanco. Stanco di compagni, non l'ho visto nemmeno, però no, molto sofferente. Lì un po'... Pjanic ha preso un'altra strada, ho visto il risultato. Ha pensato di riposare, prendersi qualche minuto di riposo, però ha riposato Dzeko la seconda partita, è entrato verso il trentesimo, no Jacopo? Sì. Del secondo tempo, sì. E quindi la gestione non l'ho visto particolarmente stanco, però la nazionale di solito fa bene, soprattutto a quelle che poi fanno un risultato, no? La squadra dimostra di essere forte e partecipe, questo in questo caso per quanto riguarda Zaniolo e Florenzi. Speriamo abbia fatto poco bene a Joronen, che è il portiere della Finlandia, clamorosamente qualificatasi, no? Sì. Jacopo nel nostro girone come seconda. Non è il titolare della Finlandia, ieri ha giocato perché la partita era scontata anche per la Finlandia, che era già qualificata. Ha perso con la Grecia. Che ha perso contro la Grecia. E il titolare della Finlandia è Radecki, che è il portiere del Bayer Leverkusen. Il generale che gioca in Bundesliga. No, però ecco il Brescia, ma tanto è solamente un piccolo accenno, è un piccolo cenno. No, scusate, perché poi tanto abbiamo ancora tempo, trasmissione e giorni prima di arrivare a Roma-Brescia, però ce ne sono di giocatori interessanti anche nel Brescia. È una realtà particolare ed è molto curioso come almeno in questa prima fase di Serie A siamo arrivati quasi ad un terzo, grosso modo, siamo a un terzo scarso di Serie A, ci siano delle squadre che sorprendentemente avevamo dato tutti per, non per spacciate, ma sicuramente per la bassissima classifica o giù di lì, che invece stanno facendo molto molto bene. Su tutti ovviamente il Verona, il Parma, che era accreditato di una medio-bassa classifica, invece sta andando molto bene. L'Udinese, dopo tra Tudor e Gotti, sta andando alla grande. Il Brescia è fanalino di coda, diciamo che però non ha giocato. Ha cambiato anche all'Eldore, è ultimo secco, 11 punti, è l'ultima, però una partita anche in meno. 7 punti. Sì. Sette punti, chiedo scusa, in 11 partite. Noi andiamo in pausa, GR con Nino Santarelli, e torniamo con Alessandro Ostini del Tempo. A tra pochissimo. Città. Non sei soddisfatto del tuo sito o ne devi creare uno nuovo per la tua attività? Non sei visibile su Google o la tua pagina Facebook e Instagram non genera nuovi contatti? Studio Graffiti ha le giuste soluzioni per te. Per una consulenza gratuita chiama il 335-7777-382 o vai su studiograffiti.eu. Studio Graffiti, il tuo business nel palmo di una mano. www.studiograffiti.eu. La soluzione per la vendita della tua casa si chiama Compro Appartamenti Roma. Noi investiamo sul tuo immobile acquistandolo direttamente anche in nuda proprietà e offrendo servizio di permuta. Se la tua casa è da ristrutturare, pignorata o con ipoteche pendenti, Compro Appartamenti Roma elimina tutti i tuoi debiti e ti segue passo passo nella compravendita. Comproappartamentiroma.it 388 83 267 60. Il tuo futuro in mani sicure. Voyer ciuscio? Voyer biberò? Te porto da King da Arosticino. Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli. ArrosticinoRoma.it. Arde King da Arosticino. Portasci il pube un romanzo. Non fallo, è criminale. È la mia nuova acqua di casa. Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
Demca, da 50 anni al fianco dell'automobilista romano. Uno dei più grandi ed attrezzati centri di autoriparazioni del centro Italia, con 8.000 metri quadri di superficie e tecnologia all'avanguardia. Ed inoltre carro attrezzi, assistenza legale e vettura di cortesia. Demca, a pochi metri dall'uscita Tiburtina del raccordo. Info allo 06 41 02 567 o su demca.it. Che idea! Carnidea! Da tradizionale bottega di macelleria nel 1890 a grande realtà della gastronomia capitolina di oggi. Carnidea, l'eccellenza in tavola, le migliori carni nazionali ed estere, ma anche un'ampia selezione gourmet con piatti da asporto pronti o da cuocere, salumi, formaggi, vini. Carnidea, in via Tagliamento 70 e in via Morricone 12. Telefono 06 86 21 15 63. Seguici anche su Facebook e Instagram. Questa settimana Maestro Turismo ti offre la scintillante ed esotica Dubai, 5 giorni e 4 notti tra grattacieli, centri commerciali e spiagge, da soli 799 euro. Sono inclusi voli da Roma, hotel 4 stelle, tasse aeroportuali, trasferimenti, visite ed escursioni, assicurazione medico bagaglio e senza costi accessori. È un'offerta esclusiva per gli ascoltatori della radio. Info e prenotazioni allo 06 45 49 92 92 o su maestroturismo.it. Con l'arrivo dell'autunno le zanzare fanno le valigie, ma altri ospiti indesiderati non traslocano. E quindi mosche, blatte, formiche e acari sono sempre in agguato. Ma non temere, Anticimex è al tuo fianco per offrirti la soluzione per liberartene definitivamente. Scegli Anticimex, l'azienda leader in Italia della disinfestazione e deratizzazione. Contattaci allo 06 78 34 98 11 o vieni a trovarci in via del Mandrione 103. Hai un ristorante o un'attività commerciale e vuoi migliorarne l'acustica? Oppure i tuoi vicini ascoltano lo stereo o il televisore ad un volume troppo alto? Con le innovative soluzioni di Zampetti Distribuzione risolvi definitivamente questi fastidiosi problemi sonori e senza interventi murari. Dona ai tuoi ambienti il benessere acustico e migliora la qualità della tua vita. Contatta Zampetti Distribuzione allo 06 41 30 701 o vieni nel nostro showroom in via di Casalbianco 196, Tiburtina, Roma. Teleradio Stereo 92.7. Teleradio Stereo 92.7. Sono le 10 e 58 minuti. Il segnale orario su Teleradio Stereo è presentato da Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154. Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione. Buongiorno, i carabinieri della stazione di Lanuvio e i vigili del fuoco sono intervenuti ieri in via Ezio Tarantelli, dove a causa delle forti piogge si è aperta una voragine in corrispondenza della rete fognaria. Secondo quanto si è appreso, l'amministrazione comunale ha stabilito lo sgombero di due nuclei familiari per il pericolo di uno smottamento del terreno. Le famiglie sono state accolte in un agriturismo della zona. Nel 2018 l'Italia è stata colpita da 148 eventi estremi che hanno causato 32 vittime e oltre 4.500 sfollati, un bilancio di molto superiore alla media degli ultimi 5 anni, lo rivela il rapporto 2019 dell'Osservatorio di Legambiente sull'impatto dei mutamenti climatici in Italia, presentato questa mattina a Roma. Le pillole di cronaca con Daniele Cecchetti. Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha deciso di presentare una querela nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo la sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri accusati dell'omicidio preterintenzionale di Cucchi, Salvini aveva affermato che il caso testimoniava come la droga facesse male. Il signor Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi, non posso consentirglielo. Questo era il suo volto quando io e i miei genitori lo vedemmo all'obitorio il 20 ottobre 2009. Questo era quel che rimaneva di Stefano, dei suoi diritti, della sua dignità di essere umano, ha scritto in un lungo post su Facebook la sorella Ilaria. Tentato suicidio in zona San Giovanni, l'allerta è stata lanciata dalla mamma dell'aspirante suicida dopo che la ragazza si era chiusa a chiave in camera. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e i poliziotti del reparto volanti del commissariato San Giovanni. Interminabili minuti di paura con la ragazza salita poi sulla balaustra del balcone del quarto piano minacciando di gettarsi nel vuoto. Alcuni soccorritori l'hanno distratta consentendo ai poliziotti di entrare in casa. Poi il salvataggio con gli agenti che sono riusciti a trarla in salvo. La 28enne è stata poi affidata alle cure dell'ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale San Giovanni Addolorata per accertamenti.
ricoverato in prognosi riservata un podista di 66 anni investito da un 56enne romano che guidava con la patente scaduta dal 2013 a Monterotondo in via di Castelchiodato. Il conducente dell'auto, nei pressi di un cavalcavia per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo sbandando sul lato destro della carreggiata, investendo il 66enne che stava correndo. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Monterotondo, che hanno denunciato il 56enne per lesioni stradali. Dai controlli è emerso che l'uomo avesse la patente scaduta da 6 anni. Tra poco ostini del tempo è tutto, buon ascolto. Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Sono le 11.02, Teleradio Stereo 92.7. Diamo il buongiorno ad Alessandro Austini del Tempo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Riccardo, buongiorno a tutti, come va? Come ciao va? Ale. Bene, senti, Ale, prima cosa volevamo chiederti scusa, nonostante avevamo preso tutte le precauzioni del caso, insomma, credevamo fosse evidente, palese, che noi scherzassimo ieri su come, cioè tu eri un pochino la gavia del nostro, diciamo così, tentativo, no? Del nostro esperimento, ma ci eravamo prese tutte le precauzioni del caso, la gente non sa scherzare, allora ti chiediamo scusa e non ci permetteremo mai più di giocare. Ma c'è manche... No, purtroppo sai cos'è? Intanto non mi dovete nessuna scusa, perché era talmente chiaro che fosse uno scherzo, però pensa, è un esperimento riuscito. È riuscito male, però. E tu pensa, pur scherzando qualcuno per certo, no, può dire, ma che ha detto? Comincia, lo sai che ha detto? Pensa che io lo faceva sul serio. Sì, sì. Pensa, no, esatto, tu pensa se uno lo facesse deliberatamente per, ma, in modo artato, no? Per, ma Roma, Roma è questo, no? E questo persino a livello, diciamo, negli uffici, nelle redazioni. C'è il gioco del telefono, quello che facciamo da cretini, no? Alle feste, vi ricordate, no? Che uno diceva una parola, magari un po' con una, diciamo, una rima un po' equivoca, no? Voglio questo palazzo, e alla fine cosa veniva fuori è abbastanza scontato. E qui succede sempre esattamente la stessa cosa. Uno sente mezza cosa, la interpreta, poi c'è chi lo fa con malizia, che sente mezza cosa. Beh, la, ieri ti posso dire, e una ti cosa, chiama, dice, oh, ieri non ci vedo buona fede detto, perché era talmente evidente, ma non, certo, si poteva capire male. Se anche si fosse colta solamente mezza parola, non si poteva. Ma non è stato fatto solo un passaggio, cioè, ci siamo stati sopra 10 minuti, un quarto d'ora. Questa è quella vera, questa è quella manipolata, però non è abbastanza. Senti Ale, dimmi una cosa, vuoi fare un accenno a Zaniolo, alla nazionale? Zaniolo. Ti interessa il giusto? No, poi prepara i soldi, perché noi abbiamo fatto una pubblicità al Tempo stamattina, Riccardo, cioè giustamente bisogna presentare la parcella poi. Ieri siete andati sul campo, Ale? Quello Fernando sotto la pioggia, sì. E sulla nazionale il passaggio che faccio è, ma voi vi ricordate a memoria, ci sto pensando, un romanista e un laziale che si fanno gli assist, si abbracciano, ma come si trovano? A me mi ha dato quasi fastidio come si trovano, una roba imbarazzante. Innaturale quasi, come immagine, è innaturale, no? Perché sono tanti anni che la Lazio non ha un attaccante italiano, certo, che faccia caterve di gol. E perché forse sono tanti anni che non c'è un talento così, così limpido come perché Zaniolo. Avessero, no, vissuto nella stessa epoca Totti e Giordano, state tranquillo, certo, che avresti visto le stesse scene. O Totti e Chinaglia. Giordano non lo faceva giocare, poi ma neanche veniva convocato Bruzzo. Figurati. Cioè, gli ultimi bomber della Lazio, se vogliamo, no, sono stati Klose e signori che poi non Crespo. Faceva.
C'è stato Casiraghi in nazionale, ma non mi pare che si sia incrociato con... No, no. Non mi pare che ci fossero grossi talenti della Roma a supporto dei Casiraghi. Ma io la cosa, l'azione, quello è il quarto gol, credo, no? Quello di Immobile, il lancio di Zaniolo è una roba... No, il terzo, perché... Il terzo. No, o il quarto. È il quarto, quando lui si gira a compasso col sinistro, senza guardare, uno look... E quella la curiosità, Ale? Beh, più che una curiosità, è una scena così... che mi ha un po' colpito, cioè il quarto. Anche bella, ti devo dire, cioè, quasi mi davo gli schiaffi da solo. No, non ti può piacere, non ti può piacere. Come fa? C'era pure Vieri nella nazionale, era da Lazio quando era da nazionale Vieri. Lui è stato, credo, sì. Vieri sia stato un anno alla Lazio. Quando perdono lo scudetto. 98-99 era nazionale. Sì, perché fa Sì. Sì, vabbè, parliamo proprio di una militanza. Ed era nazionale, però. Come sì, no, sì, ma Bobo Vieri era nazionale, ha fatto pure i mondiali. Ha giocato con Totti, Francia, però francamente 98, non, però, insomma, mi ricordo, ecco, intese Totti, Vieri. Ma poi un anno, poi ragazzi, Totti nel 2000 fa l'europeo. In Corea. Sì, ma non era attaccante della Lazio. In Corea era già all'Inter Bobo Vieri. Però ecco, ripeto, sì, hanno giocato insieme, non c'ho l'idea di quei due che non hanno mai giocato un minuto in una partita ufficiale insieme e riescano a trovarsi in quella maniera. Cioè sembrava che uno conoscesse i movimenti dell'altro, no? Ma quello è tutte situazioni preparate, ragazzi, non è che... certo. Ma anche giocatori si conoscono, magari si vedono, si guardano, lo sai che Immobile c'ha quei movimenti e Immobile sa che Zaniolo c'ha quei tagli, perché il primo gol di Zaniolo è proprio un assist di Immobile che lo serve nel fatto diagonale. Una pressione dei 25 metri, Zaniolo che ha tirato su tutta l'erba, sì. Cioè, incredibile, sì. Lui Aratra. Peraltro, scusami Ale, solo per completezza, perché poi giustamente ci segnalano, ci fanno che Vieri ha giocato un anno con la Lazio, stagione 98-99, e ha quasi sfiorato da centravanti della Lazio, appena toccato, diciamo, Francesco Totti quando entrambi giocavano quando con la Lazio. Quando usciva Vieri entrava Totti? No, nel senso si sono quasi sfiorati, nel senso da giocatori, uno della Roma e uno della Lazio. Hanno giocato pochissimo insieme in nazionale, perché ricorderete che in quel mondiale del 98 Totti non fu convocato. Nonostante si parlò tantissimo era del fatto che ci fu la sua esclusione, Biagio che sbagliò il rigore. E Bobo Vieri in quel mondiale segnò 5-6 gol, ma non c'era Francesco Totti, quindi alla fine da laziale uno e da romanista l'altro hanno giocato insieme pochissimo. Poco. Quindi il binomio di cui parlava Alessandro è correttissimo. Tanto insieme Totti e Nesta, che però ovviamente per i ruoli differenti, certo, non si potevano assist. Certo. Quindi no, veramente magari andando indietro poi qualcuno lo dimentica, ci sarà stato qualche momento di coppie in nazi, però mi ha colpito questo e magari la curiosità tattica. Anche Mancini si è convinto che Zanone è un attaccante, Ubaldo? È meno una mezzala, non lo so. No, poi ha giocato da mezzala a sinistra e mezzala a destra, nel secondo tempo. Anche il gol è da mezzala, il secondo. Però lui ha dichiarato, Mancini ha detto, l'ho fatto iniziare esterno largo perché sta giocando d'esterno largo, quindi l'ho voluto mettere a proprio agio inizialmente, però dopo ho voluto vederlo anche da mezzala, e da mezzala ti devi muovere in maniera diversa, come ricevere il pallone, come muoverti tra le linee, tra l'avversario, in maniera diversa. È un attaccante, cioè lui non è un attaccante, anche se parte da esterno, un po' il discorso che abbiamo fatto ieri, poi va a lavorare in maniera diversa quando si accentra. Però per trovare spazio in nazionale questo ruolo secondo me lo aiuta, cioè se noi pensiamo che Mancini ha costruito una nazionale che funziona con quel terzetto di centrocampo dinamico, tecnico, Jorginho, Barella e Berratti, che stavolta non c'era, se stanno bene giocano loro tre e non li toglie mai, in più c'è Sensi che ha caratteristiche più simili a questi tre. Zaniolo, se per diventare, e poi c'è pure Tonali che si è inserito molto bene. Tonali pure, è un giocatore importantissimo. Pellegrini, che Pellegrini può giocare tra questi tre, insomma, c'hai tante soluzioni. E davanti invece ha ruotato molto Mancini in questi anni di gestione. Diciamo che un punto fermo è Insigne, non si capisce chi sia il centravanti. A volte ci ha provato Bernardeschi, Chiesa ha giocato molto, ma non sempre. E Zaniolo, lavorando bene, potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista in quella posizione lì, per aggiungere anche un po' di fisicità,
perché è vero che l'Italia è bella, l'Italia di Mancini, perché gioca palla a terra, con questi scambi continui anche di posizione che si capiscono, tutto basato sulla tecnica eccetera, però poi magari quando vai a affrontare certe corazzate, sì, ma è un'opzione importante per Mancini, è un'opzione importante per la Roma, ti dà soluzione. Per esempio, per quanto riguarda la nazionale, ti fa capire, a differenza di altri giocatori, Zaniolo può partire da esterno, partire, non lavorare da esterno, perché non va alla ricerca della profondità difficilmente, sia nella Roma che nella nazionale, però non possono farlo gli altri. Bernardeschi da mezzala difficile che la può fare, Chiesa difficile che la può fare, certo. Orsolini è difficile che la può fare, Insigne è difficile che la può fare, lavorano in maniera diversa, però quello che ti può dare Zaniolo ti può completare e dare più soluzioni. Ale, Zaniolo l'anno scorso ha segnato totali 6 gol, 4 in campionato e 2 in Champions League con la doppietta che ricordiamo benissimo, sì, al Porto. Quest'anno ne ha già segnati 5 tra campionato ed Europa League e 2 in nazionale, quindi 7 già in stagione ne ha fatti. Può essere lui il famoso esterno, la famosa seconda punta che tante volte abbiamo detto, detto avrebbe bisogno Dzeko per poter rendere al massimo? Sì, però devono trovarsi ancora di più sul campo, perché diverse volte ho notato che Dzeko l'ha un po' rimproverato. Spesso Riccardo parla dell'intelligenza calcistica, no? Un conto è giocare a calcio, un conto è avere e giocare a pallone. E secondo me devono un po' affinare l'intesa. Però a tutto Zaniolo per diventare quello che dici tu, cioè una seconda bocca di fuoco, no? Per quanto ti dava fastidio ieri pensare che magari c'è più intesa con Immobile che con Dzeko? È una partita, è una partita. Peraltro i gol che fa ieri, l'intesa da Dzeko e Zaniolo c'è stata in alcune, ce la ricordiamo pure. Il secondo che fa ieri somiglia molto a quello che ha fatto con il Napoli, assolutamente più centrale. Allora, questo qui, però penso a Roma Porto, dove Dzeko difende un pallone bravissimo e lo dà a Zaniolo, che poi segna il secondo gol su un tapin, no, su un palo colpito da Dzeko. Quindi ci sarebbero tanti esempi di un'intesa che sì, ma poi ci fossero tutte le difese dell'Armenia contro le squadre che gioca la Roma con Dzeko e Zaniolo, vincerebbero la classifica. Ma per carità, però è un dato in un mese. Però è un dato oggettivo che questo ragazzo ha nemmeno un terzo del campionato abbia già segnato 3 gol. Lui è uno che potenzialmente ce l'ha 10 gol. Siccome si gol, diceva vediamo, aspettiamo, questo cresce. Il giocatore è cresciuto come rendimento. Sì. L'intesa deve migliorare, secondo me. D'accordo, sono d'accordissimo. Ale, senti, prima di passare allo stadio, ti volevo leggere Monci, 2 punti. A Roma tante critiche, la mia faccia era stravolta, ora sono cambiato. Vi ricordate quante volte abbiamo scherzato sulle facce? Io giuro che cominciai con Montella, non lavoravo in questa radio, che gli facevo l'imitazione di Edoardo De Filippo. Mucha pressione. La passata. Come ti stravolta? Come ti stravolge Roma, Ale? Vabbè, dai, dopo diciamo sempre la mucha pressione, no? Giusto? Mucha pressione. Lui l'ha sofferta tanto, perché non era proprio abituato, perché veniva da un ambiente dove lui metteva pressione in maniera diversa. Qua l'ha subita. Dici a Siviglia la metteva. Certo. Quella è la differenza, certo. Sono convinto che le cose che ha sbagliato non sono assolutamente per incompetenza, perché non può essere incompetente uno con la sua storia e la sua esperienza, ma proprio per mancanza di lucidità dovuta alla pressione, che poi rivista qualche mese dopo potremmo ancora ridiscutere degli errori, delle cose giuste, le cose sbagliate. Ne è passato come un Attila, ma forse così Attila non è stato, visto che abbiamo parlato fino adesso di Zaniolo. Chi ha comprato? Vabbè. Sì. Poi a poco interessa se come sono andati, perché tanti ne abbiamo sentite tante di quelle. Senti, invece parliamo, ti leggo prima un paio di cose e poi mi devi fare un racconto dettagliato, perché vorremmo rimproverarvi, ma il video del tempo che noi volevamo mandare con l'audio e tutto non si apre. Da PC non si apre, da telefono sì, non sappiamo perché, però gli altri siti girano, quindi ce lo spiegherai tu, Ale.
Ma volete che ve lo mando? No, ce l'abbiamo sul sui telefoni, si apre da... Volevamo mandarlo in onda. Se riesci a mandarcelo alla redazione in maniera che... Vabbè, ma tanto ce lo spiegherai tu. Noi avremmo sentito le parole sicuramente di... Ma sì, infatti. Ok. Se vi serve ve lo faccio mandare senza problemi. Allora, grazie. Da più di 20 anni M+ Supermercati è il punto di riferimento per la vostra spesa. Nel reparto pesce, carne, salumi e formaggi potrete trovare esperti che vi consigliano sui prodotti freschi e gustosi. Nei supermercati M+ trovate prodotti biologici, la linea verde e piatti pronti a prezzi bassi sempre. Andate su M+-supermercati e cercate il più vicino a voi, troverete qualità e risparmio. M+ dà di più. Vuoi cambiare colore? Vuoi cambiare il colore alla tua auto, ai tuoi cerchioni, alla tua moto? Vuoi personalizzare i tuoi furgoni e le tue vetture aziendali? Da Max Deep Skin ora è possibile e in sole 48 ore. Attraverso un'innovativa vernice spray che si amalgama come un adesivo indistruttibile, non rovinando il colore originale, e se un giorno decidi nuovamente di cambiare, il tutto viene rimosso come fosse un adesivo. Disponibili tutti i colori, dai più sgargianti e particolari a quelli opacizzati. Contattate subito Max Deep Skin al 342 30 35 085 o consultate la pagina chiedo scusa Facebook Max Deep Skin. Ale, sì, vi manderò un link YouTube. Ok, sì, bravo. Per quanti a Flavio lo mando a Flavio. Per eccoci. Quanti mesi, Ale, il rischio, l'ipotesi di rischio idrogeologico, bravissimo, non è un problema, diciamo così, rallentato, ha dato modo a non so quante persone di parlare, di fare conferenze, di spiegare perché. Il maestro stamattina diceva addirittura che con l'insediamento della sindaca 5 Stelle parlò del salvagente, scherzarono parlando del salvagente che sarebbe servito allo stadio. Insomma, che città è non ce lo raccontare, tanto per te sono tutte meglio l'altre, perciò come lo spieghiamo adesso alla gente? Allora, in realtà la verità è che poi la Roma dovrà costruire una serie di opere che vanno a risolvere un potenziale problema, perché comunque c'è la vicinanza del fiume. Il Fosso di Vallerano, esatto, ma come al solito, da un fatto vero, sopra un fatto vero si costruisce una serie, ci si costruiscono sopra una serie di menzogne. Tra l'altro, ieri vi ha telefonato un ascoltatore parlando proprio di... Sì, come no? Di questo, no, di questo problema. Mi sembrava anche uno documentato, cioè che il problema l'aveva un po' studiato. Ma la verità appunto è che il problema è stato affrontato e risolto, nel senso sono state previste obbligatoriamente delle misure preventive che andranno a migliorare una situazione che comunque ieri abbiamo documentato non è poi così drammatica, nel senso che, cioè, un po' ironico, un po' no, si è allagato di tutto a Roma e a Tor di Valle si girava tranquillamente, quindi non mi sembra che sia quello il nodo principale. Poi, per carità, se ci sono dei rischi è assolutamente corretto andare a prevenire, andare a costruire qualcosa di ancora più sicuro. Ale, ma sarà. Siccome sì, grazie a te siamo in grado di far ascoltare l'audio, lo vogliamo mandare, mandiamo, e poi lo commentiamo? Mandiamo, tanto sono pochi minuti. Chiaramente le immagini sarebbero di supporto, perché però credo che anche l'audio sia sufficiente, no? Vogliamo sentire? Sì, a un certo punto mandate avanti. Siamo arrivati a Tor di Valle. Nei giorni in cui a Roma si chiudono le fermate della metropolitana, gli alberi crollano. Queste sono chiaramente tutte le immagini proprio di repertorio di quello che sta accadendo sotto le metropolitane, la pioggia. Andiamo un pochino avanti. Agevoliamo. È asciutta. Non ci sono allagamenti, il rischio idrogeologico possiamo dire che è sostanzialmente inesistente, quantomeno all'interno dell'area dell'ippodromo. Quella dove ci troviamo in questo momento è esattamente, se allarghi si vede bene,
è esattamente il sedime della pista. Qui ci correvano i cavalli e qui peraltro dovrebbe essere costruito lo stadio vero e proprio, e qui dovrebbe esserci il terreno di gioco. Il Tevere è qui, a 20 metri da noi, siamo su uno degli argini, è un argine particolarmente elevato e non c'è assolutamente nessuna traccia di esondazioni, di acqua, di acquitrini. Le immagini documentano un Tevere gonfio, ma almeno 10 metri al di sotto del rischio esondazione. Nel progetto stadio sono inseriti degli interventi per ridurre il rischio idrogeologico. Le idrovore, opere obbligatorie, devono garantire che il terreno costruito assorba l'acqua piovana come oggi. La messa in sicurezza dei fossi del Vallerano e dell'Acqua Cetosa, opere pubbliche attese da decenni e fuori dal perimetro dello stadio, dovranno essere completate prima dell'apertura dell'impianto. Quanti parlano di rischio esondazione del Tevere probabilmente non hanno mai visto Tor di Valle. Chi? Sbo! Ale! Grande Fernando. Ci si poteva mettere uno sbo finale, dici? Ci stava, dai. Sbo! Però fa ridere, Cioè, mi fa ridere, poi a Roma siamo fantastici nel, veramente, nell'ironizzare su tutto. Cioè, quanti in questi giorni, scherzando, no, si sono inventati battute di ogni tipo, si è allagato qualsiasi cosa, tranne che... Beh, ieri mattina io non so se è nata esattamente da qui, ma io la prima volta, a me era venuto in mente la mattina, poi preso da tante altre cose mi era venuto il pensiero, ma quello che ci ha chiamato ieri, che ci ha mandato la nota vocale, io magari qualcuno l'aveva già fatto, non lo so sinceramente. Ma ci ha fatto sentire male dalle risate, oddio, dalle risate, ci sono problemi in tutta Italia, per cui... sì, perché, però dai, questa cosa fa purtroppo fa sorridere. Sì, fa sorridere perché siamo capaci di sdrammatizzare su tutto, poi però è chiaro che in realtà il problema è di... cioè, ma di questo video poi, no, al di là della tipo, a parte un po' l'emozione di vedere dov'è, che sarà il campo di gioco della Roma, no? Perché tutta sta vicenda ci dimentichiamo che sarà la nuova casa della Roma, dove giocherà il pubblico, eccetera. Quindi sempre un po' di quel tipo di emozione c'è. E anche vedere insieme collegate Ale, tutte stesse. Sì. Una volta supponiamo, perché adesso supponiamo, questa che sta per essere completata è la... La convenzione urbanistica. Convenzione urbanistica, dove veramente sembrerebbe che manca davvero poco, poi però ci saranno altre carte da firmare. Io credo proprio quello per dire: ok, dai, su, partite, mancheranno ancora dei mesi, giusto? Sì. Oh. Dopodiché si aprirà un altro mondo, quello dei bandi, degli appalti. A chi si... cioè, questa è una città e un paese che deve stare attento a tutto quello che fa. Direi non è che si allunga la permanenza di qua, amico. Annetto e mezzo, dici? Solo? Secondo me ancora un annetto paro ci vorrà per dire ok, d'accordo, non vi potevo più rompere le scatole, avete portato tutto, avete dimostrato tutto. Un annetto e mezzo, dici? Sarebbe partito poi lo stadio? E i controlli dei lavori, le cose. Quindi non basta neanche il contratto fino al 2021? Io non lo so. Secondo te chi si stanca prima, lui o il presidente? Ah, questa è bella, questa è bene. Bella. Me lo risponde dopo? Eh sì, perché ci devo un po' pensare. Ah, tra è poco. Bella ma difficile. Questa mi hai messo proprio in crisi. Città. Aran Cucine ti regala l'eccellenza tecnologica Samsung. Acquista la tua nuova cucina Aran completa di 4 elettrodomestici Samsung e con un solo euro in più potrai avere inclusi nel prezzo a scelta un televisore da 55 pollici Ultra HD, una lavabiancheria o un'asciugatrice. Ma non è tutto! La cucina Aran la ottieni senza anticipo e in 40 mesi a tasso zero vero, senza spese e interessi. Cosa trovi di meglio? L'offerta è valida negli Aran Cucine Store di Roma, Lunghezza, Ostia e Pomezia. Scoprila su www.promoaranroma.it.
Avviso importante per progettisti, tecnici, imprese, artigiani e per tutti coloro che lavorano nel mondo dell'edilizia. Prefedil presenta i sistemi costruttivi a secco per realizzare pareti e divisori con caratteristiche di isolamento termoacustico e di resistenza al fuoco ed elementi costruttivi per muri e per realizzare strutture portanti antisismiche con isolamento in classe A. Numerose soluzioni tecniche e corsi di formazione. Prefedil, sala espositiva in via Prenestina 956, uscita 16 del GRA, direzione Roma Centro. Info su prefedil.it. Ciao, sono Ascanio Pacelli. Ti faccio una domanda. Sei stanco di passare i weekend buttato sul divano e soprattutto non sapere come placare i tuoi figli che giustamente vogliono giocare? Magari trovando uno sport da poter condividere con loro. Ti aspetto a Terre dei Consoli, uscita a Monterosi della Cassia Bis, a soli 20 minuti da Roma. Avrai la possibilità di scoprire il golf, la sua accessibilità e se sei un grande appassionato di calcio, no problem. Abbiamo anche il foot golf. La nuova clubhouse ti aspetta con il ristorante, la playroom per i bambini, sala fitness, area mam e tanto altro. Per informazioni terredeconsoli.it oppure chiamalo 0761 699 888. Ti aspetto. Showroom del materasso raddoppia e oggi oltre che nella storica sede all'Infernetto ti aspetta anche in via Baldo degli Ubaldi 244. Siamo il punto di riferimento a Roma di Dorelan, Bultex e Depeda e inoltre produciamo materassi e letti su misura di qualità a prezzi di fabbrica con fantastiche offerte per gli ascoltatori. Showroom del materasso all'Infernetto in viale di Castel Porziano e ora anche in via Baldo degli Ubaldi 244. Info allo 06 50 98 094 o su showroom del materasso.com. A dicembre non perdere il più bel film di Natale. Natale a New York. No. Natale a Londra. No. Natale a Cinecittà World. Natale a Cinecittà World. Quest'anno a Natale vieni a Cinecittà World. Fino al 6 gennaio spettacoli e attrazioni al coperto. E a Capodanno la più grande festa di Roma. 40 attrazioni, 6 spettacoli, 4 cenoni, 6 discoteche, concerti dal vivo e fuochi d'artificio. Info e biglietti su cinecittaworld.it. Mambo Salentino. We Dental Care, la tua clinica dentistica nel cuore di Roma, in un ambiente che sa di casa. Implantologia tradizionale e a carico immediato. Estetica dentale, ortodonzia, conservativa, pedodonzia. Se cerchi l'eccellenza, da noi scoprirai i migliori trattamenti indolore per il sorriso di tutta la famiglia. Prenota un check-up completo all'856 1006 o su wedentalcare.it. Noi ci prenderemo cura di te. Linea Gaggioli vi aspetta domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 19.30 per visitare la nuova mostra delle cucine Snaidero, ricchissima di nuovi modelli. E sempre da Linea Gaggioli continuano gli sconti eccezionali di Mo a Casa. Approfittane! Linea Gaggioli, in via Prenestina 1520, www.lineagaggioli.it. Scopri Renault Twingo Generation TCE 90 GPL. A novembre in pronta consegna da 9.250 euro in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento, anziché da 10.850 euro senza finanziamento. Dan 5.49, tag 8 e 15, salvo approvazione fin Renault. Info in sede, anche domenica. Ti aspettiamo da AutoEquip in via Sillicella 1, via Tuscolana 368, via Laurentina 786. AutoEquip-roma.it. Vuoi un'idea semplice ma originale e di classe per i tuoi regali di Natale? L'Artigianino, un vasto assortimento di splendide creazioni artigianali in pelle di qualità ed eleganza. Borse, cinture, portafogli, accessori, tanti articoli alla moda, rigorosamente made in Italy e disponibili in vari colori, tutti originali e inimitabili anche nei prezzi. L'Artigianino, la passione e l'amore per il lavoro artigianale anche a Natale. In via Pianuova 133, metro Re di Roma. Per conoscere gli altri punti vendita visita il sito artigianino.com. Claudia, ma pure stasera vai a cena da Rigatoni. E ti credo Marco, ma dove la trovo un altro posto a Roma con fritti artigianali, pasta fatta in casa, la pinza romana lievitata 120 ore, carni danesi e argentine e tutta una cosa più buona dell'altra. Pensa che hanno un menù a parte solo per i dolci. Rigatoni non si batte. Non ci credi? Vai a trovare e poi mi dici. Rigatoni è in via Publio Valerio 17, telefono 06 60 66 28 33, www.ristoranterigatoni.it. 06 88 52 91 82. Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo chiamalo 06 06 88 88 52 52 91 82 91 82. Torniamo in diretta, Ale. È dura, ho pensato, ma è dura. Te la potrei ribaltare con una domanda, però non sarei corretto.
Mi rispondi con una domanda? Non lo so, è dura perché è difficile prevederlo. No, c'è una considerazione, ma siamo sicuri che non bisogna farla al futuro sta domanda, ma al passato? Chi si è stancato prima? Ah, ok, sì sì, c'è, allora poteva essere chi si è stancato prima e chi lascerà prima. Totalmente imprevedibile, totalmente, cioè non mi posso sbilanciare perché non parliamo di cose che non sono successe. Non supponiamo che Pallotta vendesse, no? Lascerebbe definitivamente o rimarrebbe perché? Pure lì, bisogna capire. Allora, Pallotta non ha messo in vendita la Roma ufficialmente, le ha dato un prezzo ufficioso che non è stato messo nero su bianco da quanto ne so, e tra l'altro va capito, ma questo prezzo a cosa si riferisce? Alla Roma più lo stadio? Quale parte di stadio? Perché poi lo stadio è composto di più cose. Tra l'altro il solo stadio al momento, il progetto, ha un valore di €1 miliardo. Pallotta ha parlato di Roma che vale $1 miliardo, ci ha parlato, off the record, di €1 miliardo o di euro. E di che parliamo? Solo proprio dello stadio, non degli uffici, tutto quello che ci sarà attorno? Parla solo della S Roma? Che tramite i ricavi che avrà, perché poi la proprietà dello stadio è stata legata per 30 anni, sarà legata per 30 anni proprio nella convenzione urbanistica alla proprietà della Roma, quindi tu non ti puoi vendere lo stadio e farlo usare a qualcun altro, deve essere usato dalla S Roma. Insomma, è un po' particolare. E che cosa vuole fare? Adesso sappiamo che ci sono, sicuramente c'è un gruppo che sta facendo la due diligence sui conti, e c'è un interesse generale nei mercati finanziari sulla Roma. Che cosa vogliono fare questi texani di Fedkin, per esempio? Vogliono diventare soci di minoranza o vogliono comprare il pacchetto di controllo della S Roma? In quel caso Pallotta che fa? Cioè, possiamo farci solo delle domande, non possiamo dare delle risposte, perché veramente non possiamo sapere a che punto sono i processi e quali sono le reali intenzioni. Di sicuro Pallotta, se non si dovesse costruire lo stadio, per me a quel punto si stancherebbe, perché non vedrebbe più un senso, cioè non ci sarebbe più un senso per continuare a far crescere la Roma senza stadio. Quindi per il 2020 sarà veramente un anno importante per quanto riguarda come hai detto l'amico, quell'amico l'hai definito? Sì. E che penso insomma tutti riferisca a Mauro Baldissoni, no? Sì, è un modo di dire a Roma quando dice: oh, ma che fine ha fatto qua amico? È un modo di dire, okay. Insomma, al contratto fino al 2021, nei giorni scorsi parlavamo della possibilità di che potesse lasciare. Di sicuro ad oggi la fotografia della Roma lo vede fuori dalla gestione societaria e invece completamente al comando di quella che riguarda lo stadio, completamente coinvolto nella questione stadio alla quale si sta dedicando. E siccome tu giustamente ricordi che non è finita qua, pure se firmasse la convenzione urbanistica tra una settimana, i lavori per lo stadio non inizierebbero prima di un anno, credo, tra una cosa e un'altra. E quindi siccome lui è colui che si deve occupare di questo progetto per conto della Roma, secondo me in un paese come questo, in una città purtroppo come questa, comincerebbe la parte più difficile. E allora ti dico, no? Supponiamo che quell'amico va via. In tutto quello che è successo in questi anni, a parte i ritardi, ma a parte poi quello che è successo tra intercettazioni, qui c'è un signore che almeno fino adesso, perché poi la mano sul fuoco non si può mettere su nessuno, non è mai entrato. Sono uscito indenne da tutte quante le tempeste. Che poi ci dovesse essere qualche altra cosa, io questo non lo so sinceramente. Alcune anche costruite da tanto. E a chi la fai fare quella roba lì? Ah, tutti sono importanti e nessuno è indispensabile in questo mondo, però insomma sarebbe difficile per chiunque riprendere le fila di una roba del genere, di una matassa così complicata, solo da capire, pensa per agire poi quanto devi essere padrone della materia. Per cui sì, ci sta che si possa prolungare la sua esperienza nella Roma, ma tanto, cioè, in realtà è come se ne fosse già andato per certi versi, no? Cioè, noi parlavamo di un'altra, io non parlavo della
dell'incarico di Mauro Baldissoni nella Roma, parlavo della, della sua uscita dalle, dalla gestione societaria, nel senso che ora ci sono altri dirigenti al suo posto, che c'è un amministratore delegato, c'è un direttore sportivo che non credo sia stato scelto per esempio da Baldissoni, c'è un direttore operativo molto molto importante, calvo, insomma altre figure che si stanno occupando della gestione della Roma, che non sono peggiori, migliori, sono diverse. Oh, sono... Tu però nell'articolo l'altro giorno hai fatto la differenza tra la Roma molto più concreta di adesso, che forse meno tesa, no, a quel progetto di internazionalizzazione. Questa Roma più concreta vincerà qualche partita in più e avrà meno credibilità? No, perché che abbia meno credibilità, io, cioè in fondo a me non sembra che sia cambiata la mission, eh? Cioè mi sembra che poi passando da... Io infatti parlo al futuro. Tu parli al futuro. Oh, avrà. Io non... Vabbè, ma io baratterei, come penso qualsiasi tifoso della Roma, la credibilità con le vittorie. Sì. Cioè comunque si ha, nel senso, cioè non è che vorrei che la Roma diventasse una società ridicola, no? Questo no, ma... Io ho parlato di vincere a qualche partita di più, non vincere a qualche trofeo, eh? Perché se vince qualche trofeo, vince il campionato, non, se vince come fare un essere credibile? Se vinci qualche partita in più, però c'è la possibilità di vincere qualche cosa, di avvicinarti a un trofeo. Appunto. Quello è sicuro. Però l'equazione tra bravura dei dirigenti e risultati non la puoi fare. Non la puoi fare perché dipende da troppi fattori. Ma come si fa a mettere in discussione, per esempio, la bravura di Walter Sabatini? Io penso non si possa mettere in discussione, no? La sua competenza, quant'anima ci ha messo nella Roma, ha vissuto per la Roma, per certi versi continua quasi a farlo, no? A volte, cioè, parla come se fosse ancora qui a Roma, e... però non ha vinto trofei. E che vuol dire che non è stato bravo? Che non è... cioè, per la Roma vincere non è semplice in Italia, perché significa dover scavalcare una superpotenza che tu puoi provare a combattere con le tue armi, ma arrivi fino a un certo punto. Quindi ripeto, cioè, per me avere dei bravi dirigenti non è garanzia di vittorie, ma è garanzia di serietà di un progetto, che io comunque continuo a vedere nella Roma. Però siamo arrivati a un punto, secondo me la Roma è arrivata a un punto che senza la possibilità di costruire questo stadio difficilmente potrà provare a crescere più di tanto, perché nel frattempo poi la concorrenza si è attrezzata. E la Roma è stata la seconda forza insieme al Napoli, alternandosi insieme al Napoli per sei anni di questo campionato, sei anni senza che insomma ci fosse la possibilità, cinque anni senza che questo fosse assolutamente dovuto. Ora c'è chi si è inventato determinate cose e quindi ti prova a superare, al momento ti ha superato dal punto di vista della classifica dei punti, non ancora forse dell'organizzazione societaria. Tu devi rilanciare in qualche modo, e l'arma che c'hai è quella, perché quindi o un cambio di proprietà come svolta, perché magari arriva qualcuno che si inventa pure lui altre cose, perché tanto pure se arriva il più ricco di tutti, il fair play finanziario esiste sempre e parte sempre da quei ricavi della Roma, però magari arriva uno che dice io voglio mettere il mio nome sulla maglietta e do 200 milioni all'anno alla Roma, speriamo. Sì, certo. Nonostante sarebbe un chiaro aggiramento delle norme, però se lo consente la UEFA, cioè o quello o lo sta, cioè io non vedo... Senti Ale, mi aspetti un attimo per favore? Certo. Michele, buongiorno! Buongiorno! Parliamo sicuramente con un amico della radio, in quanto parliamo con Michele della Global Service, nel mio caso parlo anche con un mio amico, per cui dovrò stare molto attento a non confondere le due cose. Senti Michele, parliamo della Global Service Ambiente. Io personalmente la conosco ormai da tantissimi anni, i romani probabilmente ancora di più. Parliamo dell'affidabilità, della competenza, dell'amore e voglio dire dei riconoscimenti, delle certificazioni, nel senso molto spesso sentiamo parlare di manutenzione del verde, autospurgo, che poi sono tutti argomenti molto delicati, la gestione dei rifiuti, ma le certificazioni poi ce l'abbiamo?
Qui ce l'abbiamo, Michele. Certo, qui ce l'abbiamo perché anche perché comunque si fanno le cose seriamente nel rispetto delle leggi che adesso Riccardo, sai che quasi quasi fare le cose rispettando le norme, le leggi, rispettando l'ambiente. Diciamo, pensa, quello rispetta pure le leggi. Hai capito? Se fosse una cosa, porca miseria, guarda, è una cosa che a me mi manda al manicomio, mi devi credere. E quindi invece Global Service Ambiente sta tutto nel rispetto di tutto, proprio, ma veramente lo dico. Quando ci si mette in mano la Global Service Ambiente si è sicuri che le attività che vengono svolte presso la propria... La propria casa nel senso di, proprio in senso generale, no? Cioè, la propria casa nel senso di casa, di condominio, di villa, di ufficio, di azienda lavorativa, e le cose vengono fatte come veramente vanno realizzate. Le attività di manutenzione del verde, le attività di autospurgo, le attività di gestione dei rifiuti, tutte quelle attività con le quali noi abbiamo a che fare quotidianamente e che ci aiutano a vivere una vita anche più serena, più bella, insomma, no? Quando tu hai un giardino ben tenuto, ben curato, quando tu hai le condotte fognarie che ringraziando Dio funzionano bene, non sei preoccupato da queste bombe d'acqua che ti arrivano all'improvviso e che tu non sai mai come contenere, quando hai la certezza che anche se viene giù il diluvio universale non ti crolli un albero, perché comunque li mettiamo in sicurezza, perché si fanno delle attività corrette di prevenzione, e sai, sono tutte quelle cose che insomma alla fine... Un'altra cosa, Michele, io anche un pochino come ha detto i lavori, insomma, io direi a tutti gli esercenti, a tutti quelli che hanno le commercianti che hanno la ristorazione, voi non potete capire l'importanza di avere a fianco un'azienda come la Global Service, che oltre a tutto questo l'autospurgo, la gestione dei rifiuti, guardate, sono cose tutte importanti e non è un mestiere che voi vi inventate, ci vogliono persone che lo fanno con competenza, ma soprattutto che poi finito il lavoro vi rilasciano delle certificazioni. Veramente ha ragione Michele quando dice come se fossimo mosche bianche, no? Una cosa che invece dovrebbe essere assolutamente normale. Senti, una cosa, il numero verde, Michele. Allora, io ricordo sempre che quando si fanno le nostre attività bisogna fare sempre preventivi su misura. E quindi si parte chiamando il numero verde, che è un numero di telefono gratuito, che è l'800-998-784, lo ripeto, 800-998-784. Dopodiché c'è il nostro sopralluogo, ovviamente gratuito, e il preventivo per i lavori che si fanno sempre anche quello gratuito. Dopodiché poi ci scambiamo due parole, ci offrite un caffè e a quel punto se sono cose che arriveranno, non li fa, cioè, assolutamente che si procede, però la cura, io ci tengo sempre a questa cosa, la forza della Global Service Ambiente, la mia forza è sempre stata quella della cura del cliente, la cura maniacale, assolutamente, io questo lo posso confermare. Michele, siccome il collegamento sta cominciando a diventare così ti sto perdendo, io ricordo il numero verde 800-998-784, loro hanno anche una pagina Facebook GS Ambiente, soprattutto il loro sito www.gsambiente.it. Michele, mi saluti la principala? Ma come no, figurati, tu fai altrettanto però. Ciao, grazie. Buona giornata a tutti. Teleradio Stereo 92.7. Non ho scritto, non ho mangiato, non ho telefonato, non ho litigato, non ho urlato, non ho guardato le spalle di una donna senza sapere di essere il direttore sportivo della Roma. Poi ragazzi, la magia e l'eleganza sta nelle spalle di una donna, perché uno generalmente tende, una volta che una donna è di spalle, sozzoni tipo voi romani, cose così, probabilmente non sarebbero le spalle. Voi romani, sì. Solamente un esteta, un poeta, un uomo elegante come Sabatini poteva tirare fuori una massima così, no Ale? Vabbè, sì, c'è tutta la sua poesia. Però mentre c'era Sabatini a Roma si pensava più a questi aspetti, magari, e meno a concentrarsi sulle magie che sta, la poesia che faceva con certi colpi, la poesia calcistica.
pure lui sbagliando qualcosina ogni tanto, tralasciando qualche aspetto, lui che diceva che le squadre si facevano dal numero 4 in poi, no? 1, 2, 3 non gli interessavano, portieri, terzini, insomma, nel calcio di oggi non è proprio così, però purtroppo neanche con questo personaggio qui si è riusciti a, così bravo, così competente, così geniale, si è riusciti a portare a casa un trofeo, è una grande ingiustizia. Se si pensa a chi negli anni invece qualcosina magari è riuscita a incamerare. Il calcio, come disse Falcao, non è una questione di giustizia, no? Sì, è grande frase quella. Sì. Se ci fosse una giustizia, questa Roma qui non può non vincere. Ma perché ha fatto le cose seriamente, le continua a fare seriamente. Le continua a fare seriamente, e continua a stare spesso dalla parte giusta. E questo non vuol dire non sbagliare, ripeto, però ecco, ci sarà prima o poi una giustizia, un pizzico di giustizia, è qualcosina della media. Delle volte l'errore dei dirigenti, anche se sono bravi e preparati, parlo in generale, è un po', l'abbiamo anche sottolineato alcune volte sulla gestione della Roma, è che riescono a fare una squadra forte, competitiva, di talenti, di giocatori anche che hanno vissuto esperienze importanti. Però dopo, una volta che inizia un campionato, ci sono situazioni che vanno gestite con la pressione che devi stare addosso al giocatore, e lì un po' si perdono, lasciano un po' andare queste situazioni, invece sul giocatore bisogna sempre stare lì addosso, e te lo dico per esperienza. Beh, no, il concetto che tu ripeti spesso questo, Baldo, no? Perché poi soprattutto in piazze come Roma, magari anche Napoli, no? Ma la stessa Inter, secondo me, non è abituata ad avere un ambiente che ti spinge a vincere. Cioè, anche l'Inter vince nella sua storia, almeno recente, non parlo di quella magari più antica, ha vinto molto molto meno di quanto poteva, no? In certi momenti. Quanto ha speso, pensiamo a Moratti, per arrivare a vincere, no? Hanno dovuto mandare la Juve in Serie B per aprire un piccolo ciclo loro, piccolo. Fallo fare Roma, il ciclo del genere. non parliamo più per 100 anni dalla gioia, però comunque hanno vinto meno di quanto potevano. E a Roma è facile, a Napoli, nell'Inter, a volte rilassarti, cioè sei talmente poco abituato alle cose che vanno bene che ti si crea proprio quel momento lì che dici tu, in cui invece magari c'è bisogno di spingere ancora. Però poi la differenza la fanno tante altre cose insieme a questa, secondo me. Cioè, non c'è niente da fare quando c'hai la possibilità di spendere più del doppio degli altri. Sì, ma anche le altre squadre, una volta che spendono, non è che si fermano. Dico, adesso ho speso, ho preso il giocatore forte e di conseguenza arriva il risultato. No. Quali altre squadre? Eh? Quali altre squadre? Un'altra squadra. Un'altra squadra, giustamente. Ma perché non puoi usare lo stesso metodo? Certo, quello lo puoi usare. Ma perché c'era il presidente? Mo parlo del presidente, perché c'era il presidente, la figura del presidente una volta aveva la sua importanza. Dino Viola, il presidente ogni giorno stava lì e ti rompeva le scatole, nonostante i risultati, ti rompeva le scatole. Era molto presente, era un altro modo di fare calcio. Era un altro tempo, altri tempi, i presidenti si presentavano in maniera diversa. Oggi non è così. Ok, ci sono dei dirigenti preparati e la presenza diventa fondamentale. Non solo fare una questione di mercato, ma presenza, proprio farsi sentire. E forse Petraghi in questo senso avrà difficoltà nel comunicare in una certa maniera, però dentro all'interno si fa sentire. Per lo meno. E quello un po' mancava. Quello che so. Quello un po' mancava. Sì, è presente a tutti gli allenamenti praticamente. Sabatini pure li vedeva tutti. Però dalla sua. C'è un'altra gentilezza, cioè, capito, un'altra delicatezza, un altro modo. È diverso. Questo è uno che si rimbocca le maniche e si sporca le mani, come diciamo. No? Sì. Poi devi anche essere una figura riconosciuta. Però, io penso che voi Dino Viola, cioè, gli riconoscevate un'autorità. Accidenti, come no? Io questo per esempio non lo so. A Sabatini veniva riconosciuta un'autorità all'interno dello spogliatoio, penso più negli ultimi anni che nei primi, per esempio.
su Pedraghi proprio non lo so, non lo so. E quindi conta pure quello, eh? Conta chi sei, qual è la tua reputazione. Sì, ma anche la tua filosofia, perché per esempio Sabatini, essendo un tipo così sentimentale, magari non era quello che entrava negli spogliatoi e spaccava lo spogliatoio, anche se poi non è stato tenero quando sulla sconfitta, ti ricordi che poi era un po' la tua teoria del fatto che non si conosceva la differenza tra vincere o perdere, no? Sì, bene, era... era una teoria che disse, pensa, Andrea Soli. Non la disse Sabatini? Parte da molto lontano. La disse anche Sabatini? Anche Sabatini la dissero tutti e due. Non mi ricordo chi prima. Secondo me prima Andrea Soli, pensa. Il dolore della sconfitta. Qui non si prova il dolore della sconfitta. Perché io me la ricordo da Sabatini questa frase? Che beh, poi detta da Sabatini all'altro. Sì, valore. Probabilmente sì. Ogni tanto la rimandi, ce l'hai registrata quella di Sabatini. Vero? Il dolore della sconfitta, però, Matteo. Sì. C'è da qualche momento. Però, però dai, se si vince qualche partita in più, oh ragazzi, ha ragione Ubaldo, se vinci qualche partita in più ci può capitare qualche trofeo in mezzo. Certo. Noi tifosi questo dobbiamo fare, no? Questo dobbiamo sperare, non ci mancherebbe. Tanto la Roma... ora è una parola che piace poco ai tifosi, è un'azienda, cioè ormai è azienda, eh? Cioè l'azienda è stata costruita, quella va avanti, non è che si ferma, perché magari cambiano dei dirigenti, anzi, ma poi sono, ripeto, dirigenti. Tu sei sicuro di questo, Ale? Può cambiare un po' la filosofia, ma l'azienda va avanti. No. Vabbè, ma se cambia la filosofia bisogna vedere come va avanti l'azienda, però. Non c'è dubbio, però cioè, intanto il motore non è che se io, il maestro Righetti e Jacopo andiamo via da sta radio, a radio va avanti comunque, a radio è forte, cioè, il radio stereo è un marchio importantissimo, qualche cosa la mattina cambia, però. Ma se Armani la comprano i cinesi, non è la stessa cosa, fidati. No, sempre secondo me, diciamo, secondo me, secondo me. Oddio, poi vabbè, ho più difficoltà magari a fare questo paragone. Ho avuto l'impressione in questi anni, magari l'impressione sbagliata, specialmente anche quando c'era Sabatini, che la Roma fosse amata dalla propria dirigenza, che non gli impediva di commettere purtroppo errori, ci mancherebbe, ma che la Roma fosse amata. Questo per me era era confortante. Che poi l'azienda va avanti, ci mancherebbe, la Roma va avanti. Io ho avuto per qualche anno la percezione che davvero stesse per accadere qualcosa di importante, il famoso salto di qualità, che mancasse davvero poco. Poi purtroppo i risultati, quante volte abbiamo detto la squadra non è stata a livello del club, no? L'abbiamo detto tantissime volte. La domanda che facevo perché io, se io ripeto la formazione che è stata eliminata dalla Spezia, dallo Spezia, sì. Mi viene da piangere. Come faccio a non dire che il club era più forte della squadra? Eppure la squadra doveva essere assolutamente più forte del club, no? C'è stato un momento in cui ho pensato che mancasse davvero poco, che non sarebbe stato facile assolutamente, ma che la strada, che il percorso fosse giusto, capito? Sì, e speriamo che continui. Sì, questo dico. No, è la speranza che c'entra, è chiaro che ce l'avevamo tutti, Ale. La speranza, la e sensazione poi, sempre 8 milioni ha pagato 9. Beh, c'è anche il bonus su quello, osai, no? No, ma se per questo io mi ero sul tuo consiglio, vediamo se ti ricordi, se la tua memoria funziona ancora. Tu mi dicesti: guarda, Ricca, stai attento perché c'è qualcuno che ironizza sul fatto che a te non sarebbe simpatico Pedraghi perché magari non ti risponde al telefono. Come fa a rispondermi Pedraghi al telefono che non ho mai chiamato? Prima cosa, ti ricordi che io mi fermai perché avevo cominciato sempre da Torino viene, però te lo ricordi? Sì, mi consigliasti e io dico: oh, per bene da Roma, ma che stiamo scherzando? Ma ci mancherebbe. Io dico che vinceremo qualche partita in più, che va benissimo, ci mancherebbe. No, ma chiaro, ma non è triste sta cosa, però ripeto, avete pure quella di Falcao. Il calcio non è una questione di giustizia, quindi non è direttamente proporzionale magari l'amore che tu sottolinei che c'è stato, è vero, di determinati dirigenti per la Roma, che
da capire se sarà replicato o no. Al momento dobbiamo sospendere il giudizio. Io credo che la Roma in questo momento abbia degli ottimi manager. E amore, un'altra cosa, cioè se io sono un bravo manager, per esempio, ma il mio intento, per carità, la crescita poi è ambizione giusta e sana di tutti, e a Naffa Olimpiadi a Torino fra quanti anni? 26, vabbè. Ipotesi, capito? Cioè, no, sta a Roma. Un po' come quando dei giocatori, no? Giocatori forti che però dice sì, il mio sogno è il Barcellona, tu ci rimani un po' male perché speri sempre. Poi te ne fai una ragione. E io ho sempre pensato che se la dirigesse qualcuno con amore, la dirigesse per il bene della Roma, non per il proprio bene o per la propria ambizione. Mi sono spiegato male? Sì. No, ti sei spiegato benissimo. È un po' triste? È un po'? È un po' triste? Molto. E ma quindi? Ma è molto triste tutto, cioè è molto triste, ripeto, che non ci sia correlazione tra i meriti e i risultati, tra l'impegno, la competenza, l'intelligenza, l'onestà. Non è una questione di giustizia, cioè è sempre là attorno alla frase del fantastico Falcao, che anche lì ha riassunto perfettamente il senso di quello che io penso che sia replicabile nel calcio, ma non solo in questi anni qui, ma negli ultimi 40-50 anni probabilmente. Ma la Roma è la squadra che, se sommiamo i punti, ha fatto il calcolo Jacopo, col calcolo maniacale, ha fatto più punti di Milan. Sì. Più punti del Milan dal 1980, cioè più punti del Milan. Cioè, capite che significa? E pochissimi di meno e 26-27 di meno dell'Inter. Alessandro, se tu dicessi, non io, se tu lo dicessi, che in questi anni restare per 4-5 anni insieme al Napoli a tentare poi di contrastare la Juve che guadagna più di te, che è più forte di te, è un piccolo capolavoro, se tu dicessi questo, che te scriverebbero oggi? Sopprimete Austini. Sopprimetelo. Che poi, vabbè, lo sai qual è la cosa stupenda? Prima era lui, poi Baldissoni, poi sarà qualcun altro. Ma basta. sarà sempre un complotto. Un complotto che ci favorisce, ricordati. Sì. Sì. Sì, prima era lui. Alla Roma chi ci pensa? Alla Roma chi ci pensa? Mi pare che noi ci pensiamo, Baldo. Diamo anche dei consigli, delle soluzioni. Io, tra l'altro, vedrei di molto di buon occhio l'inserimento della tua figura all'interno del... Ciao Ale, grazie. Ciao Ale, ciao. Buon lavoro. Buon lavoro, grazie. Presto, eh. Saluta Fernando, ciao, e ringrazialo. Ale. Perché a Roma al settimo posto che perde 7-1 con la Fiorentina vincono i Mestieranti, giustamente. Io poi almeno dico... noi possiamo divare per la Roma, ricca. Ah, certo. Il tempo che Robetta. Doppio sbo. Ciao. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao. Cerchi un viaggio o una vacanza? Da oggi affidati solo all'affidabilità e competenza di Maestro Turismo. Questa settimana Maestro Turismo ti offre la scintillante ed esotica Dubai, 5 giorni e 4 notti tra grattacieli, centri commerciali e spiagge a soli 799 euro. Sono inclusi voli da Roma, hotel 4 stelle, tasse aeroportuali, trasferimenti, visite ed escursioni, assicurazione medico bagaglio e senza costi accessori. È un'offerta esclusiva per gli ascoltatori della radio. Info e prenotazione allo 06 45 49 92 92 o su maestroturismo.it. I fabbricanti d'oro, gioielleria, orifeceria, argenteria a prezzi
eccezionali, perché le merci arrivano direttamente dalle fabbriche proprietà dei soci e saltano così passaggi intermedi come grossisti e rappresentanti. I clienti finali potranno acquistare oro e gioielli dal 30 al 50%. I fabbricanti d'oro li trovate in via Pinerolo 37, Piazza Re di Roma, in via Prenestina 111-113, in via Palombarese 100, la zona è Fonte Nuova, numero verde 800-68-15-10, i fabbricanti d'oro.net. Noi andiamo in pausa e torniamo tra pochissimo con voi. Pubblicità. Hai un problema con il tuo smartphone? Tranquillo, in soli 10 minuti e senza appuntamento ripariamo smartphone, tablet, PC, Apple, Samsung e Huawei con sostituzione display, batterie e tutti i componenti, senza backup e senza perdere foto né rubrica. Aperti da lunedì al sabato dalle 9 alle 19.30 in Viale dei Colli Portuensi 157. Info allo 06 45 49 38 82 o su riparazionitel.it. È la mia nuova acqua di casa. Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it. Ehi, prendi un caffè. Grazie, ma che bella cucina. È di Erika e ho fatto anche il bagno da Erika Ceramiche e tutti i prodotti di qualità made in Italy. A quanto? A meno di quanto ti aspetti, e con il servizio di progettazione immediata potrai vedere come verrà il lavoro. E c'è tutto su ericacasa.it. Erika Ceramiche, a Fabbrica di Roma, Civita Castellana. Vi aspettiamo. C'è qualcosa che non possiamo venderti. Il coraggio. Quello che hai scoperto di avere il giorno in cui hai deciso di aprire un'attività. Ci hai creduto e ce l'hai fatta. Ma il coraggio ha bisogno di strategia. Per arrivare ai numeri, devi comunicare chi sei, forte e chiaro. Affidati al primo e-commerce del marketing. Tanti servizi pubblicitari per promuovere la tua azienda. E per tutti i nuovi clienti, uno sconto del 10% sul primo acquisto. Scopri di più su fortechiaro.com. Straordinarie promozioni da Valentino, la grande concessionaria Volkswagen. Move up con clima a 9.000 euro in pronta consegna. Nuova Polo Sport Airline a 129 euro al mese. T-Cross da 17.900 euro. T-Rock da 21.900 euro. Con anticipo zero e finanziamento. Da Valentino concessionaria Volkswagen. Sabato 23 e domenica 24 novembre Black Weekend con special promo e fantastiche degustazioni cibo vino dalle 9 alle 20 in via Tiburtina 1097 800 metri entro il Gra. E da lunedì al sabato anche in via Paisiello e a Largo Lanciano. ValentinaAutomobili.it. La soluzione per la vendita della tua casa si chiama Compro Appartamenti Roma. Noi investiamo sul tuo immobile acquistandolo direttamente anche in nuda proprietà e offrendo servizio di permuta. Se la tua casa è da ristrutturare, pignorata o con ipoteche pendenti, Compro Appartamenti Roma elimina tutti i tuoi debiti e ti segue passo passo nella compravendita. Comproappartamentiroma.it 388 83 267 60. Il tuo futuro in mani sicure. Dolcezza, facciamo l'albero? Ma è presto! Quest'anno il Natale arriva prima da M+. Fino al 27 novembre, orate 200-300 grammi, 4 pezzi, 5 euro. Provolone dolce Plac, 59 centesimi letto. Ananas Costa Rica, 79 centesimi al chilo. Supermercati M+, porta sempre con te la tua Magnificard, la carta fedeltà che ti regala sconti e fantastici premi. Supermercati M+, spesa, dolce spesa. Nel cuore di Roma ti aspetta una nuova e deliziosa realtà, Ristorante a Mare, dove il menù lo decide il mare, con gli arrivi giornalieri che danno vita ai favolosi crudi e cotti di pesce. Specialità da gustare a pranzo e cena in un ambiente elegante e informale o sulla meravigliosa terrazza panoramica. Ristorante a Mare, in via Cicerone 61, angolo Piazza Cola di Rienzo. Info e prenotazioni allo 06 32 65 19 56. E per gli amici della radio, parcheggio adiacente in convenzione. Dal 1971 Striani rende la vostra casa bella e confortevole. Striani è porte da interno e corazzate, è infissi in alluminio, PVC e legno, è pergotende e tende da sole, è vetrate per esterno a pacchetto e scorrevoli, tutto con posa in opera qualificata. Striani è il top
Pop a Roma in via Genzano 46, telefono 06 788 6672, striani.it. e in promozione tenda motorizzata 4 metri per 2,50 con telecomando in 12 rate da 109 euro e inizia a pagare dopo 120 giorni. Torniamo in diretta. Un piccolo problemino con il computer. Oh, Ubaldo, quando si parla di calcio e di calcio fatto in maniera seria, non posso non tirarti in ballo. Ieri, non a caso, nel momento del collegamento con Domenico, ho tirato in ballo il nome di questo ragazzo centravanti del Parma Primavera, artista, che è nipote d'arte in qualche maniera, perché lo zio, insomma, ci ha avuto una carriera molto più che dignitosa, ha fatto la Serie A. Io per esempio me lo ricordo con il Torino. Io lo ricordo prima, sai perché ieri ti dicevo che lo ricordavo, nonostante fossi molto, molto piccolo, perché i miei primi ricordi di calcio sono della stagione 96-97, avevo 9 anni, e lui in quegli anni giocava nella Salernitana, che era in Serie A, e quindi mi ricordo, sì, Ciccio Artistico, perché giocava, sì, con... Sono questo ragazzo del 2002 che nasce da una squadra assolutamente romana, che è il Atletico 2000, ma l'Atletico 2000 non era quella squadra, quella che tanti anni fa, no, forse mi confondo, che c'entrava qualcosa Giannini. Sì, penso era che quella, sì, vero? Penso era quella. Sì. Insomma, nasce da là, ragazzo di quartiere, ragazzo di buonissima famiglia, nel senso di... Da quando sta lì a Parma? Credo, però non vorrei essere, magari, ma adesso Armandino mi manda il messaggio subito. Forse un paio d'anni, il secondo anno, ma lui ha avuto questa crescita importante adesso ultimamente, che sta diventando decisivo in quasi tutte le partite. Ora dice: ma perché Riccardo si dovrebbe prendere a cuore un giocatore che gioca nel Parma? Il motivo è molto semplice, perché conoscendo bene lo zio dall'altra parte, Armando, che è lo zio carnale, e conoscendo i valori di quella famiglia, di quanto sono una famiglia per bene, affiatati, i fratelli, le sorelle, i cognati in questo caso, a me farebbe estremamente piacere se questo ragazzo, che poi è un ragazzino, 2002, insomma, trovasse il suo spazio per fare la cosa che più gli piace, quella di giocare al calcio, e che magari regalasse così, non farebbe in tempo. Però chissà se da lassù nonno e nonna, nonno Pino e nonna Pina, pensate, che ai quali lui è ancora molto attaccato, lo guardano, lo preservano in qualche maniera, lo tutelano. E mi farebbe davvero molto piacere, un ragazzo romano, ripeto, io lo dico per affetto di Armando, che è un mio carissimo amico, e lui è lo zio. E quando sento però storie di ragazzi romani così, che tentano di farcela in altre realtà, io sono estremamente contento, Ubaldo. Mo mando un messaggio anche a un mio amico, vediamo un po', conosce un po' bene quella realtà là. Ma guarda, ci sono degli articoli che cominciano ad essere importanti, insomma, scrivo del ragazzino che comincia a fare gol decisivi, insomma, 2002, 1,85 m, è una bella roccia. Certo, dovrei andarla a guardare io per capire tecnicamente, certo. Vedrò, ma perché a Parma mi sa che non si mangia manco male dopo che venne provato. Complimenti, ma soprattutto in bocca al lupo a Gabriele, a tutta la famiglia, a zio Armando, a tutti quanti, e a nonno Pino e a nonna Pina soprattutto, un bacio grande. Noi cominciamo con voi adesso allo 06 88 52 18 14. Vi do subito qualche informazione riguardante l'allenamento della Roma. Lavoro di scarico per Aleksandar Kolarov, che, come dicevamo in apertura di trasmissione, è uno di quelli che è tornato e tra quelli che torneranno in queste ore, perché poi ci sono gli ultimi impegnati che sono stati impegnati ieri e quelli che giocheranno poi oggi, personalizzato per Veretout, Fazio, Pastore, Spinazzola, Mancini e Diego Perotti. Quindi questo è il report da Trigoria, ricordando che alle 12, quindi poco fa, era in programma ed è in programma, insomma, era fissato alle 12 l'appuntamento all'Hotel Parco dei Principi a Roma per il famoso incontro riguardante tema centrale della discussione, l'utilizzo del VAR. Cioè, incontro tra arbitri, allenatori e capitani di squadre di Serie A. Pare che addirittura il Napoli abbia mandato tre esponenti, tre tesserati. Ancelotti, Giuntoli e chi più ne ha più ne metta, quindi staremo a vedere. Altra notiziola che non abbiamo ancora riportato, ma che è esclusiva della nostra redazione, quindi grazie nello specifico stavolta a Paolo Rocchetti, l'agente di Mariano Diaz smentisce interesse per lo stesso giocatore, ora in forza, per modo di dire, al Real Madrid, perché nelle ultime due stagioni forse non arriva nemmeno a 10, non arriva sicuramente a 15 presenze tra questo scampolo di stagione 19-20, no?
proprio mai andato in panchina, solamente in campionato una volta contro il Mallorca, altrimenti non è stato mai convocato questo ragazzo. L'anno scorso l'unico lampo che ha avuto ce l'ha avuto in Champions contro di noi, facendo peraltro un gol strepitoso al Bernabeu, però ecco, negli occhi la fotografia della sua stagione, nell'unica luce che ha avuto la sua stagione 18-19, c'è quella partita, c'è quello scampolo, quella giocata purtroppo contro la Roma, e ha detto il suo agente andrà in prestito per due stagioni, ma la Roma non è una possibilità. Quindi ragazzo del 93, quindi a 26 anni, non gioca al Real Madrid, e il suo agente ha praticamente confessato che stanno trovando un accordo per mandarlo, alla fine passerà una stagione e mezzo perché a gennaio probabilmente andrà via, con la formula del prestito biennale, quindi con ogni probabilità, sì, anche andrà per quello che ci ha investito la Real quando l'ha acquistato, una follia totale, dalla Francia, da Monaco veniva lui, no? Da Lione, dove ha fatto un anno molto importante, e non troverebbero mai nessuno disposto a evitare dagli la minusvalenza, quindi preferisco parcheggiarlo e poi cosa è accaduto? Cosa accadde? Lui arriva dal Real Madrid Castilla, che è la seconda squadra del Real Madrid. Sì, lui fu acquistato a titolo definitivo dal Lione perché il Real non puntava su di lui sostanzialmente. Adesso non ricordo la cifra di cessione, ma non era una cifra alta. Altissimo. Fa una stagione strepitosa al Lione, 18 gol in campionato, 21 totali. E Lopetegui, che è stato allenatore del Real Madrid per quanto? Tre mesi? Quello che accadde con la nazionale spagnola, cioè, si libera per andare al Real Madrid e poi lo fanno secco dopo due mesi perché non vinceva una partita neanche sotto minaccia, e lo volle fortemente. Cioè, una delle richieste del mercato di Lopetegui fu l'acquisto di Mariano Diaz, quindi Real Madrid fu costretto a riacquistare Mariano Diaz per circa 40 milioni di euro. Ha pagato uno sproposito. Una roba imbarazzante. E per questo non lo vendono, che oggi non recupererebbero mai quella somma. Valenza totale. Ce l'abbiamo. Cominciamo. Pronto? Con noi, pronto? Pronto? Valerio? Buongiorno Valerio. Buongiorno. Volevo riprendere il discorso di Riccardo di prima, che disse qualche vittoria in più. Qualche vittoria in più perché io comunque c'ho 20 anni e da quello che mi ricordo ho visto vincere due Coppa Italia alla Roma nella mia vita, diciamo, e non ho avuto altre soddisfazioni, anzi finali perse, eccetera. Io due anni fa, la finale di Champions League, quando Panalas era impattato di testa, io mi sono messo a piangere, ma perché per me quel gol significava tanto, proprio tanto. E a sta società mi chiedo niente di più, perché comunque hanno provato a ritirare sulla Roma, che prima era la quarta quinta squadra d'Italia, e per sei anni è stata la seconda barra terza, anzi, ha quasi rischiato di vincere pure uno scudetto un anno. Io non chiedo niente di più perché ci hanno impedito di fare lo stadio, io sono sicuro che con lo stadio la Roma avrebbe vinto qualcosa. E io sono 5 anni e vado allo stadio, gli amici miei continuano a dirmi perché ci vai, ancora ci credi. Io non vado a tifare la squadra, io vado a tifare la Roma. Cioè, che bella, che bravo che sei. Io sono contento di andare allo stadio la domenica con mio padre a 20 anni. E vado a tifare la Roma, non mi interessa se c'è sta Salah, se c'è sta Schick, io vado a tifare la Roma, vince o perdi. Io mi sono visto il 7-1 al Bayern Monaco. No, ma è chiaro che se vince sarei più contento e se perde sarei avvelenato, che c'entra? Certo. Ma questo è giustissimo, ma come si può barattare l'amore? Esatto. Il mio migliore amico mi dice, io non ci credo più, ma perché la Roma deve vincere, ma quando ha mai vinto la Roma nella nostra vita? Cioè, dei 20 anni uomini, quando l'hai mai vista vincere la Roma? Io non capisco che vuol dire che non ci credo più rispetto a grazie, cosa. Grazie. Ciao Valerio. Rispetto a cosa, bravo maestro, rispetto a cosa? Qual è il parametro che dice, no, vedi, però... ragazzi, sempre sulla cometa torniamo. Sempre sulla cometa torniamo, perché se noi proviamo a dire che questi 5 o 6 anni tentare di barcamenarsi e arrivare seconda, terza, poi l'anno scorso c'è stato quello che c'è stato, è successo quello che è successo, ma in pochi hanno avuto il coraggio di dire quello che è successo. Molto più facile dire che questi sono degli incompetenti e degli straccioni, che a me va pure bene, perché tanto io non mi sposo nessuno. Io di fronte alla Roma, fra 3 anni ci sta più Bardissoni, io sempre da Roma rimango. Se ne va a Pallotta, uno di passaggio, torna, proprio a me questa cosa non la cambierà nessuno. Come dice questo ragazzo, ancora ci credi a che cosa? Cioè, non ci si dovrebbe credere più, perché? Qual è stato? Che cosa è successo? Non che ha fatto? Capisce, perché 10 anni fa ci si credeva e mo non ci si crede? Se per assurdo, a parte quelle Coppe Italia, si è fatto anche un pochino meglio, si è fatto una semifinale di Europa di Champions League.
è perché ve la raccontano così, dai, ve la raccontano così. Io approfitto un attimo impropriamente della radio, i più attenti si saranno resi conto che da qualche settimana non va più la Sora Marisa, non interviene più, e tutto il resto è soia, non passa più, perché, lo dico anche con un po' di dispiacere, tutto quello che l'enfasi, la forza, l'amore che ho buttato nei camerieri di Travertino in qualche maniera l'ho pagata fisicamente, non solo, e quindi io e la Sora Marisa, da Pori Vecchiarelli, più io che lei in questo caso, senza fare troppo rumore, senza fare troppo casino, ci siamo ritirati in buon ordine. Abbiamo aspettato un po' di tempo per dirlo agli ascoltatori, quindi chiunque pensasse di venire a trovare noi ai camerieri di Travertino, no, a noi non ci trova più. Quindi chiamare Cristiana per prenotare, per carità, non è un problema, tanto erano quasi tutti amici, eravamo diventati amici con tutti i clienti. Chi vuole andare a mangiare là può farlo, che sappia che però non c'è la nostra garanzia, insomma, che non ci sia garanzia, che non ci siamo noi, né io né Cristiana, per cui vedo che tanta gente ancora mi scrive ti venga a trovare, per correttezza mi sembra giusto dirlo. 06 88 52 18 14 e te la faccia a caso, bambini, come fai? Tanto dobbiamo fare. Oh, tu rimediaci qualche cosa, perché io e il maestro dobbiamo fare una cena a casa, eh? Sì, ma non solo noi quattro, però. Chi è? Pure l'amichetto. Quello sopravvissuto. Ah, come no, come no, scusami, il sopravvissuto, come no, come no. Sarebbe un onore per noi. Pronto? Ha mandato un messaggio da sopravvissuto. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, pronto, sono Michele di Centocelle. Volevo fare una domanda, una considerazione che ancora non ho sentito fare da nessuno. Vai. Praticamente, no, voi state a parlare della società, di come si comporta, eccetera. Ti voglio fare una domanda che voglio fare. Ma se si vendono a Zaniolo, no, a fine anno, voi che dite? Come avete? Che hanno venuto un giocatore forte. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo? Fanno cassa, che mi dici? No, ma a me mi cambia poco, vedi a differenza di te, credo, no? Il tuo nome, perdonami. Ma vedi che stai a difendere questa cazzo di società? Ma vedi che stai cagando le quattro sorti? Ah no, non l'avevo capito, perché siccome ero convinto che eri di Centocelle, ci ho messo un pochettino a capire come parlavi. Che è attaccato, no? No, sto qua. Quindi io sarei un leccaculo de merda di sta. E tu senti. No, ti chiedo scusa, però effettivamente stai sempre a difendere, la società. Cioè, non mi vuoi dire che. Senti, mi posso vendicare un pochettino? Te la posso dire anch'io una piccola parolaccia? Vai. Ci rimani male? No, assolutamente no. Sei un coglione, sai perché? Non perché coglione. Sì, a me mi ha detto leccaculo de merda, voglio dire, ho detto coglione in italiano e anche no. Ti spiego perché sei un coglione, ma te lo spiego proprio in tutta tranquillità. Perché se tu invece di sentire la radio l'ascoltassi, tu capiresti che io difendo la Roma e non la società. Però tu sei talmente tanto proiettato, non lo so, non so neanche cosa fare nella vita, neanche mi interessa pure poco, non lo so, e la cosa più facile che trovi, pensi di telefonare a me, di darmi del leccaculo di merda, peraltro, pure mi ha detto, vero? Beh sì, perché per la completezza dell'informazione, insomma, t'ho detto coglione, ti è andata pure bene, dai. Dai, no. Va bene per tutti quanti, dai, continua a lavorare, continua a scaldare tutti i soldi, dai. Continuo? Si dice continua, però con senti, la tiga, no, però non continua, attaccare, continua, non attaccare. Non va bene a Centocelle. Non attaccare, se sei dei Centocelle sei uno figo, scusa. Di Centocelle, poi no, è la tiga, capito? Attaccato? No. Senti, secondo te i soldi che io in tasco, chi mi dà? Società. La società? Società. Sì. Benissimo, senti, chi è? Fienga, Baldissoni, Petra, chi me li dà? Non so, dimmelo te. Come cazzo? No, tu l'hai detto. Sei tu che l'hai detto, perché io ti dico che non è vero. Tu invece dici una cosa. Peraltro, lo sai che secondo me tu non sei di Centocelle? No. Perché a Centocelle ci stanno, secondo me, persone in gamba. Te mi pare infame fracico, perché per dire una cosa del genere, tu sei un infame fracico. Tu mi stai a dire che io per i soldi della società nascosto dietro un telefono. Io non so manco chi sei. L'unica cosa che è vera è che in sede Centocelle sarei un burino di qualche cazzo di paese da dove vieni. Vedi, dannatere, che ti ho dedicato 5 minuti, scemo. Centocelle, continua. Io non ci posso credere, non... giuro, uno ce la mette tutta. Però mi credete? Non mi ha smosso, però era tanato dall'incipit. Guarda, io all'inizio ci siamo guardati, io volevo dire, ma sei sicuro che siete Centocelle? Perché mi pare che parlano diversamente.
Ma te posso dire una cosa? Se io invece di essere un poro coattello di strada fossi uno, io adesso andrei a denunciare che alle 12 e 17 ha chiamato un numero così così e che mi ha detto che io è un reato se io prendessi i soldi, è diffamazione pure, siccome calunnia, brutto scemo io non so infame frase come te, io manco tra due minuti manco so più chi sei, no non so manco adesso chi sei. Dai, coglione, ti ho detto benissimo, potevo parlare di mamma. In galera. Sì, potevo parlare di mamma, di tua moglie, potevo parlare. Io l'ho imparato a fare questo lavoro, probabilmente da chi ascolti tu, pensa. Questo lavoro io avrei imparato a farlo da chi ascolti tu, quindi potrei parlare di tua mamma, di tua sorella, e non lo faccio invece. Sei un povero coglione, va bene così. Andiamo avanti? Ve va? Troppa violenza! Troppa violenza! Erano dimenticato questo gabbana, che te l'hanno gabbiato, io sono tuo ormarangia. Ammazza pure te. E allora chiamate da gabbana. Arica, a me questo decendo celle mi ha fatto venire fame. Lo vedi? Lo vedi, ti sei massacrato questo da solo. Farsi con un colpo per strada adesso gli ascoltatori faranno la puntata su di te. Pensa quanto sei poco se intelligente. Si vende uno a Zaniolo. Non servirò neanche io. Un di grammatica di sintassi, meraviglioso. Si vende uno a Zaniolo. Mannaggia la. Tu te vendi a mano. Pronto! Sì, ma perché i pigli solo te poi i soldi? Perché sono sveglio. Sarà pure il gigante de Rodi, ma è mica sornanetto di Bianganeve, sa? In campana. Succede? Ma lui non prende i soldi da Roma. L'unico che prende i soldi da Roma è vero. L'unico è Ubaldo, fino a prova contraria. Quadraro, che te devo dire? Mi è venuta fame pure a me. Da Quadraro, Beh, certo. Senti, invece adesso vi parlo della Brispal. Intanto vi ringrazio perché il messaggio è arrivato sull'affidabilità dell'azienda, che è la numero uno proprio nel settore. Però io la prossima volta con Daniele Brinati voglio proprio entrare nel dettaglio dell'importanza della qualità di quest'acqua, delle certificazioni, del risparmio con un piccolo investimento mensile, del risparmio che voi nell'arco di un paio d'anni poi vi trovereste bevendo peraltro acqua pura. Quindi approfittate anche voi in questo caso della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal a soli 19 euro al mese. Avrete acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa vostra. Avete capito bene, a soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambiate acqua anche voi passando a un erogatore Brispal e avrete purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la vostra nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it. Ciao, pronto, sono Michele di Centocelle. Ricca, da Gambana, che so dell'Alberone, Madonna, tutti i quartieri fighi. Michele da Centocelle. Romani, Trasteverini. Ricca, ma che te fanno un bonifico? Te lo ricordi in Gedeone, quella con le zanne da leone. Come diceva Zanicchi, cendo, cendo, cendo. Mi sembrava Don Buro del film Vacanza in America con Christian De Sica. Vedete, io dico che successo, quando parlo di intelligenza, come puoi successo non sapere che non serve neanche che non serve che ti risponda io. Tu chiami, io lo dico con rispetto, ad esempio ho un amico carissimo che è di Frosinone, a parte che parla così, a parte Gigi, quindi figurate se a me mi può fare impressione, ma non lo so di dove era, non lo so, era un facciamo così, un maleducato, dai. Era un maleducato. Ne abbiamo? Malinformato. 06 88 52 18 14. Pronto? Facciamo, adeguiamoci, no? Oh, pronto? Pronto? Dai, non lo possiamo mandare perché. È in macello. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo? Poi gli ho detto, che dici se vengono Zanioli? Hanno venuto un giocatore forte. No, non vado più allo stadio. Io se vedo Zaniolo non sembrava vado più allo stadio. Non vado più a Vedaro, ma penso. Ma continua con questi quattro europei, ti ricordi? Continua. Che idiota, poverino. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io non so di Centocelle. Dove sei tu?
Dall'Eure. Dall'Eure, grande. Con una vocale in più. Grande Eure. Tutto bene? Tutto a posto. Un trionfo. C'è male. Sono Luca e Forza Roma. Ciao Luca. Ciao Luca. Ciao Luca. Una cosa sola, a parte tutte queste disquisizioni qui dei giocatori, chi parte, chi viene. Ma questi quattro spicci che ti danno, guardaccio qualcosa pure a noi, no? Ma guarda, se incontriamo e famo ogni tanto una cena mensile, e io guarda che so generoso, io la stecca per me, stecca para per tutti, eh! Dai, allora dai, vediamo se stasera! Dai! Ciao, grande, grazie! Grazie! Ciao, grazie. Ciao. Andiamo in pausa e torniamo immediatamente. Ciao, pronto, sono Michele di Centocelle. Città. Stanco del disordine nella tua camera da letto? Corri da Arte Arredamenti. Stanno facendo uno sconto speciale del 50% su tutti gli armadi, anche al centimetro. Arte Arredamenti ti offre tantissimi armadi, anche in pronta consegna, scontati fino al 50%. Siamo gli specialisti della zona notte. Arte Arredamenti, a Roma, lo trovi in viale di Colli Portuensi 500, via di Torrevecchia 1035 e in via Quirino Maiorana 154. www.arte.it. Arte con l'H davanti. Vuoi cambiare il colore alla tua auto, ai tuoi cerchioni o alla tua moto? Da Max Deep Skin ora è possibile in solo 48 ore. Attraverso un'innovativa vernice spray che si amalgama come un adesivo indistruttibile, non rovinando il colore originale. E se un giorno decidi nuovamente di cambiare, il tutto viene rimosso come fosse un adesivo. Contatta subito Max Deep Skin al 342 30 35 085 o consulta la pagina Facebook Max Deep Skin. Vuoi un materasso di altissima qualità ai prezzi più bassi del mercato? Se lo vuoi in memory di ultima generazione o con molle indipendenti, comodo e rilassante o ancora ortopedico dal sostegno deciso, vieni direttamente in fabbrica da Artigiano Materassi, la vera qualità made in Roma, con oltre 50 modelli da provare. I nostri grandi showroom ti aspettano in via Casilina 431A con garage convenzionato a soli 10 metri e in viale Palmiro Togliatti 901, dove c'è una grande insegna gialla. Info allo 06 24 30 18 53 o su artigianamaterassi.net. Cerchi una nuova auto usata? Vai sul sicuro, visita il sito carnext.com. Scegliamo solo auto usate di alta qualità con meno di 5 anni, selezionate e certificate, così avrai sempre la migliore auto usata. Dove e quando vuoi, scegli la tua auto su carnext.com. Luisa, abitiamo sullo stesso piano, ma casa tua è molto più luminosa. Come mai? Semplice. Abbiamo fatto installare le nuove finestre con profili minimal della Securmetra. Finestre con meno superficie in PVC o alluminio e più vetro per avere migliore luminosità e visuale con il massimo isolamento termico e acustico. Rivolgiti anche tu alla Securmetra in via Tripoli 120, numero verde 800 001 625. Ciao, sono Ascanio Pacelli. Ti faccio una domanda. Sei stanco di passare il weekend buttato sul divano e soprattutto non sapere come placare i tuoi figli che giustamente vogliono giocare? Magari trovando uno sport da poter condividere con loro. Ti aspetto a Terre dei Consoli, uscita a Monterosi della Cassia Bis a soli 20 minuti da Roma. Avrai la possibilità di scoprire il golf, la sua accessibilità e se sei un grande appassionato di calcio, no problem. Abbiamo anche il foot golf. La nuova clubhouse ti aspetta con il ristorante, la playroom per i bambini, sala fitness, area mam e tanto altro. Per informazioni terredeconsoli.it oppure chiamalo 0761 699 888. Ti aspetto. In un gioiello preferite l'alta qualità o il miglior prezzo? I fabbricanti d'oro vi offrono entrambe. I fabbricanti d'oro, le uniche con il binomio fabbrica-consumatore. La migliore gioielleria e oreficeria, con sconti fino al 50% sul prezzo di listino. I fabbricanti d'oro, a Roma in via Pinerolo 37 e a Santa Lucia di Mentana in via Palombarese 100. Info all'800 681 510 o sui fabbricantidoro.net. Questa settimana Maestro Turismo ti propone un'incredibile promozione con MSC Crociere. Una notte a Miami e 7 notti di crociera nei Caraibi a partire da soli 999 euro a persona. Partenze speciali a dicembre e gennaio. Sono inclusi voli da Roma, tasse e i bambini sono quasi sempre gratis. È un'offerta esclusiva per gli ascoltatori della radio. Info e prenotazioni allo 06 45 49 92 92 o su maestroturismo.it.
Scopri Renault Twingo Generation TCE 90 GPL. A novembre in pronta consegna da 9.250 euro in caso di permuta o rottamazione e con finanziamento, anziché da 10.850 euro senza finanziamento. TAN 549, TAG 8 e 15, salvo approvazione fin Renault. Info in sede, anche domenica. Ti aspettiamo da AutoEquip in via Sillicella 1, via Tuscolana 368, via Laurentina 786. AutoEquip-Roma.it. UM24, buongiorno, come possiamo aiutarla? Cercavo proprio voi. Devo vendere casa. È vero che voi acquistate direttamente? Vorrei evitare perdite di tempo, proposte vincolate o mutuo, eccetera. Ha chiamato le persone giuste. La UM24 non è una semplice agenzia. Può comprare direttamente. Fissiamo subito l'appuntamento. Allora, mi dica quando è libero. È disponibile? Devi vendere casa bene o in fretta? UM24. E trovi subito l'acquirente per il tuo immobile. Per info, um24.it e 06 87 18 12 12 Teleradio Stereo. Teleradio Stereo. So decita no, so decita no. Chi de cullù? So decita no, so decita no. Chi de cosse? So decita no, so decita no. Lo si ito? So decita no, so decita no. Che si fatto? So ito io lo maro. Stupido. Cavalcavolo somaro. Deficiente. So appiato pure lo calamaro. Mi so ammazzato. So grezzo. Ciao pronto, sono Michele di 100 centri. Guarda fra come te lo flezzo. 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 Tiro su li contanti come sfogliette. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo? Voi donne carzolette, dai, continua a lavorare, continua a scalzare questi soldi, dai. Pesca pesce, magari, che me ne ero ito. Compra pesce. Chiami i soldi da Roma, parlavo con te. Ah, ricca, è proprio vero che prendi i soldi dalla Roma? Eh sì. Te saluta Carletto da Ginegittà, eh. Ciao, ciao. So decita no, so decita no. Chi te con lui? Pronto! Stasera faccio le fiamme, c'ho la pecora in perizoma. So decita no. Ragazzi, vi prego, però, attenzione, A ricca, se ti avanza uno scudo dalla società, mo presto che c'è tu ristruttura a casa. Pesce, pesca. Oh, fregati! E che non lo sai che Roma Nord si parla così? Vero. Chi te con sé? A ricca, un zì, capito? Pronto, Riccardo? Tu si può raffare le canzoncine, ma pure io mica scherzo, eh. Senti questa. Siamo gente di 100 celle, siamo fatti così. Siamo gente d'Andona, siamo fatti così. Io lo voglio ringraziare perché ci ha fatto svoltare la puntata. Siamo fatti così. Avremmo dovuto parlare di Zagreb tutto il tempo. Senti, guarda un po' quello che ti ho mandato, mi dicono che i primissimi minuti so praticamente lui, è vero? 0688 52 18 14. Sì, Mario Pio, pronto, chi parla? Chi parlo io? Ciao, pronto, sono Michele di 100 centri. Ero soli con tanti cose. Pronto? Pronto, sono Simone del Tufello, oh, ricca gli asciatroi, qua c'è lui vino buono, Che macello. Ciao, non... ricca, scritta sì. Da Città Vecchia, San Campana, La Città Vecchia. Senti le minacce. Ma le baghe non con i sordi veri o con le pecore? Bo e bo. Fregate uba, se non insisti, anzi se non insistisci azzecca la pie. Se non insistisci. 06 88 52 18 14, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, che è il dottor Riccardo? Sono io, sì. Senta, io ho solo telefonato perché sento tutte le mattine questa radio. Ma perché perdi tempo con certi stronzi? Vi prego. Certi non si può dire, dai. No, grazie. Noi diamo spazio a tutti, cioè noi non filtriamo le telefonate, non. Dai, se sei ritagliato uno spazietto. Non... La voce romana piena. sì, bella voce. È uscito bene. Sembrava proprio fatta una cosa. So decita no. Pronto? So decita no. Pronto? Sì, buongiorno. Sì. Buongiorno, sono Riccardo. Riccardo, buongiorno. Buongiorno. A parte che secondo me quello non era uno che veniva a 100 celle, ma era Martufello, però vabbè. Si capiva, che... Era Martufello, esatto. Sì, ma a parte quello volevo fare il ragionamento, ma anche ammesso non concesso, perché sicuramente non è questo il caso, che uno prendesse i soldi dalla Roma, ma questo che significa? Che deve essere per forza, cioè di parte? Ma noi ce l'abbiamo. No, aspetta. Se io prendessi i soldi della Roma, che c'è un editore, ci avrebbe ragione fai, lui. No. Io devo fare No, in generale. No, ma guarda, è proprio brutto il fatto di prendere soldi per fare qualcosa, cioè nel senso guadagnarli come li guadagniamo qui onestamente dalla radio. Se io prendessi i soldi dalla Roma, sarebbe sinceramente una cosa brutta.
Avrebbe ragione sì, lui. Ma è talmente brutta che prima di dire una cosa del genere, soprattutto io non credo che lui fosse proprio esattamente un ragazzino, un idiota adulto io credo fosse. Cioè tu devi essere proprio stupido per Pier telefono, cioè tutto il tempo per pensarla di sta cosa. Quindi vuol dire che tu sei proprio nero dentro. Cioè, no, ma anche perché avevi detto che comunque non andava bene, non è che avevi detto sono contento, faccio i fuochi. Senti, ti posso Riccardo, ti posso dire una cosa? Sai perché Zaniolo gioca a Roma quest'anno? Perché l'anno scorso non ha preso nessuno, se no era partito l'anno scorso. Ma di che stiamo a parlare? Ma uno può essere d'accordo o in disaccordo con questo fatto, ma non significa che devi essere pagato. Guarda, non cerchiamo una spiegazione logica a quell'idiota, quello è un deficiente. Sì, infatti, ma no, perché ha insultato me, attenzione, quello è un deficiente, proprio un deficiente comunque, tutti i giorni, da quando si alza, da quando va a fare colazione. Uno che ha quei contenuti là e te lo dice uno che non è un fighetto, insomma, io non è che sto mostro di cultura, è un povero idiota, ma è un idiota in famiglia, un idiota con gli amici. Sì. E non credo che sia dei centocelle perché campava 2 minuti. No, se uno così era dei centocelle, campava 2 minuti. Io avevo chiamato semplicemente per darvi la mia vicinanza, perché purtroppo. Ma figurati, mica c'è morto nessuno. No, pensa te. Grazie, un abbraccio. Desidera? Senta, le dico subito questo. Io sono Antonio Borazzi, de Candalupo in Sabina, abitante in via Praterina 54. Ho partecipato al referendum del grande magazzino e dal comunicato televisivo sono venuto a conoscenza di essere diventato il fortunato vincitore di un buon acquisto di 500.000 lire. Che volevo fa? Congratulazioni, avviserò la signorina Carla Marti. E chi è che è? L'incaricata alle nostre pubbliche relazioni, che sarà a sua disposizione per la scelta degli articoli. Ben gentile, ringrazio. Ben gentile. 06 88 52 18 14, pronto? Che si è fatto? Ma ti sai che li prendi i soldi e hai dato via pure il ristorante che non sai più dove metti? Giustamente. Dai, continua a lavorare, continua a scaldare questi soldi, dai. Dimmi chi è che mi fa sentire importante anche se non conto niente. Io lo amaro, stupido. Oh, ce ne sta uno che sa parlare come se parla a centocelle, uva. Uva. Andare tuzzo là che tare tomboli. Se ti chiedo un milione ti sembra esosa? Guarda, per starmi 300 euro non c'è mica che pili i soldi dalla Roma. Che fagiano, amiche, senti la dizione, andingere and dongere. Pesce, compra pesce, affitta e esce. 06 88 52 18 14. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo? No, non siamo d'accordo. Ma su chi? Pronto, lo capio? Sì, ma io prendo chi parla. Chi parlo io? Ci teniamo per noi alcune cose che. Fortuna, Riccardo è distratto. Pronto? Pronto? Allora, facciamo pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Bruno. Bruno, ciao, buongiorno. Centocelli. No, ciao, Bruno. Centocelli davvero? Dei centocelli davvero. E si sente. No, che... Ciao, pronto, sono Michele di Centocelli. Sì, esatto. Sto Michele non ho mai incontrato. Poi ti posso dire una cosa. Noi per carineria non abbiamo voluto, perché ciao, sono Michele di Centocelli, generalmente ci scappa. Se siamo guardati tutti e non abbiamo detto niente per rispetto, capito? Ho 66 anni che vivo a Centocelle, mia madre è nata a Centocelle 88 anni fa, per cui uno così si riconosce. Senti, che mi fai un caffè? Piazza dei Mirti, questo. Piazza dei Mirti, bravo. No, scusa, vabbè, per finire con questa cosa, io volevo fare una domanda al maestro Righetti. Sì. In questo senso. Vabbè, prima si giocava a pallone con l'ala destra e l'ala sinistra, beh, vecchi ormai, vecchi schemi, vecchi. Però io mi sono accorto che spesso quando si va in contropiede, eccetera, io ho visto un der, eccetera, che col sinistro tendono ad andare sempre verso la parte interna del campo e quindi favorire il, come si dice? Il difensore? Il difensore, perché ovviamente non riesce a. Il difensore avversario? L'avversario, perché tu non ti metti con la palla, per esempio un dere quando va sulla destra non riesci a mettere il corpo fra la palla e il difensore, e quindi questo modo di giocare a me delle volte sembra controproducente, specialmente quando si va in contropiede, perché ovviamente, e neanche il passaggio, perché se tu corri verso la porta col sinistro diventa difficile poi magari trovare diciamo il compagno che verso il centro del campo o dall'altra parte, insomma. No, e quindi
vedo difficoltà perché devono sempre fermare. La difficoltà può darsi, dipende dal giocatore, non dal modo di interpretare il ruolo di un mancino che tanto gioca sulla destra. Ti ringraziamo intanto, grazie. Anche perché sì, velocemente, anche perché un mancino e un Der ci ha fatto vedere spesso e volentieri la capacità di eccentrarsi e poi andare anche alla conclusione e fare gol da quella posizione. Non è una questione di posizionamento, è una questione di qualità del giocatore, però l'idea è quella ormai, cioè che la profondità è data più al terzino che all'esterno di ruolo. Che centrandoci l'ala può vedere meglio la volta, l'ala, no? L'ala al centrando si può fare un'infinità di scelte, andare alla conclusione, lo scambio, fare l'assist per i compagni che si inseriscono, certo. A un'infinità, diventano trequartisti, diventano giocatori importanti, anche perché giocando in quella maniera sei molto più vicino alla porta. Ce l'abbiamo? Fabrizio, buongiorno! Buongiorno, grande. Io, a me fa effetto parlare di Fabrizio De Ardente, però è chiaramente di questo parliamo, ma insomma Fabrizio è conosciutissimo, che te ne sa, che ha aperto un altro locale insieme alla famiglia, perché loro questo fanno e lo fanno molto bene. Perché? Perché non perdono di vista tutte quelle che, come le vogliamo chiamare, sono le cose più importanti, ma anche le più semplici. Certo, ricca è la materia prima, innanzitutto, e poi ovviamente il mestiere, quello sicuramente conta, perché poi magari c'è pure gente che parte da una materia prima importante e poi dopo la massacra, insomma il mestiere sicuramente, certo, è fondamentale come la materia prima, certo, il rispetto, certo, e la conoscenza, perché pure quella è la conoscenza del prodotto, la ricerca, tu lo sai, che ne so, dall'olio, io uso l'olio Flaminio della mia amica Irene, che conosco personalmente, il frantoio, le olive, delle colline dei Trevi, insomma, la pasta, solo pasta Mancini, e poi tutto quanto ciò che concerne la carne, dalla tuscia, lo sai, insomma, c'è un canale preferenziale. Come no. Dalle cose casarecce in su, no, il mercato, la verdura, dice, la verdura non è, dice, vai a metro, non, vado al mercato di San Basilio da Nena, che mi fa la puntarella capata a mano, il broccoletto capato a mano, che c'ha i carciofi più buoni del mondo. Poi dopo, certo, bisogna saperli cucinare, giustamente, sicuramente. Senti Fabrizio, se ti chiedessi che cosa avete trasportato di là, invece in che cosa addirittura ci avete messo pure di più? Qui Ardente è a 360 gradi, ricca, è un locale più importante, nel senso più grande, quindi dobbiamo qui spazi come dell'là, pure qua carne e pesce, vieni tutti i giorni e te mangi il pesce crudo. E poi c'è tanta cucina romana, c'è tutto, dai classici fino al sugo de coda, alla pagliata, tanta ciccia buona, ho trovato un manzo, frollatura 3 settimane, solo roba italiana, genuina. E poi la pizza pure ricca, è una pizza del Io se te conosco un po' mi immagino tutte le prove che avrei fatto con le farine. Sì, capirai, c'ho mio fratello che a Singapore è un grande pizzaiolo, sono stato una settimana con WhatsApp e video a fare 5 di mattina per trovare l'impasto giusto. Grande farina, 9 grammi di lievito su 100 palline, stesa a mano ma fina romana, cioè che te lo dica fa. E poi fior di latte solo, cioè pomodoro di qualità, roba fresca, la pizza è veramente, veramente strepitosa. Diciamo. Quindi Fabri, fammi te fare una domanda, se c'è la pizza c'è pure i fritti? Li famo tutti noi, pensa che faccio pure olive ascolane, pensa quanto sono matto io. No, ma ragazzi, questo è un lavoro proprio di... filetti, fiori, faccio olive ascolane, per forza, ricca, ma che davvero, anche per calcio. Giustamente è questo che fa la differenza poi, no? Certo, è fondamentale, ricca. Senti, in che zona si trova Ardente, Fabio? Noi stiamo a 2 passi dallo Zio d'America, in via Francesco Novidio, una traversa di via Romagnoli, è una vietta stretta, ma... se non si trova parcheggio su via Romagnoli, abbiamo anche un garage convenzionato completamente gratuito, su via Romagnoli 72. L'indirizzo esatto è via Francesco Dovidio 27, zona Talenti, bella zona, bella location, bel locale, ci devono venire a trovare il caffè. Assolutamente, tanto, assolutamente sì. Bugie. Assolutamente. 06 99 18 16 27 oppure 339 639 1874. Fabri, grande grazie. Grazie a te, come sempre mangiate bene, bevete meglio, ma soprattutto ti fate sempre essere Roma, te voglio bene. Grazie. Ciao. Teleradio Stereo 92.7.
Che citazione, mamma mia che smagna. Sarà per la vittoria sul Catania? Io non ci credo, per me è un'altra storia. Fatta di ma che c'entra? Di oggi perché fanno 13 anni sì, che battiamo. Sono da Roma, ma non so così sciocco. Ce lo so che uno di loro era baiocco. Non dico niente, non mi monta la testa. E poi, si vince la Lazio non è mai festa. Solo che già da qualche settimana che mi succede una cosa tanto strana. Mi fa venire fiatone con gli affanni. Vissuti tempo fa, quasi 6 anni. Già quante volte è finita a tarallucci. Certo che sì, però, segna Panucci, mi dà l'idea che è cominciata la lotta. Specie se poi tu cogli gli fa perotta. Che citazione, mamma mia che smagna. Voi vedete che è solo per Catania. Eppure noi da Roma siamo buoni, che non vuol dire però che siamo fresconi. E rispettiamo sempre l'avversario, pure se c'è un abisso di divario. E poi, dopo sei gol che può accadere? Che Totti arriva solo col portiere. Ci pensa, dice, glielo fommo o magno. Poi se decide, tirano scardabagno. Che eccitazione, mamma mia che smagna. Sai che vi dico? Sti cazzi del Catania. No, vabbè, dai. Ma non è giusto. Con una base di piano veramente strepitosa, struggente, e poi il finale, vabbè. 0688 52 18 14. Riccardo, ricordi con un piccolo sforzo, ma neanche esagerato, quando l'altro giorno parlammo dei naming rights, dei diritti come di no? Nome. Di uno stadio Milano già fatto praticamente. No, quando si diceva la Roma introita 6 milioni di euro, l'Inter e il Milan ne introitano circa 9, però con lo stadio che sarà pronto per il 2022 sono pronti pronto. Sono pronti a decuplicare in cose. Annetto, pensate che Milan e Inter, è arrivata da poco la notizia che c'è stata una lettera del comune che è inviata a loro per il nuovo stadio. Va rivisto lo studio, non per la posa della prima pietra, no, per la fattibilità. Cioè, se lo fa un mese, stanno in questa fase. Però, vabbè, no. Per i naming rights lo sono già proiettati a 40-50 milioni di euro di introiti, certo. ogni anno. Va bene. 0688 52 18 14. Ne abbiamo. So decitano. Chi è con lui? So decitano. Ne abbiamo? Riccardino, io sogno un cugino di Michele, Sogno. Abita a Turbella Monaca, stata a corto, stata a corto. Maro, stupido, cava il cavolo. Riccardo, io sono da 100 celle, e vabbè che 100 celle è pieno di marchigiani, ma questo non è marchigiano, fidate. No. Questo è solo un coglione e basta. Non si può, il decalogo. Marchigiano, il decalogo. Marchigiano non si esprime così. No, poi. Ma poi si può dire per radio marchigiano. Anche perché abbiamo pronto? Pronto? Sì. Sì, ciao, buongiorno. Guarda, buongiorno. Sono un amico di Michele, guarda. Era uno scherzo, comunque, non era una cosa vera. Lui tra l'altro non è manco ciociaro, è campano, quindi proprio avevo visto che vado te presa un po' a male, insomma, mi richiamato. Michele, ha fatto uno scherzo? Sì, no, era per cazzeggiare, non era una cosa vera, insomma. Va bene, no. Ne prendiamo atto. Bene, no, era peggio. Questa volta gli è andata bene. Non è bene. Grazie. Trovate magari un modo, no? Perché lo scherzo è divertente anche quando si capisce che è uno scherzo. Francamente, non ha messo che fosse uno scherzo. Non c'era, ma noi pure noi giochiamo sempre. Insomma, il maestro è il re del gioco dello scherzo. Io adoro. Mi sono fatto un sacco di amici con la. Con le battute, con le cose. La grande massima del maestro, forse ripresa da qualcuno, preferirei perdere un amico piuttosto che una battuta. Era nonno che diceva. Ecco. Se è vero. Pronto? Sì. Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Pino. Ciao Pino. Ciao, da 100 celle, Piazza di Mirti. Ah, bene. Tu vero? 100 celle vero. Sì. E tu vero da 100 celle, ecco, non acquisito, ecco. Senti, complimenti intanto per la trasmissione. Volevo chiedere una cosa, ma secondo voi, un parere tecnico, diciamo, ma Zaniolo qualche partita punta centrale, o falso 9 oppure proprio centravanti? Questo momento che c'è solo Dzeko, non si può provare. Secondo me sarebbe devastante, voglio dire. Beh, però, quando non c'è Dzeko c'è, perché non c'è Dzeko? No, dico per farlo rifiatare. Ah, per in quel senso mi dici. Beh, ti faccio rispondere da Ubaldo, che è quello più, una domanda, più preparato di noi. Una domanda frequente che
Ma no, può succedere, perché voi parlate, siete proiettati con l'idea di, cioè, di struttura è forte, quindi ha la capacità di difendere, sì, il pallone, fortissimo, tenere lontano l'avversario, però noi non è che giochiamo con un centravanti che è statico, che è lì, che Dzeko va sempre alla lotta fisica, non mi sembra, è un giocatore che si muove tantissimo sull'asse centrale, ma poi va molto anche sulla sinistra, gioca solo a tre quarti. Sì, si può adattare in maniera diversa, si può adattare, però voi siete troppo orientati su un discorso fisico, poi bisogna guardare quanto diventa importante e indispensabile ai fini di un gioco, di uno sviluppo, sì, l'ho vista, a uno sviluppo tattico. Ci può stare, adesso non lo so che idea si è fatto Fonseca su Zaniolo. No, è vero, lui con i movimenti secondo me potrebbe fare anche quel ruolo. Il problema è che poi un conto è arrivare alla conclusione come fa lui, no? Partendo da una certa posizione, un conto farlo sempre da posizione centrale. Dzeko non ha nessun problema a giocare, a svariare da sinistra, ad allargarsi, a arretrare e poi riproporsi in fase perché ce l'ha dentro quei movimenti. Lui c'ha tutti i movimenti dentro. Zaniolo, tant'è che può giocare da esterno, come da trequartista o da mezzala, c'ha le doti per far tutto, però forse proprio la cosa che gli manca è questa cosa di, cioè, un conto è che ti proponi come fa ieri con quel taglio perfetto, no? Fa una scatto magnifico, viene servito perfettamente da Immobile. Il secondo è il gol classico della mezzala, il tiro spaventoso dal limite dell'area, il tiro improvviso, no? Carica a suo sinistro, lo mette nel 7, dovendo far essenzialmente la punta, perché Dzeko pure con quel movimento fa essenzialmente la punta, bisogna provarlo, cioè non è una cosa che si può improvvisare. Lui rispetto a Totti, visto che il paragone poi fa sempre qui, pure Totti ci ha fatto il centravanti, ma Totti era molto più attaccato, a parte la qualità oggettivamente, ragazzi, da Guerella. Dai, se noi paragoniamo, sì, pensiamo al palleggio di Totti e i piedi di stop di Totti, di stop, lasciamo perdere proprio. Però Totti era anche molto più offensivo, no? come giocatore rispetto a Zaniolo, è uno che lavora, cioè Totti non è che non lavorasse, ma Totti, ragazzi, da tre quarti in su ce n'era per nessuno, anche quando giocava da tre quartista. Spalla alla porta, Totti le mandava in porta il compagno. Lui fa ieri una cosa che mi ha colpito, perché lui fa quel lancio, sa che il movimento Immobile è quello, lo serve alla grande, ma Totti ne faceva tre o quattro a partita di quelle cose lì, eh. Io mi ricordo quando parlammo con Spalletti l'anno che poi lui arrivò alla Roma, no? Perché se inseguivamo il sogno Ancelotti, poi come Ancelotti ci fece una vernacchia. Spalletti parlava di palla traversa, lui era impressionato dal fatto che ogni questo, cioè, senza guardare, no? Tre o quattro volte ti manda l'avversario, il compagno in porta con questi lanci. Ma senza guardare, ma lui già aveva guardato. Lui già aveva visto, già aveva analizzato la situazione. Quindi, la differenza di Totti, del campione, a differenza di tanti altri giocatori, lui ha tolto uno o due tempi, cioè nel senso, certo, il giocatore spesso è portato a ricevere il pallone, controllare la situazione, guarda, e giocare. Oggi non lo puoi più fare. No. E lui ha tolto dei tempi. Lui anticipava. Certo. Allora, quando c'era la possibilità di controllare, ma già sapeva di giocarla, certo, fare un certo tipo di giocata. Quando non la poteva controllare, questo, perché aveva l'avversario addosso, già sapeva che tipo di giocata fare. Non per paragonarli, per dire semplicemente che poi, insomma, ecco, con le caratteristiche di Zaniolo, secondo me avrebbe più difficoltà di quante non ne abbia trovato Totti a fare il centravanti. Pronto? E che dici? Pronto? Va bene, vi ringrazio. Sì, anche noi per averci chiamati. Sì. Tutto bene? Buona giornata, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie. Anche a te, A casa tutto bene? Com'è andata? Tutto a posto? Gentile. Benissimo. Perfetto, ti salutiamo, grazie per averci chiamato. È stato uno dei momenti più belli. Una bella telefonata, si è fatta un'altra. Radiofonicamente molto gradevole, vi ringraziamo anche perché questo innalza molto la qualità di questa trasmissione. Ma che cos'è? E ci fa piacere. Invece, guarda, le dirette ne fate poche, non ne famo troppe, secondo me. Ci do 20 secondi? No, 15. 20 di numero, 10. Perché poi sono incasiniamo. Mi fa sorridere che nel momento in cui Roberto Mancini mette Zaniolo in un ruolo diverso, non dico quasi per provocazione, però faceva sorridere. Perché lui continua a dire che sostiene che sia una mezzala, lo mette una volta a fare l'esterno alto, fa doppietta. Molto, molto curioso. Poi ha cambiato 30 Zaniolo, ruoli ieri in partita. È un giocatore straordinario. Secondo me non verrà venduto. Pensa, non verrà venduto. Se la Roma si vende a Zaniolo, secondo me non si vende a Mosca? Zaniolo. La Mosca c'è, adesso la sistemiamo nell'intervallo. Dobbiamo dare la linea a Matteo. C'è un piccolo spazio pubblicitario. C'è il GR delle 13 e poi c'è Don Mimì. Fatto.
stupido. Pubblicità. Siamo la Global Service Ambiente e siamo tornati! In realtà non ce ne siamo mai andati e da oggi siamo il tuo riferimento per la manutenzione del giardino e di tutte le aree a verde e per i servizi di autospurgo, di gestione dei rifiuti, ma anche per le attività di trasloco e facchinaggio. Chiamaci ora al numero verde 800 998 784 o visita il sito gsambiente.it. Sopralluoghi e preventivi sono sempre gratuiti. Ricorda, Global Service Ambiente 800 998 784. Per realizzare i tuoi progetti basta un quinto del tuo stipendio o della tua pensione. Rivolgiti a Professione Quinto, lo specialista della cessione del quinto. Prestiti per dipendenti e pensionati fino a 87 anni e senza documentazione medica, anche in presenza di disguidi finanziari. Inoltre mutui e prestiti personali anche per lavoratori autonomi. Professione Quinto, numero verde 800 031 551. Ricorda, 800 031 551. Professionequinto.com. Fogli informativi su professionequinto.com. Oh oh oh, alla Trepi Ceramica il Natale è già arrivato! Pavimenti prestigiosi italiani in gres porcellanato di prima scelta tipo legno, cemento e pietra sotto costo. Parche pregiati Listone Giordano Tavar Bauerk a prezzi favolosi. La più bella e completa esposizione di cucine Ernesto Meda e Scavolini di Roma. Vieni a scartare i tuoi regali da Trepi Ceramica. Via della Maglianella 131 e via Appia Nuova 1240 di fronte ippodromo. Trepiceramiche.it. Straordinarie promozioni da Valentino, la grande concessionaria Volkswagen. Move up con clima a 9.000 euro in pronta consegna. Nuova Polo Sport Airline a 129 euro al mese. T-Cross da 17.900 euro. T-Rock da 21.900 euro. Con anticipo zero e finanziamento. Da Valentino concessionaria Volkswagen. Sabato 23 e domenica 24 novembre Black Weekend con special promo e fantastiche degustazioni cibo vino dalle 9 alle 20 in via Tiburtina 1097 800 metri entro il Gra. E dal lunedì al sabato anche in via Paesiello e a Largo Lanciano. ValentinoAutomobili.it. È la mia nuova acqua di casa. Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio. Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it. Ciao amici cari, sono nel mio villaggio da Spazio Verde a Terni. Quest'anno è tutto nuovo, molto più bello. Ma guarda qua che eleganza, non riesco a descrivere tutto. Sono oltre 3.000 metri quadrati. È il mercatino di Natale al coperto più grande del centro Italia, con tutte le comodità, parcheggi, bar e tanto altro. Vi aspetto da Spazio Verde a Terni, strada Maratta Bassa 91, www.spazioverdeterni.com. Seguici su Facebook. Oh oh oh! Cerchi una scuola professionale di tatuaggio artistico estetico? Accademia Romana del Tatuaggio. Iscriviti al corso regionale tenuto da professionisti dell'Eternal City Tattoo che ti permetterà di iniziare la tua attività. Ci trovi presso la scuola estetica Dora Bruschi, la più antica di Roma, in via Pietro Cossa 13, zona Piazza Cavour. Info allo 06 70 49 55 06 e su accademiaromanadeltatuaggio.it. Siamo anche su Facebook e Instagram. Ad Anzio, nel comprensorio Regalati un sogno, puoi comprare o farti costruire la villa dei tuoi sogni. Ti aspettano deliziose ville unifamiliari di ampia metratura con giardino a condizioni vantaggiose, anche con la formula affitto e riscatto o con permute. Regalati un sogno al chilometro 34.800 della via Nettunense, a 3 minuti dal centro di Anzio. Per informazioni e visite Reimmobiliari al 347 11 38 534 o su reimmobiliari.it. Hai un ristorante o un'attività commerciale e vuoi migliorarne l'acustica? Oppure i tuoi vicini ascoltano lo stereo o il televisore ad un volume troppo alto? Con le innovative soluzioni di Zampetti Distribuzione risolvi definitivamente questi fastidiosi problemi sonori e senza interventi murari. Dona ai tuoi ambienti il benessere acustico e migliora la qualità della tua vita. Contatta Zampetti Distribuzione allo 06 41 30 701 o vieni nel nostro showroom in via di Casalbianco 196, Tiburtina, Roma. Teleradio Stereo. Teleradio Stereo. 92.7. Sono le 12 e 58 minuti.
Il segnale orario su Teleradio Stereo è presentato da Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154. Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione. Buon pomeriggio, perquisizioni e sequestri da parte della Guardia di Finanza sono in corso negli uffici di Taranto e di Milano di ArcelorMittal. Gli interventi sono stati disposti su delega delle due procure, quella di Taranto e Milano, che indagano parallelamente dopo l'esposto presentato dai commissari dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria. Leggiamo dal sito di Repubblica: a Taranto la Guardia di Finanza sta acquisendo documentazione di tutto quanto abbia attinenza con movimento di merci, ordine e stato di manutenzione degli impianti, in base a quanto segnalato alla procura nell'esposto presentato dai commissari. L'inchiesta, tuttora contro ignoti, riguarda presunte condotte illecite di ArcelorMittal, in particolare in merito alle ipotesi di reati di distruzione di merci di produzione e di appropriazione indebita. In queste ore vi ricordo che ArcelorMittal ha deciso di fare marcia indietro, niente spegnimento degli altoforni e trattativa ripresa con il governo, rimane il nodo dello scudo penale. Voltiamo pagina, è tornato libero Marcello De Vito, ex presidente dell'Assemblea Capitolina, arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo con l'accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell'inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Lo ha deciso il Tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo è stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre. La Cassazione lo scorso 23 agosto scrisse che le accuse a De Vito non reggono e si basano su motivazioni insufficienti. Su alcuni siti circola in queste ore una notizia: autostrada Roma-L'Aquila dal 1 dicembre rincari del 20%, sarebbe un vero e proprio salasso per i pendolari. Noi poco fa abbiamo chiamato Strada dei Parchi, ci hanno detto che sono in corso delle riunioni, contiamo di darvi un aggiornamento su questa notizia alle ore 15. Per il momento è tutto, tra poco Mimmo Ferretti, buon ascolto. Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Porto acceso dalla passione, 11 letti, Roma chiamò, e sul tarzone del cupolone, nanna la maglia tu colori e trovò. Di tu colori, è Roma nostra. Oggi signora del football, non più maestri né professori, ma sono loro perché Roma c'è già qua. Con Masetti che è in primo portiere, e Micheli Spuglia che è un piacere, poi c'è Tamburello, Bettolini con Gran Fulvio Bernardini. Don Mimì, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, buongiorno. Stefano, buongiorno. Jacopo, buongiorno. Buon appetito a tutti, La vedeste? Mimì, la vedeste? Don Mimì. Ricca, è aggiornamento professionale, tu sai, avrei fatto anche volentieri a meno di sta amichevole, però poi dopo siamo lì, l'abbiamo vista. E devo dire la verità, no? La prima riflessione che ho fatto è: meno male che Mkhitaryan non ha giocato, perché se avesse giocato pure Mkhitaryan nell'Armenia, ti ammazza, guarda chi abbiamo preso, guarda le cose, eccetera eccetera. Invece non ha giocato, e questo ci rafforza la tesi che lui è uno bravino, perché insomma non era mai capitato, io credo, che l'Armenia prendesse 9 gol in una partita ufficiale così importante, non c'era Mkhitaryan, e questo mi fa un pochino mi dà un pochino di sollievo al pensiero che questo ragazzo finalmente sarà pronto. Voi l'avete vista, immagino, avete già parlato stamattina. Abbiamo detto che Mancini scopiazza un pochetto. Però è una tesi di Ubaldo già da qualche Ubaldo tempo. Ubaldo dice. Hai visto che gioca con la scatola come lui? Sì, però lui ha la scatola, però si è portato i meglio maghi per aprire. Fiocco si è portato. Ha fatto tutto senza batter ciglio perché non ce la faceva. No, non può batter ciglio perché gli si strappa tutto. No, che sei matto, un sorriso deve essere quello che se poco allarga un po' più il sorriso gli ritroviamo orecchie al bar del tennis, però questo è un altro. Ma che scena è? No, per dire, è un modo di dire, però adesso vuoi non vuoi,
l'Armenia è veramente una squadra abbastanza ridicola, anche se poi la classifica potrebbe aiutarci a dire una cosa contraria. Però poi 10, anzi 11 partite di fila, compresa Michele, non le vinci se non sei una buona squadra. E io ho l'impressione che lui abbia, lui Mancini abbia a disposizione una buona squadra, all'interno della quale ci sono dei calciatori della Roma. Uno in particolare ieri che ha fatto due gol, ma come fai a sorprenderti se Zaniolo fa due gol in nazionale? Non ti devi, non ti devi sorprendere, perché Zaniolo è Zaniolo, nel senso che se non fosse stato Zaniolo probabilmente Mancini non l'avrebbe convocato quando ancora non aveva giocato un minuto in prima squadra, probabilmente Di Francesco non l'avrebbe fatto esordire in Champions League quando ancora non aveva mai giocato un minuto in Serie A. Quindi siamo di fronte a un ragazzo che ha delle doti molto importanti, che piano piano le sta affinando. Devo dire, io sono, tu lo sai Riccardo, io sono maniaco dei particolari, delle cose che poi spesso e volentieri mi vado a spizzare in un modo o nell'altro. La cosa che più non mi è piaciuta di Zaniolo è stata che al 20° secondo ha fatto un fallo su uno in momenti, no? Quindi, no, sì, io lo dico perché è andato dritto, sì. Ce l'hai presente un po'. Metà campo. Metà campo, ma 20 secondi. Aspetta. È migliorato intanto, Mimmo, in questo deve, sì, deve crescere ancora. Sì, evitarsi, esatto, i falli stupidi. Ma anche perché non gli portano niente se non magari qualche. Perché tu vedrai, Stefano, che lui sta in difesa adesso con la Roma? Sì, assolutamente sì. Però ti dico che poi il pericolo, anzi no, il problema, il pericolo maggiore è che lui venga etichettato come uno in campo scorretto, non so come dirlo, per via di questi continui cartellini. Ecco, io su questo realtà, sono oggi ho letto pure che qualche giornale di quelli che tra l'altro ha lanciato dei sospetti si è accorto che questo non si capisce per quale motivo viene considerato, come va di moda dire adesso, un bad boy. Cioè che ha fatto un questo? Bad boy semplicemente questo perché è arrivato due volte in ritardo a un allenamento. Sì, cioè, qual è il problema? Amico de, che ha, cioè non può essere un bad boy. Secondo me, faccio un esempio molto stupido, è quello che a 18 anni un giorno prende la patente e comincia a far matto tutta la notte in giro per Roma, tanto per dire una cosa, no? E non, se non ricordo male, Jacopo, tu aiutami perché in queste cose sei maestro, la patente è ancora un qualcosa che, no? Insomma, sì, per dire, sì, no? Se uno volesse o avesse veramente voglia di esprimersi in alcuni modi, poi meglio non esprimersi, no, meglio di no, insomma. Però ti dico, Stefano, c'è molta approssimazione quando esce un e quando viene alla ribalta un giocatore così, soprattutto della Roma, 20 anni, che fa tanto bene, ha fatto una serie infinita di gol, e quindi è facile poi buttargli addosso anche delle etichette, no? L'importante è che lui continui a fare quelle interviste che ha fatto poi nel post partita di ieri, durante la quale ha dimostrato di averci il cervello abbondantemente all'interno della capoccia e la capoccia abbondantemente sulle spalle, perché sembra quasi sfiorare la perfezione, no, quando lui fa queste interviste, magari dicendo cose banali ma non dicendo delle cose stupide, non so come dirlo. Quindi a 20 anni io mi accontento di questo, me lo tengo stretto, e mi fa molto sorridere, ne parlavamo un sacco di volte ieri, anche nei giorni passati, di questa sua polivalenza, si può dire, Stefano, tattica, perché come parte esterno, gioca poi mezzala, in realtà stava sempre in una certa posizione solo da una parte piuttosto che dall'altra, per Ubaldo la prima volta a destra, la seconda volta a sinistra, sì, ma il suo gioco è quello. E ancora una volta io credo che lui abbia dimostrato che più parte da lontano, più c'è a campo per poter sgambare, come si diceva una volta, è meglio è. Perché lui è uno che c'ha bisogno di mettersi in movimento, di mettersi in azione, ad avere lo spazio davanti a sé, probabilmente troppo stretto, troppo dentro il campo, troppo centrale, non avrebbe la facilità e la capacità forse di andare così bene spedito verso la porta avversaria. Beh, questo per adesso comunque. Sì, ma certo, 20 anni, oh. 20 no, anni. No, no, certo, certo. Poi cresce, poi migliorare, poi le cose che devi fare, però la palla che dà Immobile sul, cos'era? Perso il punto. 4-0. Quarto gol è una roba. Quel 4-0, sì. Una roba da sta male, no? Sì. Perché una giocata, come ti posso dire, quelle che ti vengono in mente se tu ce l'hai la capoccia per pensare a quella giocata, se no lì te la stoppi, alzi, guardi, vedi quello che devi fare, invece giochi la palla di prima e vuol dire che sei un bravo ragazzetto, che noi ci teniamo stretti, molto stretti, molto stretti, e vediamo quello che succederà. Insomma, mi sembra che tutti coloro che hanno delle preoccupazioni, perché sono all'ordine del giorno, no? Tutti quelli che hanno paura ogni volta che Zaniolo fa una buona partita, ecco là, questo perché mo e qua non se lo teniamo e qua non se lo venderanno,
questo noi non lo possiamo sapere. Possiamo dire, se non altro, l'abbiamo detto un milione di volte, che la società ha fatto più di quello che doveva fare, secondo me, perché non solo gli ha fatto il contratto lungo quando l'ha preso, ma poi l'ha anche ritoccato e messo a posto, quindi vuol dire che la società, dal suo punto di vista, fa quello che deve fare. Cominciare a dire a fine stagione a Roma se venne Zaniolo mi sembra veramente uno sport che non va di moda, almeno in questo momento, poi chissà. Beh, io non stavo scherzando tanto prima o questi giorni, quando, o da un po' di tempo, no Riccardo, quando faccio la battuta e dico la Roma di Fonseca è molto vicino alla nazionale, o la nazionale è molto vicino a... E ieri ne è stata ancora di più la conferma in questo senso. Però c'è una situazione tattica che diventa fondamentale, che secondo me fa la differenza. Dica. Che ancora alla Roma manca questa, con una certa convinzione, cioè? È quella del recupero palla. Recupero palla, La pressione, la pressione alta. Noi spesso siamo costretti a partire da lontano dalla porta avversaria. E invece c'è questa capacità organizzativa che Mancini è riuscito, e secondo me non è una questione perché agli uomini, no, è una questione di testa, dici tu, cioè mentale. Sì, entra nella capoccia dei giocatori, quel principio ci può stare. Però te lo dico, secondo me ti aiuta. Intanto mi sembra di capire che diventa ufficiale il ritorno di Luis Enrique. Era stato anticipato, era ufficioso. È una splendida notizia, ovviamente. Veramente bella, però devo dire che in tutto questo io trovo anche un atto di grandissima classe da parte di Luis Enrique, perché ha aspettato che finissero le partite di qualificazione, ha dato la giusta vetrina a Moreno, che aveva preso il suo posto. La Spagna anche ieri ha vinto la partita abbondantemente, con grande facilità. E con un'avversaria neanche banale. Neanche tanto banale. La Romania non è l'Armenia, se vogliamo essere proprio sinceri fino in fondo. Assolutamente no. E dopo ha pensato di tornare sul palcoscenico, dove tutti, per motivo facilmente intuibile, lo aspettavamo. E ci fa, a me personalmente fa molto piacere per l'uomo, per l'allenatore, per tutto quello che rappresenta Luis Enrique. Però vorrei cogliere appunto questo piccolo aspetto della tempistica, cioè aspettato veramente che finissero le partite di qualificazione, e poi ha detto: eccomi qua, io sono pronto, e ha dato la giusta vetrina agli altri. Però tornando al discorso primo, Baldo, quello della riconquista del pallone dell'Italia, stavo dicendo che al di là del fatto degli uomini, però se tu hai i giocatori che probabilmente nella Roma non hai, da un punto di vista tecnico e mentale, probabilmente quello ti aiuta, anche se è difficile fare un paragone fra una nazionale e una squadra di club. Però devo dire che la cosa che maggiormente mi ha colpito dell'Italia, anche per come gioca, è che sembra quasi più una squadra di club che una selezione, non so come dirlo. Perché ci sono delle giocate, degli automatismi che tu difficilmente li avevi visti in passato, cioè nel senso che spesso e volentieri i selezionatori hanno preso il meglio del campionato, hanno messo insieme, diciamo, gli 11 migliori del campionato e l'hanno portato in nazionale, ma non sempre hanno avuto la risposta che magari loro si attendevano, diciamo così. Invece Mancini ha trovato un'alchimia giusta, ha continuato a variare continuamente poi gli interpreti, però il rendimento è stato sempre quello. Vuol dire che di fondo c'è una base, ma secondo me c'è anche un grande gruppo, perché cioè adesso sembra veramente una cosa un po' patetica, no Jacopo, tu che sei esperto di cose patetiche, perché me l'hanno raccontato, lo sanno tutti. Tu avete visto che cosa è successo dopo il gol di Chiesa, che cos'era, l'ottavo, il nono, hanno esultato come dei pazzi, nono gol, esulti in quel modo. Evidentemente, perché il primo gol di Chiesa, esatto, sì, Stefano, perfetto. Però ti dà l'idea di come ci sia un gruppo, anche le feste al gol di Orsolini, no? Cioè, c'è un grande gruppo, e questo devo dire che è merito dell'allenatore, Ubaldo, giusto? Giusto. Perché se tu non c'è un allenatore che è in grado di cementare tutto quanto, se tu riesci a mandare in panchina tutti con il sorriso e a trovarli pronti quando poi vengono chiamati in causa, vuol dire che è merito dell'allenatore, e in questo senso uno deve rispettare profondamente il lavoro dell'allenatore, come in nazionale andrebbe anche rispettato nei club. Però il parallelismo tra Roma e nazionale, nazionale e Roma ci sta. Ad esempio, Ubaldo, io non so se ormai è un modo di lavorare che appartiene un po' a tutti gli allenatori tra virgolette moderni, però la costruzione a tre da dietro è proprio ormai una tassa fissa per tante squadre. Lo fa la Roma,
ha fatto la Roma col 3,5 famoso del de Spalletti, me lo ricordo a casa del Napoli, no? Vi ricorderete? Il Napoli di Sarri gli diede una bambola che infine mai, 3-1 per la Roma, con Florenzi in una posizione ibrida, e lì cominciò a giocare questo 3,5 che farà altre cose. Poi Stefano, tu ricorderai, Spalletti disse: l'ho mutuato, per non dire copiato, da Paolo Sosa, e lo faceva nella Fiorentina. Te lo ricordi, certo, no? Certo. Quindi quelli erano i prodromi, diciamo così. Cosa? Erano i prodromi. Adesso invece un pochino tutti giocano in questa maniera. Voi sapete che io sono abbastanza malato, no? Quindi non c'è bisogno di dirlo. Però mi è capitato di vedere la Roma Under 17. Tu dici: vabbè, là non stai bene. E non sto bene, no, perché comunque, siccome mi occupo e mi interessa di Roma, mi vado a spezzare tutto quello che può essere. E se voi vedete giocare la Roma Under 17, vedete che gioca esattamente come la prima squadra. Se ti capita, Ubaldo, tu che hai la possibilità a Roma TV e cose di questo genere, quando parte l'azione c'è il mediano che scende fra i due centrali che si allargano, i due esterni vanno a fare le ali e il centrale di centrocampo comincia l'azione fra i due centrali di difesa, che ormai è diventata una consuetudine. Però vederlo fare in Serie A, in prima squadra, è un conto. Se tu vedi che cominciano a farlo già nelle categorie inferiori, cioè anche nell'Under 17 piuttosto che nell'Under 15, Under 16 della Roma, vuol dire che c'è un'idea di base. Allora non è così, come ti posso dire, da scartare l'idea che si possa creare proprio un tipo di calcio che sia un'identità della squadra, della società, in questo senso, della Roma. Beh, alcune, certo, alcuni club questo, famosi lo fa, cioè l'Ajax è famoso, Barcellona. In su, sì, fanno. E secondo me questo aiuta, perché quando tu prendi un ragazzo del settore giovanile e sei costretto, per forza di cose, magari perché sei obbligato per mille motivi a portarlo in prima squadra, lui già si trova un pochino a proprio agio, perché sa come si gioca, sa che si gioca in quel modo, ed è un modo che lui gioca tutti i giorni, anche se a livelli inferiori. Però adesso per fortuna alle nazionali no, ci manca questa tornata di stasera, poi avremo messo da parte pure questa sosta e finalmente si ricomincerà a pensare al campionato. Bentornato. Tonali, per esempio, gioca col Brescia. Stana, per esempio, ci stana. Jesse Joronen, Tonali è tanta roba, è 2000, Bel giocatore, un bel giocatore, fate la fine a dire che è il nuovo Pirlo, perché se vuoi urlarlo che non è il nuovo Pirlo, no, lo dice lui, non è appunto Pirlo. No, siccome magari non lo sentono, ma il ruolo sarebbe quello, la posizione, no, lui gioca a mezzala, lui dice che è Gattuso, però, con più tecnica, però è estremamente curioso che, insomma, che non è, cioè Gattuso con più tecnica, sì, non dico che siamo a livelli di possiamo Iniesta, dire che insomma, lui stesso che pubblicamente ha dichiarato: io mi ispiro a Gattuso, quando lo vedi giocare in campo tutto sembra tranne che Gattuso, ha un'eleganza nel modo di toccare il pallone. No, faccio il nome di Tonali perché domenica ci sarà Roma Brescia, quindi ci sarà la possibilità. La determinazione, la volontà, lo spirito. Non per il modo di giocare, perché non mi sembra proprio. No, cioè, no. Tecnico. Però insomma ci sarà la possibilità di vederla all'Olimpico, capire che Roma farà, che Roma sarà, chi giocherà, chi non giocherà. Questo l'abbiamo già cominciato a accennare ieri. Poi da domani probabilmente si comincerà a pensarci un pochino meglio, perché saranno rientrati tutti quanti. Già, che avete visto, ha fatto un 20 minuti di scioltezza per tenere la gamba un po' allenata, perché non c'era bisogno di fare un'altra partita intera. Quindi fino adesso, Jacopo, il bollettino che cosa recita? Recita il fischio. Riguardo tutti i ragazzi che erano in nazionale, come siamo posizionati? No, mancano Fuzzato e Kluivert. Fuzzato però è il terzo portiere, se si fa male pure il terzo portiere siamo rovinati, perché quando si fa male scende dalle scale del pullman. Fuzzato gioca alle 14:30. Gioca? No, gioca nel senso prenderà parte a Brasile, Corea del Sud. Bella, che bella. E poi ci sarà Kluivert che giocherà alle 18:30. Quella è una bella partita però. Under 21. Sì, Under 21 contro l'Inghilterra, quella è una bella partita. È una bella partita. Pronostico? Non lo so, lei che si è giocato? Lei che si è giocato? No, io non gioco, ho smesso da anni ormai di giocare. Da quando? Da anni, diciamo, okay. E quindi non mi avventuro più. Dommimi, Rizzoli fa mea culpa, Rizzoli che è partito bene. Come Rizzoli? Ma Rizzoli che quello che faceva l'arbitro? No, pensavo quello che facesse l'editore, no? Esattamente, sì. L'Angelo si chiamava. Marito di Eleonora Giorgi, no? Ex marito di Eleonora Giorgi. Certo.
E che dice Riccardo? Vogliamo ricordare che cosa dice Rizzoli? Saremmo dovuti andare ad ogni, da ogni società a spiegare il regolamento. E ha proseguito Rizzoli parlando di una regola dei falli di mano, è la regola più difficile da applicare, rimane molto complicata ed è difficile trovare uniformità. Molto dipende dalla cultura e della preparazione. Ma quante chiacchiere inutili. Dobbiamo rispettare la parola volontarietà. Questo non vuol dire che non resettare, si debbano dice, dobbiamo resettare. Amore, invece che ho detto rispettare. Amore, resettano. Amore, resettano. Vogliono resettare la parola volontarietà, questo non vuol dire che non si debbano interpretare però i falli di mano. Ho capito, però l'interpretazione poi porta ad una sorta di, come posso dire, stavolta sì, stavolta no, stavolta sì, stavolta no, non c'è una regola certa. L'interpretazione, secondo me, no, dà un po' in là a troppe interpretazioni. La moviola non dovrebbe, o comunque quando tu hai uno strumento di quel genere dovrebbe dare soltanto delle certezze, e tu non puoi avere una volta una certezza dentiva e una certezza dell'altro. Il fatto che gli arbitri stiano cercando continuamente questo contatto, no, con il mondo del calcio, con i dirigenti, con i capitani, con gli allenatori, insomma, Stefano, ci fa pensare che un pochino se la sentono che più di qualcosa hanno sbagliato, perché se no, ma lui lo ammette, lui parla di momento difficile, dice che adesso contano molto su questa, io mi auguro non combina altri casini, ne ha parlato pure Gravina, questa room control centralizzata della VAR che dovrebbe essere a Coverciano, ci sarà una sala che seguirà tutte le partite, immagino centrale, con esercito di osservatori, però già io insomma ricordo queste cose, deve averle lette già da 9-10 mesi fa, si diceva che doveva partire subito. Lì, credo che tecnicamente che ci sia qualche problema, c'è anche un problema di selezione poi del personale addetto. Ma c'è la prima frase: il VAR non nasce per eliminare gli errori. Ah no, come no? A che serve? Guarda, ma per restituire credibilità allo sport più amato. Quindi, quindi non c'era credibilità. No. Attenzione, perché qui poi mi ci trovate. Perché qualche tempo fa in un convegno che c'è stato organizzato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano, tu ricorderai che a questo convegno prese parte Infantino, il presidente della FIFA, il quale disse con il VAR il calcio è più bello e più giusto. Aspetta, allora io mi sono indignato con me stesso, e magari la prima, che era ingiusto, cioè allora state certificando che il calcio è stato ingiusto e che adesso è più giusto, ma più giusto in che senso? Se tu ad esempio hai il VAR e mi butti fuori Fazio in quel modo a Udine, è più giusto e più bello? È più giusto e più bello se tu c'hai la possibilità di rivedere un fallo di mano clamoroso e non lo vai a rivedere? È più bello o più giusto? Ecco perché io stavo dicendo, tutte queste chiacchiere, stavo terminando prima il concetto, secondo me mi danno ancora più l'idea, al di là di quello che ha detto Rizzoli, che loro stanno veramente in mezzo a un mare dei guai, perché tra un protocollo, una norma, una prassi, una regola scritta, una non scritta, hanno fatto un casino che non finisce più, perché il VAR, la VAR, chiamatela come vi pare, doveva servire a mettere fine a qualsiasi tipo di dubbio, e invece ha aumentato i dubbi, come ha aumentato la discrezionalità, perché se tu parli di interpretazione, Riccardo, come parlano loro, vuol dire che tu a tua discrezione interpreti il fallo, ma non si può fare, non si deve fare, perché se no va a finire che una volta un fallo me lo punisci in un modo e lo stesso fallo la volta successiva me lo munisce in maniera diversa, perché l'arbitro lo interpreta in maniera diversa. Ma di che stiamo a parlare? Allora, siccome non si potrà più tornare indietro, no Stefano? Questo lo sappiamo, quando vengono prese queste decisioni. Non puoi più tornare indietro, certo. Adesso il VAR, poi dopo la cosa clamorosa, e qui riporto nell'alveo romanista, è che la partita più rubata della stagione è Roma-Borussia Mönchengladbach, col fallo da rigore fischiato per il colpo di testa di Smalling in una partita in cui non c'era il VAR. Allora mettemmi d'accordo, o il VAR c'è per tutto a cominciare dai preliminari, oppure non c'è sta, perché non può essere che io vengo penalizzato in quel modo e non vado magari facendo gli scongiuri ai sedicesimi di finale dove poi ci sarà il VAR e non ci vado perché quella partita, non essendoci il VAR, nessuno ha visto che non era calcio di rigore. Ma questo è un calcio più bello e più giusto, stai, aiutatemi. No, decisamente no. Decisamente. E allora mettetevi d'accordo e fate una cosa che non dia alito, come diceva un amichetto mio della Maiana, che non dia alito a interpretazioni e quindi a discrezionalità. Sarà possibile? No, e allora levatelo. Allora levatelo. Se voi fate una cosa per migliorare il mondo del calcio, secondo voi in questo strumento doveva o comunque era indispensabile per aiutare il mondo del calcio, non lo state aiutando,
non lo state aiutando. Tornate indietro, per carità. Certo. Domini, come vi ponete con l'ingresso del Botulino nel calcio? Beh, devo dire che Botulino. Ingresso Botulino nel corpo di Mancini. Non è Botulino. Ah, stai parlando del CT, per favore. Diciamo che c'è un... Ma esistono le creme, ma dai, le creme, anche le punturine, però le creme, si sono alzate anche le sopracciglia. Domimì, gli si sono alzate addirittura le sopracciglia. T'ho detto che se ride un pochetto di troppo gli parte la orecchia e va al bar del tennis. No, bisogna stare attenti a questo. Ma quando si arrabbia di notte, soprattutto ieri in conferenza stampa era impressionante, non riusciva a chiudere gli occhi mentre attenzione della partita. Non è bello, delle vittorie. Ah, era tirato per la partita. Era tirato per la partita, era molto tirato. Era bello, è la gioia di... quando sei Madonna, questa è di una bellezza, numero uno staccato, c'è Domini che applaude, signor Galopera, numero uno staccato, era tirato, non riesce a dormire neanche la notte, sembra, perché non gli fa chiudere gli occhi, dice no, c'è il pericolo, mette no? Le bende quelle scure che si utilizzano in aereo, ma per state parlando del CT della nazionale, è lui che si è tirato, mica pure il record dei punti, no, dico, dovreste un attimino avere un po' più, c'è il record dei punti pure quelli sottocutanei, siete veramente bravi, i punti di sutura, ma no, perché adesso secondo me il questo forse è un po' il tecnico della Germania l'ha portato, deve essere anche un po' immagine, sì, un po' figo, un po' però si mette le mani dentro le palle e poi dopo si mette io non so se questo si può dire, come però... le scimmiette, io ci dissociamo, un grattaccio e poi una scaccolazio, tutto in rapida successione. Scusi Domini, invece lei come si pone nei confronti delle parole dell'attuale direttore sportivo del Siviglia? Quante critiche a Roma, ero stravolto. La mia faccia era stravolta. Non c'ho più. Non, veramente, aiutatemi a insultarlo, perché veramente non. Ho finito le parole. Pensate che era talmente stravolto che lui, quando ha deciso di andarsene da sta città, era talmente stravolto che il lutto gli è durato 9 giorni. 9? Jacopo? Sì. Era talmente stravolto che dice, sono stravolto, che faccio? Mi più un mese, 2, 3, 4 mesi per stare un attimo tranquillo? No, dopo 9 giorni aveva già firmato per il Siviglia, secondo me ha già fatto prima, però vabbè, dopo 9 giorni è stato ufficializzato il suo ritorno al Siviglia con uno stipendio quasi il doppio di quello che piava la Roma. Scusa, com'era l'aggettivo? Stravolto. Pensa quant'era stravolto, era stravolto perché piava a metà di quello che piava adesso a Siviglia. Qui a Roma, ma per piacere, ma l'arte del silenzio, Stefano, talvolta non sarebbe meglio. Ma sì, ma saremo di qui, avete preso un mare di soldi, avete fatto buone cose, avete fatto cattive cose, vi ricordo sempre che tutti coloro che ci provano a dire che Monchi è quello che ha portato Zaniolo alla Roma, ricordatevi che Zaniolo manco sapeva chi era Monchi quando è venuto alla Roma, e l'ultimo giorno di mercato certificato dai diretti protagonisti, Monchi lo stava dal Genoa. Oh! In prestito, in prestito. Fermi tutti, non cominciate a dire, perché se no Monchi e Monchi da qui Monchi. Monchi ha fatto più danni da grandine, se può dire. Semplicemente, se volete facciamo un nome, ma dobbiamo farlo, Riccardo. No, ma Zaniolo è Zaniolo parliamo, no? Zaniolo. No, io stavo parlando sì, di Zaniolo che lui non c'entra niente. Che non c'entra niente per come è stato preso? No, che lui manco lo conosceva, perché a Zaniolo... No. Sì, no. Ah, quello, okay, questo a noi ci è stato raccontato e io ci credo pure. Sì. Alla fine però la trattativa l'ha fatta lui. Sì, la verità è che lui non sapesse chi era, però lui era più giusto che lo sapesse lui che noi. Nessuno sapevamo, ma neanche l'allenatore, perché se non lo convoca Mancini... in nazionale ancora prima, ma Di Francesco poi si inventa di farlo giocare per dare una scossa agli anziani, vi ricordate? Perché la sua missione, Di far esordire. Poi Riccardo sa perfettamente che i Pippe sono tutti orfani. Ma credo che neanche Zaniolo sapesse di essere così forte ancora. Beh, lui secondo me lo pensava, perché ti assicuro che quando lui faceva Under 19, Under 20 era veramente bravo e se li mangiava tutti, quindi se uno aveva la voglia di guardare, o il tempo ovviamente, Riccardo, di guardare quelle partite, quella nazionale, sicuramente si sarebbe accorto che c'era un ragazzetto dell'Inter che faceva il fuoco ed era lui. Poi ovviamente, siccome ha fatto una partita all'Olimpico livello primavera contro la Roma di Coppa Italia, se non ricordo male, in cui praticamente la vinse da solo
E ovviamente in tribuna ci stavano tutti i dirigenti da Roma, Moncin c'era di certo, c'erano tutti i dirigenti da Roma che curavano queste cose, e fate i nomi voi, non, tanto, per esempio Massara. Per dire, no? Uno che stava lì era un primo collaboratore, e quando si è detto chi se famo dall'Inter, è come se io ho rotto le scatole quest'estate quando si parlava di Giacca all'Inter, io ho detto beh, se ci danno Sebastiano Esposito, e qualcuno ha detto e chi è sto Sebastiano Esposito? Beh, guardatevi le partite. Ieri Riccardo tu mi hai fatto il nome di un ragazzo, poi io mi sono andato un attimo a spezzare. Si tratta di Artistico, ragazzetto del 2008. Io spero che si possa parlare in termini entusiastici di questo ragazzo, come si è parlato ad esempio qualche mese fa di altri ragazzi che io ho seguito. Me lo auguro veramente di cuore a lui e a tutta la sua famiglia. Però se uno c'ha voglia di vedersi quei campioni, io sono malato perché cerco di vedermi tutto quello che posso vedermi della Roma. Allora mi vedo l'Under 15, mi vedo l'Under 16. A proposito di questo, Don Mimì, Andrea mi dice: ci sta un giocatorino, io non ve lo farò mai il nome, non ve lo farò mai. Lo faccio io? Però se Under 16 è 2004, eh? No, mi sa che è Under 17. 2017 sì, li conosco tutti, e se vuoi fammi noi, però non ti dico se è lui. Se Matteo no. Bruno. T'ho detto che non faccio né nomi, non faccio niente. Però ci sono dei giocatorini che, come direbbe qualcuno, Toccarucci, vanno seguiti con grande attenzione, eh? Quindi insomma, per non farsi trovare impreparati, perché se qualcuno conosceva Zaniolo quando ancora era dalla prima dell'Inter è perché l'ha visto giocare nella primavera, non è che l'ha visto giocare o l'ha visto giocare nell'Under 19 e nell'Under 20. Quindi io do un consiglio a tutti quelli, coloro che seguono la Roma ad esempio, lo fanno in maniera quotidiana come cronisti, ogni tanto perdete pure tempo a andare a vedere le squadre del settore giovanile, almeno una volta che se vi capita andate a vedere la primavera, l'Under 17, l'Under 16, così non vi trovate impreparati quando magari no, c'è da dire qualche cosa su questo, su quello, e poi vi servirà in futuro, perché quelli che stanno lì e sono bravi, poi non è che a Roma li caccia, tra due anni quelli che stanno all'Under 17 fanno parte della primavera, e quindi quelli che fanno parte della primavera si allenano con la prima squadra, e quando vanno a allenarsi con la prima squadra non stai lì a dire ah ma chi è questo, come mai, perché ci sta, e mi fate tutto il coso, no? Lo screaming, capito? Certo. Ma se, dalla tua esperienza, dalla vostra esperienza, come sono diversi i giovani di adesso rispetto a quelli che hai conosciuto te? Allora, ci siamo conosciuti, te lo dico subito, periodo. Guarda, l'altra domenica c'era il telefonino. No, aspetta, no, ma dici in campo, Ubaldo? In generale, io parlo del campo, fuori ne conosco. L'altra settimana io sono andato a vedere Roma Atalanta primavera, no? Al Tre Fontane. E lì ho ritrovato, te l'ho raccontato, Ubaldo, un sacco di gente. E ci siamo messi a parlare proprio di questa, anche di queste cose qui. Oggi i ragazzi sono tutti molto più tatticizzati, diciamo così, no? Sono meno tecnici, cioè trovi a fatica uno che è forte tecnicamente e te fa la giocata. In pochi rischiano la giocata, tutti sono belli inquadrati, te l'ho detto, stavo vedendo l'Under 17, che non è manco la prima squadra del settore giovanile, perché c'è sta primavera, Under 18 e poi l'Under 17, benissimo, che già te fanno tutte le cose della prima squadra, quindi a loro viene insegnato questo, ma io vorrei che venisse lasciata un pochino più libera la libertà, la tecnica, la fantasia anche di questi ragazzi. Invece spesso e volentieri vengono inquadrati già fin da bambini, ma bambini veri, con un rigore tattico che secondo me talvolta è esagerato. E questa è la, mentre invece ai tuoi tempi, quando tu facevi la primavera, tanto per dire, quei campionati lì, Ubaldo, tu giocavi come ti veniva da giocare, certo, sì, dovevi rispettare, certo, se facevi il terzino non potevi andare attacco tutta la partita, però un pochino provavi a fare le cose che tu se c'avevi dentro, mentre invece oggi penso che sono tutti estremamente tatticizzati, un bene, un male, sarebbe una bella discussione qualora avessimo la voglia di farla, anche il tempo, per capire come poi ti cambia il modo di giocare a pallone. Prima se giocava per strada, dovevi stare attento alle macchine che passavano e il pallone andava sotto un uovo di chiappa. Oggi voi mi dovete dire una cosa. Scusami. No, aspetta, fammi fare questa domanda, scusami Ubaldo se ti ho interrotto. Mi dite quanti di voi l'ultima volta quando è stata che hanno visto dei ragazzetti giocare a pallone per strada? Ma dove stanno i giardinetti? No, ma per strada proprio. Per strada non gioca più nessuno. Per strada, il marciapiede, lo sperpiazzale. No, non si può. Non fare. C'è più. Vabbè, nessuno. La PlayStation ha rovinato tutti. Tutti l'ha rovinati. Ammazza. È così, Ricca.
Proprio così, Don Mimì? La rovinati! Oh, che ha fatto? Madonna! La rovinati! Lo sapete, Don Mimì, che a un certo momento si sono mezzi, diciamo così, appiccicati Montella e Rizzoli? Ma sì. Dai, è strano che Montella ne è per niente rosico. No, beh no, poi cioè, gli hanno fatto due o tre. Beh, è vero, no? È vero. Se c'è uno che si deve incavolare dopo Paolino Nosso, al quale vogliamo tanto bene, è Montella. Oh. Insomma, e che si arrabbia Sarri? O si arrabbia Antonio Conte? Che si arrabbiano questi? Questi si amate. Conte non c'è giocatori, quindi. Conte non c'è giocatore, quindi non si può arrabbiare. E i termini non si sanno, Riccardo, è una cosa molto che mi incuriosisce. Sì, per il rigore, credo però uno dei due, no? Perché la Roma ne venne rassegnati due. Allora, intanto su quello di Rizzoli mi pare che fai i complimenti al Napoli, perché dice solo il capitano è andato a parlare con il direttore di gara. Vabbè, c'era poco da dire, insomma, dopo che l'arbitro ha guardato l'episodio al VAR. Siamo stati poi fortunati che nessuno che interviene successivamente a rigore battuto da Kolarov sia entrato prima in area, se no sarebbe stato un casino, dice Rizzoli. E come no, a Lazio Lecce hanno fatto aspetta, un casino che allora interviene, viene Montella, interviene Montella e dice, però ad esempio il 22 del Napoli, che sarebbe Di Lorenzo, blocca un attaccante della Roma, se io fossi stato un calciatore giallorosso sarei stato penalizzato qualora ci fosse stata una respinta perché non mi permette di andare sul pallone. Allora Rizzoli gli dice veda, però il 22 non interviene sul pallone e secondo quelli che sono i criteri IFAB va bene che non sia stato fatto ripetere, perché il rigore viene annullato solo se il giocatore che poi interviene sulla ribattuta è oltre la linea dell'area di rigore. Lo sai che mi viene da dire, Riccardo? Lo sai che mi viene da dire, Riccardo? Adesso la cometa passa quando cometa. Però ti posso dire calcio. Una volta era molto più facile perché era sempre rigore paio, ci eravamo abituati. Infatti, era un miracolo. Se cioè, vedi, questa è la dimostrazione di rigore, come lo incasinano il calcio, lo complicano, non capiscono, cioè, non ci capiamo niente noi che siamo addetti ai lavori. L'altro giorno Lazio Lecce è stata tirata un ballo la Prassi. Ma io posso arbitrare secondo Prassi, ma io arbitro secondo le regole. Dicesi Prassi, la procedura ordinaria, la procedura è abituale, ma non le regole sono un'altra cosa. È come dice una parola in italiano, si dice in maniera colloquiale, dice annamo, dice, ma si dice, ma non sta sul dizionario, che significa? Quella è Prassi. E Prassi dirà annamo perché noi a Roma diciamo annamo. Come avrebbe detto Feltri, maestro? Numba. Anduma. Don Mimì. Come si dice? No, aspettate. Più bello Fonseca o più bello Mancini? Ma dai, non è artefatto. Secondo me non è un match perché uno è fatto, l'altro è è la Prassi. Allora Don Mimì, e poi comunque se a parità di cose mi prendo sempre Paolino mio. Ma che stai a scherzare? Paolo per Paolo. Ma che l'hai visto come? Ma tu l'hai mai visto? Tu l'hai mai visto con un capello fuori posto, Riccardo? No. Qui in questa città che una volta era magica, ma adesso continua ad essere magica per alcuni versi, ma non è più una. Gli è stato rinfacciato che il derby era nato col pantalone chiaro, la camicia, il mocassino senza calzino. Sì. Vi rendete conto che manica di sozzoni che ci sono, che scrivono e parlano? Ok, allora fatevi conto. Allora, take the bill. Ormai l'ho detto. Grazie, cazzo. Grazie. No, io non credo che. Jacopuzzo va bene, Riccazzo un po' di. No, Riccazzo perché mi è venuto. Stavo pensando, capito? Alla rima bacetta. Ma è una parola che si può dire, però, Credo di sì. C'è sul vocabolario. Ripete, no? No, è. Ripete. No, è uno ricco, però non è uno di quei ricchi. Un Riccastro. Ecco, io lo dico. Alla romana, però, è vero, dice quello è un Riccazzo. Perché se dice Riccastro in italiano. A romana, quello è uno, capito? È un Riccazzo. Capito? Allora, comunque, grazie, Ubaldo, parto da Ubaldo. Grazie Ubaldo, grazie Ubaldazzo, grazie Stefanazzo. Grazie Jacopazzo, sì. Grazie Don Mimmazzo. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie, arrivederla. Ciao. Only mimi sexy mi. Pubblicità.
quale altro ascoltatore di Teleradio Stereo vuole approfittare dell'offerta fuori stagione per le zanzariere Z-Screen? Non aspettare il caos dell'estate quando le zanzare ti pungono e non ti fanno dormire con il prezzo che torna pieno da listino. Approfitta subito dell'offerta fuori stagione, valida fino al 30 novembre. Per te anche un buono di 75 euro per la tua Z-Screen con la garanzia soddisfatto o rimborsato. Chiama subito l'800 196 866 o visita il sito zanzaroma.it. L'unica zanzariera sempre perfetta, l'unica con garanzia totale, l'unica Z-Screen. Hai una Ford con più di 4 anni? Ed è giunta l'ora della manutenzione? Preparati a risparmiare. Presso i centri assistenza Ford Star puoi effettuare il tagliando a soli 129 euro e ti aspettano tante promozioni pensate per te, come sostituzione batteria da 89 euro, sostituzione pastiglie freni anteriori a 109 euro, pneumatici invernali da 69 euro e molto altro ancora. Da Ford Star risparmi senza rinunciare alla qualità dell'assistenza ufficiale e puoi pagare in comode rate a interessi zero. Contattaci allo 06 33 23 52 34 oppure visita fordstar.it. Cucina Enco presenta Cucine a Colori, centro cucine Scavolini, uno showroom interamente dedicato a Scavolini, con cucine classiche e moderne e i nuovi mobili per la zona living e il bagno, in grado di trasmettere vere emozioni e ai prezzi più bassi del centro Italia. Aggiungi fantasia e colore alla tua cucina con Cucine a Colori, in via Gallarate 17, info allo 06 45 54 37 45 o su cucineacolori.it. Nel cuore di Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi, ti aspetta l'Elite 2, lo storico nightclub della capitale. La location perfetta per il tuo addio al celibato. Trascorri la serata sorseggiando un drink in compagnia delle nostre sexy girls e dei loro sensuali spettacoli. Elite 2, aperto dal lunedì al sabato, dalle 23 alle 4, in via dell'Umiltà 77. Info su elite2.com. Special price per gli ascoltatori di Teleradio Stereo. Mamma, come mai in frigo non ci sono più bottiglie d'acqua? Perché abbiamo installato oggi un depuratore Acqua Bria. Così possiamo avere acqua liscia, frizzante e fresca dal nostro rubinetto di casa. Davvero? Certo, sono autorizzati dal Ministero della Salute. E comprandolo direttamente in fabbrica abbiamo risparmiato tantissimo. Così possiamo iscriverti alla scuola calcio che desideravi. Grazie, mamma. Installa anche tu un depuratore Acqua Bria. Informati al 351-622-9060. Eurosurgelati Italia è la catena di negozi con 100 punti vendita a Roma e nel Lazio. Freschezza, qualità e assoluta convenienza. Eurosurgelati Italia ti offre prodotti surgelati di altissima qualità, dall'antipasto al dolce, primi piatti, sughi pronti, pizze, fritti sfiziosi, verdure, gelati e dolci. Famosi sono i prodotti di mare freschissimi, lavorati surgelati già sul peschereccio. Eurosurgelati Italia, un trionfo di prelibatezze surgelate. Scopri il punto vendita più vicino a casa tua su eurosurgelati.it. Linea Gaggioli vi aspetta domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 19.30 per visitare la nuova mostra delle cucine Snaidero, ricchissima di nuovi modelli. E sempre da Linea Gaggioli continuano gli sconti eccezionali di Mo a Casa. Approfittane! Linea Gaggioli, in via Prenestina 1520, www.lineagaggioli.it. Gestisci o vuoi avviare un'attività di bed and breakfast, affittacamere o casa vacanza? Pronto Check-in, una vasta gamma di servizi cuciti su misura per la tua struttura ricettiva. Dalle prenotazioni al check-in, dalle pulizie alla manutenzione, fino alla gestione completa della struttura. Pronto Check-in, info al numero verde 800 894 403 o su prontocheckin.it. UM24, buongiorno, come possiamo aiutarla? Cercavo proprio voi. Devo vendere casa. È vero che voi acquistate direttamente? Vorrei evitare perdite di tempo, proposte vincolate o mutuo, eccetera. Ha chiamato le persone giuste. La UM24 non è una semplice agenzia. Può comprare direttamente. Fissiamo subito l'appuntamento. Allora, mi dica quando è libero. È disponibile? Devi vendere casa bene o in fretta? UM24. E trovi subito l'acquirente per il tuo immobile. Per info, um24.it e 06 87 18 12 12 06 88 52 91 82. Per la tua pubblicità su Teleradio Stereo chiamalo 06 06 88 88 52 52 91 82 91 82. Shut down.
ma come mai questo brano, Matteo? Ispira che cosa? Oh, sentiamo. Questo potremmo sentire. Bella sta canzone. Senti che sound come va, eh? Attenzione! Two. One, two, three, four! Questa l'ha fatta mettere Uba. Ubaldo, questa l'hai fatta mettere tu. Pushing sì, Sky di Ubaldo Rigi. No. Michele di 100. Basta. Basta. Era tutto uno scherzo. È di napoletano, ma c'erano dei... Uscito malissimo, peraltro, possiamo dire. Se fosse l'accento, non io non ho capito, io in quel momento mi ero alzato. Qualcuno avrebbe giustificato. Ha chiamato un ragazzo romanissimo nell'accento, dicendo che era un amico di Michele. Che era uno piuttosto scherzo. Divertito. Cioè, nel senso, stava ridendo mentre lo diceva. Nel senso, dice: guardate, sono amico di Michele. Peraltro non è ciociaro, è napoletano. Dice, ma era intento era di fare uno scherzo. Mi è uscito malissimo. Ha detto, e perché l'avrebbe giustificato il suo amico? Scusa. Non lo so. Infatti il maestro ha risposto, dice, vabbè, prendiamo le scuse. Noi, insomma, se era uno scherzo è uscito male, ecco. Io ho detto che questa volta gli è andata bene. Lui ha risposto volta gli è andata bene. Con me va bene a tutti, ma figurati, con me vivono Ubaldo schiettissimo. Campano di rendita proprio. Muoiono di comunque disegni. Sai che stavo leggendo un po' di articoli mentre ascoltavo come sempre Mimmo, interagivamo con lui, perché abbiamo parlato con lui proprio del ritorno di Luis Enrique in panchina. E in Spagna sono tutt'altro che entusiasti di questa cosa. Sono estremamente spaccati come opinione pubblica, giornalisti e anche ex calciatori che si sono espressi da questo punto di vista, perché lo stesso Citiro, Roberto Moreno, che era lo stesso che lui aveva come vice qui a Roma, no? E se l'è portato anche nello staff della nazionale spagnola e che ha preso quindi il suo posto, sembra ieri non averla presa benissimo. Beh, posso dire una cosa? Per le modalità, no? È mezzo infame questo, però. Direi proprio se lo porta dietro, se lo porta a nazionale, gli succede quello che gli succede, ma non doveva essere manco lui a richiedere il posto, doveva essere lui a dire. Lui ha tenuto in caldo il posto. Quando è, tu lo sai, ma io rimango uno dei tuoi. Viene precisato che lui in qualsiasi momento ha detto pubblicamente che in qualsiasi momento lui sarebbe rimasto male. Perché sperava che confermasse, perché sono qualificati comunque per gli europei, però e non rimane in nazionale comunque, scusa. Penso, a questo punto non lo so, però certo non è una bella la fa lui. Ieri non ha fatto nemmeno conferenza stampa. È normale che tu polemica. Cioè uno che c'ha i risultati di Luis Enrique, che vive il dramma di Luis Enrique, quando è disponibile torna. Sono così contento per Luis Enrique e non soltanto per quello che ha passato. Una brava persona nel mondo del calcio. Rimango ancora, io l'avrei confermato per 5 anni, ma io lo dico però dal 2011, per cui ecco, in questo caso davvero so credibile. Lì bisognava mandare via tutto il resto e lasciare Luis Enrique. Quindi si è dimostrata debole la società. La Roma? Assolutamente sì. Fu proprio ostaggio. Assolutamente sì. No, è vero che lui presentò le dimissioni, cioè non è che la Roma lo ha mandato via, ma non è stato fatto niente probabilmente. Ho capito, lì si è arrivato alla fine però di un percorso, come non ce la faceva più, ma prima. Sai, quella società era molto giovane, c'era quella. Lui fu chiesto solo di restare. Il ruolo ambiguo, Baldini, Sabatini, chi comanda, chi è. Baldini avrebbe voluto a tutti i costi che lui restasse, ma lui ha preso una decisione. Peraltro, vi dico, è curiosa perché sanno chiaramente l'Italia è sicurissima di partecipare ai prossimi europei, fortunatamente, alla ricerca dei 23 per Euro 2020. È curioso perché c'è una lista, un listone credo di almeno 30 giocatori, se non di più. Ne ha parlato lo stesso Roberto Mancini. Guarda, ieri. Ti faccio io i tagli. Vai, fammi tu i tagli. El Shaarawy. Sì, pure io. No, comincia dai portieri però. E Gollini. Ok. Vabbè, non ho capito, mi sembra troppo. E te ne faccio uno. Guarda, di difensori ce ne sono 9 e ne possono portare 8, come vedi. Me sopra. La rischio un po' perché non ci avranno il coraggio, ma Romagnoli. Sì, no, Romagnoli lo portano. È quello forse, fuori, è proprio lui. Cioè, lo portano. So 30 anni che è il giovane prossimo futuro nazionale. Ma io non mi porterei Bonucci. Ieri Bonucci fa due lanci per loro. Bonucci fa due assist per l'Armenia. C'è cioè quello che del palo che è sull'1-0 poi ancora. Il palo di Carapetiano, il centravanti, che è un assist di Bonucci, una cosa che è grottesca. Ma guarda che lì è difficile, guarda Riccardo, perché uno adesso li legge così velocemente. Io vorrei lasciare quanti ne deve portare via? 22? Guarda, ne deve, 23. Deve portare, guarda, 3 portieri e ce ne sono 4. Deve portare 8 difensori e ce ne sono 9. Allora, il difensore levi uno tra Romagnoli e Bonucci. No, cioè non li lascerà mai a casa. Non lascia mai a casa. Sai secondo me chi potrebbe lasciare a casa? Spinazzola, non so un po'. Sì, può darsi. Come no? Piuttosto che tra Florenzo i centrocampisti si porta Spinazzola.
Castrovilli, quanti ne devi levare? Dei centrocampisti ce ne sono 9, ma ne deve portare 6. Beh, Cristante non ce la fa a recuperare, forse. Non so, recuperare un po' difficile. Cristante sì. Castrovilli, che è fortissimo, rischia tanto. Può stare a poi casa. Zaniolo gli dà più soluzioni. Rischia pure Pellegrini, secondo me, quel centrocampo, perché lui deve essere più utilizzabile, forse come attaccante esterno, che non come centrocampista. Però io, Pellegrini, ho portato attaccanti ne deve portare 6. Quanti sono? Sono 9, ma ne deve portare 6. Fuori Ken, Orsolini e Sharawi. Eppure Balotelli, no. Ma anche Balotelli. Poi fuori, Balotelli non è stato più mai. Perché se te porti Balotelli, se non te lo porti, se lo lasci. Invece pensa che secondo me non porta Balotelli, Ken e Orsolini. E il Sharawi lo porta. Il Sharawi lo porta. Diciamo che siamo fortissimi dappertutto, ma se Immobile non garantisce il rendimento che ha con la Lazio nelle coppe, eccetera, a livello internazionale, davanti Belotti e Belotti, davanti come centravanti non è proprio il top. Belotti... è una squadra perfetta se ci avesse il centravanti. Però Belotti e Immobile li porta sicuri. Sì, Insigne, Bernardeschi e Chiesa li porta, e poi balla un posto per Balotelli, Ken, Orsolini e il Sharawi. E con tutta la buona volontà, se io potessi scegliere, mi porterei comunque il Sharawi. Sì. Il giocatore più il esperto. Fatto che Balotelli sia ancora in ballo in qualche modo. Come fa? Nasce ha fatto due gol in campionato. No, ma lascia perdere, perché non sono sicuri al 100% di Immobile e Belotti come rendimento. Balotelli è uno che per fisicità e anche tecnica è abbastanza un unicum ancora, no? Pur essendo un giocatore evidentemente già che ha abbondantemente superato, no, anche il limite dell'aspettativa che ci poteva essere. Ormai lo sappiamo quali sono i limiti, tantissimi, e i pregi un po' meno, ecco. Però è lì che devi cercare. Io mi aspettavo più una crescita di Pinamonti, speravo vediamo adesso come va Esposito, poi dipende pure in che squadra giochi. Con però sono curioso di Ubi. Non è facilissimo. No, ah, per me Ubi, Ubi con questa lista Balotelli non credo proprio. No, Balotelli, ma perché? Ma l'ha mai chiamato Ubi in maniera lineare, no, in questa lista è veloce. No, chi non nominiamo Balotelli sta settimana, per favore. No, esatto. Meglio di no. È Ubi, da questa lista chi togli dei difensori? Rischia Spinazzola. Tra i centrocampisti deve toglierne 3. Cristante rischia per via delle Cristiano, ci abbiamo una telefonata, scusa. Chi è? Sei tu Scortichini Guido? Ciao, pronto, sono Michele di Centocelle. Che vuoi? Che macello. Niente. Te volevo conoscere. Volevo vedere in faccia chi sei. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo? Tempo al tempo. Ma ricordati. E ricordati che se tu sei il gigante de Rodi, io non sono il nanetto de Biancaneve. Gambane, Dai, continua a lavorare, continua a scalzare tutti i soldi, dai. Signori, noi ce ne andiamo. Ringraziamo Mauro Antonion, Matteo Bonel, Michela Del Monte, Jacopo Palitz, Ubald Righel, Riccardazzo e il maestro Stefano Petrucci. Rimanete con noi, perché grazie. No. Poi grande. Sì. Molto male, dire malissimo. Rimanete con noi, pausa GR Ferretti Ciardi Ferrazza e tutto il resto del palinsesto. Domani mattina dalle 6 con Paolo Rocchetti e poi verremo noi alle 10, Valentina alle 7. Rimanete. Arrivederci. A domani. No, a domani. Forza Roma. Da quanto tempo non faccio un giro per Roma? Quasi me fossi scordato che sono nato qua. Forse saranno i ricordi che bruciano dentro, quelli che tanto te senti non vanno più via. E non c'è sta più un vicolo, né una strada né una via, che me può far tornare indietro come quando tu eri mia. Amore grande mio, tutto me sa di te, e se c'è bene sa che ha sbagliato, che sa che non può tornare indietro e non...
perché il tempo che è stato non torna, ma c'è un desiderio che se un giorno uscisse da casa te possa incontrare.